Ragazzi, tutto bene? Tutto bene, ragazzuoli? Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Come state? Come state? Spero veramente tutto bene. Ragazzi, tranquilli, vi parlerò un po' di come è andata la mia prima giornata di lavoro, tranquilli. Lo farò ovviamente mentre giochiamo a Grounded, nessun problema, abbiate solo un po' di pazienza, ok, ragazzuoli? Ok, ragazzuoli? Soprattutto perché ci sono cose negative e cose positive. Oddio, cose negative quasi niente, devo essere sincero. Però quelle ci sono sempre. Quelle ci sono sempre. Allora, eccoci qua, ragazzuoli. Come state? Tutto bene, ragazzi? Ragazzi, oggi ci sarà solamente questa live. Non ci sarà nessuna live di FIFA, anche perché su FIFA non c'è niente da fare, ragazzi. Ovviamente, però, domani dalle
5-20, ragazzi. 5-20 verso le fino le 6, ragazzi, ci sarà la live di FIFA. E lo stesso ci sarà anche giovedì sera, perché non so se vi ricordate, ma alle 9 ci sarà il nuovissimo si sbloccherà la nuovissima parte di FIFA, ragazzi, cioè l'Ultimate. Quindi mi raccomando, non mancate. Oggi, ripeto, ci sarà solo questa, anche perché non potrò più fare due live nello stesso giorno, anche perché io stesso non ce la faccio più, cioè non ce la farò mai, anche perché ora come ora io vado a dormire, ragazzi, alle 10 di sera. Quindi vi lascio immaginare un po' come sto messo, ragazzi. 10 di sera, massimo 11, perché poi alle 5 del mattino già sveglia, ragazzi, adesso. Poi sarà le 4 del mattino, quindi sarà ancora peggio. Quindi mi raccomando, ragazzi, ok? Sì, alle 20 volevo dire domani, non alle 9, solo che sono rimasto un po'... Oggi sono un po' stanchino, quindi potrei dire un po' di cavolate, ok? Comunque, ragazzi, come al solito, lasciate un bel pollice in su per questa live. Mi raccomando, condividetela come al solito. E mi raccomando, condividete, lasciate un bel mi piace, tante belle cose. mi raccomando. Bevo un po' d'acqua prima di incominciare e, ripeto, vi parlerò di come è andata questa prima giornata di lavoro in Amazon. Comunque, per chi non stesse chiedendo, questo qui non è una cosa sporca, ma è un buco che c'è sulla maglietta. Quindi mi dispiace, non si può togliere, per chi non stesse chiedendo. Voi come state invece, ragazzi? Come è andata la giornata a voi? Ho visto ieri che pure l'Italia ha, cioè l'Italia ha pareggiato e anche essa andrà ai playoff, ragazzi. Quest'anno non sembra essere l'anno né dell'Italia e né del Portogallo. E mi cringe anche tantissimo, perché entrambe le squadre sono le ultime ad aver vinto gli europei, perché il Portogallo ha vinto prima dell'Italia e l'ultimo l'ha vinto l'Italia. Sembra che fa abbastanza ridere come cosa, ragazzi, però non ci possiamo fare niente, non ci possiamo fare niente. Oggi giornata di merda, come mai, Seba? Fammi sapere. Fammi sapere il perché. Fammi sapere. La cosa negativa, ragazzi, soprattutto di oggi, è che è ritornato il maledetto dolore, ragazzi, ripeto, il maledetto dolore al piede, ragazzi. Infatti mi fa veramente, veramente, veramente malissimo. Nel frattempo io già incomincio ad aprire, ragazzi, il gioco, e c'ho un dolore veramente forte, forte, forte. Io quel giorno non dovevo andare a correre, mannaggia. Ma io non mi potevo mettere a dormire quel cavolo di giorno, che adesso non avrei sto problema, non mi starei riempendo di pomata sul piede per far passare il dolore, perché sicuramente c'ho un problema ai tendini, ragazzi, al tendine del piede sinistro, che mi stanno dando veramente troppo, troppo, troppo fastidio. Oggi a lavoro ne ho risentito tanto. Infatti a volte zoppicavo, non riuscivo mai a camminare, però fortunatamente non hanno influenzato il mio modo di lavorare. Comunque, devo essere sincero, mi è piaciuto tanto il primo giorno di lavoro. Molto molto bello, le persone sono veramente molto cordiali, molto molto, sono delle brave persone quelle che lavorano. E sono veramente molto molto contento e spero di rimanere, ragazzi, spero di rimanere, perché mi sono trovato davvero molto molto bene. Poi vi spiegherò un paio di cosette di quello che ho fatto e tante belle cose, ok? Nel frattempo qui andiamo, let's go. Io ovviamente non ho toccato il gioco da ieri, quindi da dove ci siamo fermati ieri riprenderemo oggi, ok? Quindi mi raccomando. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Avvisiamo le mie ragazze che sono in live. Ora non ti potrò rispondere sempre. Ok, datemi un secondo di tempo che sto andando a prendere i commenti della live, ragazzi. Datemi soltanto un secondo. Voi, tu invece state un po' calmo, caricati mondo. Ragazzi, ripeto, mi sono fermato esattamente dove ero ieri, perché non ho toccato minimamente il gioco, non l'ho minimamente toccato. Quindi non ci saranno novità da un episodio all'altro e faremo tutto quanto di fila. Il lavoro in sé com'era? Molto, allora, è un lavoro comunque difficile, ragazzi, ok? Però giustamente io, provenendo da lavoro in campagna, diciamo che non è niente in confronto, non è niente. Ho lavorato solamente 5 ore perché sto facendo la settimana di prova. Ovviamente poi, se rimarrò nella settimana di prova, rimarrò lì per 3 mesi, ok? Però ovviamente oggi non era niente, perché non era una giornata di picco, perché quando ci sono giornate di picco, che possono essere ovviamente il Black Friday, il Cyber Monday, Natale, lì ci sarà da lavorare, ma è normale, come in qualsiasi lavoro.
Oh, che bello, che bello, che bello. Ok, queste sono le prime lagattine dove si carica il mondo. Ma dormi. Ragazzi, ma ne vogliamo parlare del fatto che metti a fuoco le cose? Cioè, è bellissima come cosa. Guardate, tu così le foglie non le vedi. Ah, no, le vedi le foglie. Ok, però se metti a fuoco questo, le foglie non le vedi. Guardate, non le vedi. Però se vai là, bam, si vedono. È bellissima la messa a fuoco di questo gioco. Mi piace veramente tanto. Sì, ma nei lavori ti pagano ogni giorno solo a fine mese, ragazzi. Non ci sarà nessun lavoro in cui ti pagano, ragazzi, ogni giorno. Manco nemmeno in campagna ti pagano ogni giorno, per farvi capire. Comunque, ieri, ragazzi, abbiamo notato una robetta, ragazzi. Abbiamo notato una robetta che dal livello 5 in poi serviranno le zollette di quarzite per poter potenziare le armi. Quindi questa cosa qua mi fa presupporre che ovviamente dobbiamo incominciare a prendere un bel po' di materiali per andare a creare il forno, perché mi sa che tramite il forno noi riusciamo a trasformare la quarzite così grezza come quella che abbiamo qua in zollette di quarzite, che sono quelle che per l'appunto serviranno per aumentare di livello diciamo i nostri attrezzi, ok? I nostri attrezzi. Quindi bisogna vedere un po' cosa fare. Ovviamente non lo andremo a fare ora come ora, perché? Perché oggi ho deciso che andremo a terminare e a prendere soprattutto il chip mancante di Burgle della siepe, ma soprattutto andremo anche a prendere i due chip mancanti, ragazzi, ripeto, mancanti del laghetto, quindi del posticino che sta un po' qui sotto. Perché? Perché in alto a sinistra, non so se vedete, c'è crea equipaggiamento da immersione e raggiungi le profondità del laghetto. Ovviamente, e ripeto, ovviamente, dobbiamo fare l'elmo bolla, che conviene tantissimo, ma non possiamo perché serve l'osso sommerso, o serve la striscia di zostera. Che cavolo è la striscia di zostera? Oppure per iniziare potremmo creare il tubo branchiale, ma comunque ci serve la striscia di zostera, che non so che minchia è. Un'apparecchiatura creata con strisce di zostera e altri materiali impermeabili crea una piccola sacca d'aria che permette di respirare sott'acqua. Io non so dove si trovino queste strisce di zostere, quindi è un bel problemino, bel problemino. Comunque, bro, con sta scuola di merda non riesco più a seguirti in live. Mi dispiace tanto. Vai tranquillo, Seba, nessun problema, nessun problema. Io oggi mi sa che ho la connessione scarsissima e mi lagga di brutto. Ma non dovrebbe laggare a me, quindi non credo che sia da me il problema. Non credo che sia da me il problema. Allora, stavo dicendo, dobbiamo crearci un po' di robette. Ci sono anche le pinne, ragazzi. Ci sono anche le pinne. Ma ripeto, dobbiamo comunque andare dentro lì per poter poi, ovviamente, ragazzi, qui mettiamo a cuocere. Per poter, ovviamente, poi poter creare le cose. Che poi non hanno tanto senso. Perché, vabbè, sì, che comunque un minimo devi guardare di quello che devi fare. Però, boh, non lo so, non lo so, sarà un po' tosta. Vedremo un po' cosa fare, vedremo un po' cosa fare. Allora, nello scorso episodio, nella scorsa live, abbiamo recuperato veramente tantissime cose, ragazzi, come il germoglio di muscolo, la polpetta di gomma, il frammento piccante che sarà anch'esso molto fondamentale per i potenziamenti delle armi. Abbiamo ottenuto una tenaglia di formica leone che serviranno tantissimo per creare le due. Diciamo, no, le due, l'armatura più potente del gioco. E abbiamo ottenuto anche, no, bugie, non è la tenaglia servirà per creare l'arma più forte del gioco, credo. E invece servirà il pezzo di no, non è il pezzo di formica leone, bensì è il pezzo di dove li ho messi i pezzi del coso rotondo là, come si chiama? Oddio, che fine hanno fatto i pezzi? Oddio, mi sto spaventando. Aspetta, aspetta che mi sto spaventando. Aspetta, aspetta che mi sto spaventando. Dove cavolo sono finiti i pezzi di quel. No, vuoi vedere che non li ho persi perché è come se non l'ho ucciso? Dato che ho ricaricato le partite. No, non dirmi che non ce l'ho più. Non dirmi che. No, devo andare ad uccidere qua. Vabbè, abbiamo trovato il nuovo, diciamo, insetto, che è quello che rotola, il coso patacchioso, patacchino. Italia-Portogallo ai playoff, insomma, e potrebbero anche trovarsi contro. E questo è il problema. Quindi diciamo che ci saranno un bel po' di problemucci, ragazzi, perché dovremo ritornare là, dovremo ripigliare tutte quante le robette e tante belle cose. Qui lasciamo le zanne che non mi ricordo a cosa servivano.
Possiamo anche lasciare queste cose qua della lucciola. Ah, abbiamo la cera di ninfia. Attenzione, abbiamo la cera di ninfia che è molto molto utile. Abbiamo le alghe che si possono mangiare, giusto? Aspetta, fammi vedere. Sì, abbiamo le alghe che si possono mangiare, quindi ottimo. Abbiamo trovato un'altra tipologia di snack, ragazzi. E questa seta, ovviamente, la vado a lasciare qui, perché non mi serve praticamente a niente. E lo stesso vale anche per gli esplosivi. Mentre queste altre robette le vado a portare. Nel frattempo ci pigliamo tutto quello che è nostro, quindi tutto il cibo, perché ci si arriverà tantissimo. Ora però c'è un bel problemone. Anzi no, che bel problemone. Volevo vedere una robetta, ragazzi. Andiamo a potenziare. Eh no, ma ce l'ho già potenziato, vedete? Ce l'ho già potenziato. Secondo voi, io se potenzio il pugnale di ciotolo, riuscirò a distruggere le cose là per poter avere le chiavi, ragazzi? Secondo voi? Oppure devo sbloccare il pugnale di secondo livello? Facciamo che andiamo a vedere se riusciamo a trovare il pugnale di secondo livello. Nel frattempo andiamo di sotto. Andiamo. Ah, ovviamente vi volevo ricordare che abbiamo la nostra quasi full. E ripeto, quasi full. Oh mio Dio, devo riparare l'armatura. Vabbè, prendo l'acqua e poi ritorno sopra a riparare l'armatura, sperando di poterlo fare innanzitutto, ragazzi. Qui ci beviamo tutto quanto. Andiamo di qua. Oh, pela. Oh, pela, e stiamo a posto. Vediamo un po' se riusciamo ad uccidere qualche insetto, anche e soprattutto magari qualche lafide o come cavolo si chiama. Ah, devo creare le bende. La vera domanda adesso è: sott'acqua, da quello che sapete, si possono utilizzare le bende? Questo è un bel problema che mi sorge spontaneo, ragazzi. Io che cazzo ne so, scusi. Cioè, ovviamente per citare un po' il meme che tutti quanti noi conosciamo. Secondo voi ci si potrà curare sott'acqua? Fatemi sapere, ragazzi. Fatemi sapere qui in chat, fatemi sapere qui in chat. Fatemi. Qui ci pigliamo da mangiare, che serve tantissimo. Vediamo un po' se riusciamo a crearci. Sì, ce ne creiamo un po' di fibra, sì, immagino. E speriamo con tutto il cuore, ragazzi, perché sennò sarà un bel problemone. Allora, mi serve un po' di linfa, quindi direi che possiamo pigliare il nostro bel martellozzo di livello 2 e andare a spaccare qualche pezzo di linfa. Bello, bello, ciccetto, ciccetto. Oh, pela, guarda qua. Madonna mia, l'ho potenziato così tanto il martello che adesso mi bastano solamente 2 colpi per rompere il, diciamo, le robette qua di linfa. Contentissimo, tutto visto. Mannaggia la pupazza. Tanto ti blocchi per fare il saltellino. E niente, come non detto. Ti vuoi fermare, maledetto? Ok, fermiamo, facciamo un secondo. E ok, finalmente, porca di quella porca. Qua ci prendiamo anche le altre cose. Non mi ricordo se ho preso tutte le cose. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro, attenzione che ce n'è un altro. Attenzione che ce n'è un altro. Pigliati queste 2 cosette. Ok, ok, ok. Andiamo di sopra e andiamo a vedere se riusciamo a riparare le nostre armature, che le ho appena fatte e già le devo... Mannaggia la pupazza. Le devo migliorare. Vediamo un po' se riusciamo. Ripara. Ah no, è vero, mi ricordo che ho utilizzato i pezzi per farmi l'armatura. Ma quanto poco durano le armature? È vero che abbiamo fightato veramente tanto, tanto, tanto. Però adesso la prima domanda che mi viene in mente è: noi ovviamente non abbiamo la nostra armatura di cucinella. Quindi adesso che minchia ci mettiamo addosso? Che minchia ci mettiamo addosso? Che minchia ci mettiamo addosso per andare sott'acqua? Ci teniamo questa armatura qua che tanto non si rompe, sperando che non si rompa. E non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io qua nel frattempo creerei altre cose. Ciao, sono appena arrivato, come stai? Tutto bene, Carlo? Tutto bene, tutto bene. E te invece? E niente, niente, niente. Adesso dobbiamo vedere un po' cosa fare, signori e signori, signori e signori. Ci sono un bel po' di robette da fare. Vabbè, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Tanto comunque abbiamo, ripeto, il pugnale, ragazzi, che possiamo utilizzare comunque sott'acqua per fare delle robe. Ovviamente mettiamo qui lo spawn che già c'è. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a fare delle cose. Crea cuoio di bacca. Vediamo cos'è il cuoio di bacca, dato che abbiamo come missione. Creiamo il cuoio di bacca. Ah, il cuoio di bacca, questo qua. Il problema è che non ho del pezzo di bacca, ma porca di quella porca. Vediamo un po' se ci abbiamo
un po' di... No, niente, vedete che... Vabbè, ma tanto poi comunque dobbiamo andare alla siepe, quindi ben venga. E dobbiamo uccidere delle afidi, ragazzi, se riusciamo. Ah, però dobbiamo creare i parastinchi di Cucinella. Possiamo approfittare di questa missione per magari ricrearci l'armatura di Cucinella. Cosa ne pensate? Quindi facciamo una robetta. Sì, facciamo questa cosa qua. Andiamo a levare la nostra armatura principale, che per ora non la voglio rovinare perché ci servirà veramente tanto. E vediamo un po' se riusciamo a creare la nostra. Ripeto di nuovo l'armatura di Cucinella. Vediamo se ce la facciamo. Vero, veri, veri easy, ragazzi. Veri, veri easy. Eccola qua, ce la facciamo. Sì, e facciamo anche i parastinchi, così che facciamo pure la missione. Quindi GG. Bella idea, Ace. Bella idea. Bella idea, bella idea. Perfetto, possiamo andare adesso. Possiamo andare. Hola Ace, ciao Vito, come stai? Tutto bene? Come state, ragazzuoli? Tutto bene? Come avete passato questa giornata? Come sta andando a scuola? Fatemi sapere, che ovviamente io vi ascolto. Vi ascolto tanto, tanto, tanto. Allora, questo scudo, se devo essere sincero, mi ha anche rotto un po' le palle. Quindi che... Ah, guarda che bello. Senza scudo. Oppela, mi si è spaccato mezzo piede. Come nella vita reale, ovviamente. E che fai? Te ne privi. Vediamo se ci sono un po' di afidi che possiamo uccidere. Non sembra, signori. Però lì c'è un po' di sciucchetto. Lì c'è un po' di sciucchetto, come anche qua, che non fa mai schifo. No, ancora ti faccio la schifo, merda fuori. No, niente, non ce la fa proprio, merda fuori. Mi beva tutto, grazie, mi beva tutto, graba, bravissima. Ok, afidi, non ce ne sono. Sciucchetto, però ce n'è. E come? Let's go. Perfettissimo, perfettissimo. Oh, questa è un'affide, questa è un'affide, questa è un'affide, questa è un'affide. Vediamo se la mira ci accompagna. Madonna mia, quanto siamo potentissimi. Madonna mia. Ok, perfetto. Vabbè, ciao freccia, che te ne vai del suotosuolo. Quello è un punteruolo. Non ce ne facciamo niente. Vabbè, dai. No, ok. Pensavo di aver visto qualcosa. Povero punteruolo. Questo è bullismo, eh. Questo è bullismo, sappiatelo. Questo è bullismo, ragazze. Questo è bullismo. Vabbè, facciamo finta di non aver detto niente. Ancora, boh, queste si arrabbiano pure. So cavoli nostri, eh. Che so pure cavoli nostri. Aspetta, 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 che c'è un po' di linfa qua. Ancora ci può servire per creare di nuovo le bende, ragazzi. Fatemi vedere. Oh, guarda qua. Guarda qua che bravo questo Ace, che ha approfittato di tutte le risorse disponibili. Allora, ragazzi, qui nel nostro laghetto, come per l'appunto potete vedere, innanzitutto abbiamo una stazione da campo qua sotto che non so come sia possibile che sia visibile quando non ci siamo mai andati. Bien bien, a te Ace. Tutto bene, tutto bene. Immagina Ace da scuola, mai immagino, ragazzi. Ci sono passato anch'io nella scuola, ci sono passato anch'io. Ci sono passato anch'io, ragazzi. Quindi è inutile che inventi a dire tutti questi premi. E se oggi resti fino a 19? Sì, vediamo un po' fino a 19, 19 e mezza e tante cose. Allora, vediamo qua, chip burger mancante. Abbiamo due chip burger, ragazzi, quindi dobbiamo stare veramente attenti. Allora, innanzitutto io mi prenderei anche un po' di alghe, che saranno uno snack secondo me molto importante a lungo andare, ragazzi. Se devo essere... Sì, mi scusi, può andare verso il basso, grazie. Niente, non si vuole fregare le alghe. Allora, le abbiamo prese. Ovviamente, dato che abbiamo pochissimo tempo per stare sott'acqua, ragazzi, siamo anche lenti in culo perché non abbiamo le pinne. Perché secondo me sono dell'idea che le pinne ci serviranno veramente tanto. Ecco a te. Io direi di incominciare ad andare verso sotto. Allora, no, ho appena scoperto... No, che ci sono anche i ragni sott'acqua, perfetto. Ok, allora, devo cercare sempre di stare vicino alle bolle d'acqua, ragazzi. È sempre vicini alle bolle d'acqua. Oh, fammi uscire una bolla d'acqua. Chi te vive? Oh, una bolla d'acqua grossa, scemo. Ok, eccola qua. Questa è la bolla d'acqua grossa. Come per l'appunto potete vedere, ci permettono di respirare, ragazzi. Allora, guardandoci un po' attorno, vedo che ci sono... Che sono quelle cose che stanno giù? Ok, ne prendiamo un altro po', ragazzi. E direi di approfittare per guardare un po' nel sottosuolo. Ah, erano alghe che si vedevano da sopra. Vedo tranquillamente che c'è della clay pure qua sotto. Non mi dispiacerebbe affatto se ci fosse della quarzite. Però non è quello che cerco. Allora, sto già notando... What the fuck, ma che è un dinosauro quello? Non ho capito. Allora, so che sicuramente mi... Ecco, infatti, mi mancherà tantissimo. Ti prego, bolla grossa, esci. Ti prego, se no è la mia fine. Ti prego. Grazie mille. Meno, ragazzi, 40 secondi sono veramente pochi per andare sotto. Cioè, non per niente. Ma che è sto dinosauro? Scusatemi. Allora, noi siamo qui. Ah, si può aprire la mappa, per fortuna. Però io devo trovare. Aspetta, secondo me, prima di andare di sotto, io devo cercare di uccidere. Ah, ma innanzitutto mi devo fare la pala, raga. Mi devo fare la pala.
Ma porca paletta, mi devo fare la pala, mi sono dimenticato che sarà fondamentale, perché mi sa che bisogna sotterrare delle ossa dal sottosuolo, ragazzi, dal sottosuolo. Ok, ne andiamo a cercare un po'. Ma porca di quella porca. Vabbè, spero che loro siano lenti in culo. Allora, vediamo un po' di portarci a casa un paio di girini, se riusciamo. Sì, signori, magari... ci sono solo ragni qua, non ho capito. Eccoli, là è pieno di girini. Vediamo un po' di portarci a casa un paio di girini. Magari mi danno delle cose nuove. Dei oggetti nuovi, ecco. Vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere. Oppela, oppela, oppela. Girino, mi scusi, si può fermare? Posso usare la balestra qua sotto? Manco per il caccolo, vabbè. Dai, ti fermi, girino. Mannaggia te. Ragazzi, ma sono troppo veloci. Sono troppo veloci i girini. Dai, ma non vale. Devo andare sopra, attenzione. Recuperiamo tutta l'aria. Ok, e let's go di nuovo. Ok, l'abbiamo ucciso. Ok, l'abbiamo ucciso. Abbiamo ottenuto della carne di girino cruda. Ok, abbiamo appena capito che la carne non ci serve praticamente a niente. Ragazzi, se avete qualche soluzione per trovare magari un paio di robette, magari, ma porca di quella porca, che pareva che devo anche stare a fightare sott'acqua, mannaggia la pupazza. Vabbè, almeno ho potenziato il coltello e comunque un po' di danno lo fa, ragazzi, un po' di danno lo fa fortunatamente. Vediamo un po' cosa mi dà qua. Mi dà pezzo di ragno palombaro e 3 fibre di ragnatele. Ok, vediamo se ci possiamo curare sott'acqua. Sì, fortunatamente possiamo curarci. La musichetta si sta arrabbiando. Ho notato perché c'era il ragno. Ragazzi, mi fate sapere. Ma tanto se rimango qua non dovrei morire. Mi fate sapere come riesco a trovare, se riuscite, se sapete ovviamente, come riesco a trovare tipo la striscia di zostera. Sapete come si fa, ragazzi? La striscia di zostera, perché veramente è fondamentale, perché da quello che per l'appunto potete vedere, la striscia di zostera mi serve tantissimo anche per fare le pinne. E mi servirebbe anche la pinna di nonno, di Nottonetta, di Nottonetta. Ora vai a capire che cavolo è la cosa di Nottonetta, mannaggia la pupazza. Che porco cane, non lo so. Se c'è qualcuno che lo sa, ovviamente, che mi aiuti pure. Se no, bisogna andare sotto, ragazzi. Bisogna provare. Facciamoci un po' un giretto di qua. Queste cose qua non si possono rompere, vero? No, le alghe non si possono rompere. Ci sarà qualche... Aspetta, tipo, ma quelli così là, magari servono, uccidendoli ci danno qualcosa? Che ne dite? Può essere. Il problema qua rimane sempre il fatto che io non ho, e ripeto, non ho aria. Per fortuna ci sono queste bolle, ok, ma... Secondo me questi qua sono velocissimi. Io la butto lì. Secondo me questi qua sono velocissimi. Quindi vediamo un po' se riusciamo magari a buggarli. Ecco, magari se si è fermato qua, vediamo se riusciamo a buggarlo. Mamma mia, ragazzi, fatevelo dire. Noi siamo il re del bug. Siamo... Oh, ma ci dà anche della pina di nonotec. Oh, di tutto. Ma che palpebre. Vabbè, andiamo almeno dove stanno le bolle, così che possiamo combattere tranquillamente. Ragazzi, abbiamo appena notato che siamo riusciti a ricavare la prima. Prendila! Ma porca di quella porca. Vieni qua, vieni, che nel frattempo comunque aspetto la cosa, aspetta. Ok, te si smircia in culo, dammi l'aria. Ok, perfetto. Pam. Ok. Ma quanti sono? Chi è che mi attacca? Chi è che mi attacca? Ok. Pam. Ok. Tendo anche un'altra bottina. Ti do un'altra bottina e un'altra bottina, dovresti morire. Ok. Perfettissimo. Qui prendiamoci l'aria. Ok. Diciamo che è abbastanza tosto. È abbastanza tosto. Ah, ma questo che cavolo è? La pulce d'acqua. Ma porca di quella porca. Ma mi scusi. Ma lei che cavolo fa nella vita oltre a rompermi i maroni? Non ho capito. Cosa abbiamo trovato qua? Carne di pulce d'acqua. Vabbè, niente, non serve a niente. Rompono soltanto le palle. Ok. Perfettissimo, grazie mille per avermelo fatto sapere. Allora, ho notato che abbiamo finalmente ritrovato. E abbiamo trovato una... due nuove robette. C'è anche il pezzo di ragno palombaro. A quanto pare i ragni palombari stanno solamente sott'acqua. E abbiamo trovato anche il pezzo di pinna di Nottonetta. Ok, ma mi se... Ma porca di quella porca, non è uscita più niente. Mi sa che muoio. Madonna mia, che culo qua ho avuto. Madonna mia, che culo. Perché non è uscita più nessuna bolla? Allora sì, sarei stronza nella vita. Sarei stronza nella vita, non ho capito.
Allora, stavo dicendo, dobbiamo cercare di trovare il modo di trovare la striscia di Zostera, ragazzi. La striscia di Zostera. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Andiamo verso il basso. Ma adesso c'è un bel problemone, sta diventando notte. E certo, adesso mi fai uscire tre bolle di fila e poi non me ne fai uscire nemmeno una. È vero, gioco? Bravo, gioco. Per esempio... ho trovato dei punti science. Dei punti science. Ok, andiamo a vedere. Ma tipo... ah, eccola la Zostera! Eccola la Zostera, ragazzi! E si gode! Dammi la Zostera, Kittemurt. Dammi la Zostera. L'abbiamo trovata, signori. Quanto siamo fortunati. Ma quanto siamo fortunati, ne vogliamo parlare? Dammi un po'. Oh, grazie mille. Mamma mia, ragazzi. Ok, possiamo farci finalmente... La robetta per metterci in testa per avere molto più ossigeno, ragazzi. Quindi sono davvero contentissimo. Vai, colpisci tutto, colpisci tutto. Perché abbiamo un altro bisogno. Mannaggia, ci vuole tanto per rompere le cose. Ace King dei bug. Bug magari con la U, Carlo. Mi raccomando, amico mio, mi raccomando. Ok, rompi tutto, rompi tutto. Ok, abbiamo avuto altra. Non me l'ha data però, non me l'ha data. Questo è un bel problema, mi scusi, che fa? Non mi dà le alghe? Non ho capito. Che fa? Non mi dà le alghe? Ma non mi dà le alghe, non ho capito. Comunque me ne dà veramente pochissime. Ok, attendiamo sempre un po' la... Eh sì, dai tubo, fammi uscire la porco cane. Ok, ma si può bere sott'acqua? Bellissima questa cosa qua. Si può bere sott'acqua, sicuramente si può anche mangiare, ragazzi, vediamo. Ah sì, questo fa tutto. Mangia, beve sott'acqua. Bellissimo, bellissimo. Ok, continuiamo ragazzi, continuiamo. Ok, mi dà veramente poche parti di Zostera, ma comunque noi la prendiamo, ragazzi. Dove è andata? Manco è caduta più questa pezzo di Zostera, va benissimo. E mi dà fastidio che devo per forza... Mimica, mi sta danneggiando pure la roba, mi sta danneggiando. Ma questo qua si può rompere? Altra Zostera, vai, let's go, piglia la Zostera, piglia la Zostera, piglia la Zostera, va, spacca tutto, spacca, amichetto. Spacca tutto, spacca, ok. Rimaniamo sempre qua. Allora, credo di averne abbastanza, ragazzi. Ne ho 39 di Zostera. Porco cane, possiamo crearci. Ok, possiamo tornare su, ragazzi. Intanto sta diventando notte. Possiamo tornare su. Facciamo che torniamo su. Nel frattempo, comunque, dovrei riuscire ad avere l'aria necessaria che mi serve. Quindi andiamo sempre di qua, mi raccomando. Eccola qua. Andiamo sempre. Ne hai 25, non sono pochi. Sono tanti? No, ne ho 39 adesso, appena visto. Quindi dovrebbero bastare, ragazzi, dovrebbero bastare. Adesso la cosa che però voglio capire se basta. No, mi manca la pinna di nottonetta, ragazzi. Mi manca la pinna di nottonetta. Però direi che dovrei riuscire a fare l'elmo di bolla. Non è mai vero nella vita. Quindi ritorniamo giù. Stavo scherzando, ragazzi. Dobbiamo cercare quei aggeggi che camminavano, ragazzi. Quindi facciamo che rimaniamo un po' sopra e guardiamo verso il basso, ok? Andiamo a trovare quella cosa che ho ucciso prima mentre la stavo buggando. Salve, signor pesciolino, come sta? Spero veramente tutto bene. Perché a quanto pare abbiamo troppo bisogno. Il problema è che mi sta rompendo la porco cane di cosa qua. Come si fa? Si riesce ad aggiustare? Non lo so, vediamo, ripara. Ovviamente mi serve l'acqua arzite. Salve, signor pesce, come sta? T'a posto? Ma sapete... Allora, intanto si sta un po' calmo, intanto si sta... Ma sapete se mi può mangiare, se mi può fare del male? Ecco, esattamente quella cosa là devo uccidere, ragazzi. Esattamente quella cosa là devo uccidere, non so se la vedete. Mi scusi, signorina, può venire un po' qua? Non si allontani da me. Mi sto anche preoccupando il posto in cui sto andando, dato... Ma che cacchio è questo? What the fuck? Oddio. Ragazzi, vedete anche voi ciò che vedo io? C'è un... Oh, aspetta, allora c'entra qualcosa. Porco cane, ragazzi, devo prendere per forza questa bolla. No, mi scusi, gioco. Mi fa uscire un'altra bolla, la prego. Grazie, meno male. Non sono mai stato così tanto contento di respirare in vita mia. Allora, avevo visto, eccola. È andata a finire, no, quello è il pidocchio di mare. Allora, ho visto che c'è qualcosina qua giù. E mi sto anche preoccupando perché, boh, vediamo, andiamo a vedere. Guardiamo. Ma che cacchio. E porca di quella porca. Corriamo che è meglio, signori. Lì ci sono altri punti science. Non è mai vero nella vita. Allora, dovrebbe provenire da qua. Oh yes, ok. Oh, ma che cos'è sta cosa? Aspetta. La fede nuziale. What the fuck. Bellissima.
Mi scusi, signore, non mi faccia del male. Vaffamocca, che te beef. Niente, scusate, ragazzi, è uscito, è stato più potente di me. Rimaniamo qua che escono le bolle, almeno. Rimaniamo qua che escono le bolle. E difendiamoci. Il problema è che lei adesso mi romperà, oltre che le palle, mi romperà anche il pugnale. Ed è l'unica cosa che posso utilizzare per rompere le robe. Ok. Se ne va da quel paese. Se ne va da quel paese. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Pam. Pam. Ok. Pam. Pam. Ok, se ne vado a cagare, se ne vado a cagare, grazie. Stavo dicendo, la cosa che quindi posso recuperare solo ora come ora è, sono le pinne. Posso fare solamente le pinne perché l'osso sommerso mi serve la pala. Sicuramente di secondo livello, o secondo voi serve la pala di primo livello. Però per le pinne mi serve la pinna nottoneta. Quindi vuol dire che io devo uccidere altri tre di quei signorini che prima... Ecco, tipo questi qua, esattamente. Salve, signorino. Ma lei per caso non è che si può far uccidere e non può correre, grazie? Ok, madonna, mi sono potentissimo. Madonna, mi sono potentissimo. Però me ne dà solo uno. Cioè, proprio sono proprio tirchi, ragazzi, questi qua. Non è che me ne danno più di uno, no, no. Me ne danno solo... Oh, ce n'è un altro? Si corre come se non ci fosse un domani. Come un potentissimo. No, c'è il ragno. No, c'è il ragno. Porca di quella porca, c'è il ragno. Ok, scusi, signora. Rimanga qui che mi serve lei. Ragno, tu non ti puoi fare gli affaracci tuoi. Che porco cane, mannaggia, ora ci muoio. Ce n'è un altro, io me la rischio, ragazzi, c'è l'ultimo. Io me la rischio, signori. Me la rischio, signori. Madonna mia, ce l'abbiamo fatta. Però mi serve delle bolle. Mi servono delle bolle. Oh, porco cane. Oddio, nemmeno tanto, Nemmeno tanto. Ok, perfettissimo. Direi che possiamo tornare su. Ragno, ma si potrebbe fare un po' degli affaracci suoi? Mannaggia la pupazza. Io dove cavolo sto andando? So perché mi servono le bolle, raga. Ok, stiamo qui che tanto arrivano le bolle. Andiamo verso l'alto. Stiamo qui e andiamo verso l'alto, vai. Stiamo qui e andiamo verso l'alto. Dovremmo farcela. Ok, io qua però i commenti se ne sono già andati. Ecco qua. Ciao, adesso le trattorie sono tantissime perché ti bastano. Infatti sono veramente molto contento. Oh, c'è ancora il ragno a rompermi le pallonzole. Io direi che possiamo... ma questo? Ma mi scusi, ma lei qua, pesce persico. Ma vai a cagare te il pesce persico, non ho capito. Cioè, io mi sono fatto 50 miliardi di volte avanti e dietro e scopro solo ora che c'è questo. Ciao, pidocchio, che non serve una pianta minchia. Mi scusi, signor Afide, ma che mi fa? Ma mi scusi. Ma che mi fa? Mi nuota anche? Signor Afide, ma che mi fa? Mi nuota anche? Niente. Non si vede più il signor Afide. Eccolo invece, sta qui. Oddio, quanti ne stanno. E uno fatto. Ok, e due fatti. Let's go, siamo a 6 su 10. Siamo a 6 su 10. Ne ho sentito un altro, vediamo un po' se riusciamo a prendere. Scusatemi tantissimo che lo so che è notte, ragazzi, ma dobbiamo assolutamente prendere le afidi. Che palle, porco cane, si buggano attraverso i tronchi. E questa cosa mi dà veramente molto fastidio. Vediamo un po' se qua c'è l'altro afide. Li sento saltare ma non li vedo. Questa cosa qua mi preoccupa anche tanto. Vabbè, si sono buggati in mezzo ai robetti. Allora. Va bene. Direi che sta andando abbastanza bene il tutto. Se posso essere sincero, sta andando abbastanza bene. Poteva andare peggio, ma poteva andare tranquillamente meglio. Ma non so nemmeno se poteva andare tranquillamente meglio. Io adesso proporrei almeno di andare a fare una bella dormita. Se non vi dispiace, se non vi dispiace, andiamo a crearci sta benedetta mappa, sì. Benedetta, come cavolo si chiama? Pala, che servirà veramente troppo, ma prima dormiamo, ovviamente. Vai, let's go. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Datemi un secondo soltanto, ragazzi, che mi è arrivato un messaggio molto importante. Ok, scusatemi, eccomi qua, sono tornato. Allora, vediamo un po'
se riusciamo a fare la. Adesso la commiora mi sa che non riusciamo a fare quella di secondo livello. Sapete perché? Perché non ho i pezzi di mannaggia la pupazza di, diciamo, delle formiche nere. Perché, come per l'appunto potete vedere, servono i pezzi delle formiche nere. Serve anche della mandibola. Quindi dovrei tornare là, pigliare tutte le cose che ho preso e farmi la palla. Ma credo che comunque quella di primo livello dovrebbe bastare, ragazzi. Io lo spero con tutto il cuore. Allora, mi serve uno di ghianda, che ovviamente sta, non mi ricordo dove, sta qui. Quindi uno di ghianda. Ho l'inventario pieno, ragazzi. Direi che possiamo prima, sinceramente, innanzitutto Just like a magnare. fruit pounder. Innanzitutto magnare. Mettiamo a cuocere tutti gli affidi che abbiamo preso. Ah, e non solo, da quello che posso vedere. Non solo, ragazzi. Ok. Mettiamo prima i 3 afidi. Nel frattempo ci pigliamo tutte le cordicine che servono veramente, veramente tanto. Ragazzi, ecco qua, le mettiamo qua. E andiamo a prendere altre 4. No, bugia, sono un po' troppe di più. Sono un po' troppe di più. 1, 2, 3, 4. Ok, secondo me ne dobbiamo creare un po' di più di questi aggeggi. Comunque, nei prossimi giorni, ragazzi, aumenteremo la nostra base. Perché mi sento un po' stretto, sinceramente. Vorrei fare una bella base molto, 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 molto carina. Fatemi sapere un po' cosa. Se avete qualche idea voi, ragazzi, perché vi potrei tranquillamente ascoltare. Io ho dell'idea, se devo essere sincero. Ho dell'idea, però magari anche voi ne potreste avere una. Ok, allora stavo dicendo, questo ce l'abbiamo. Poi ci serve corda grezza e germoglio. Aspettiamo un secondo che si possano cuocere queste. Ecco, ho fatto. Infatti, abbiamo preso tutte e due. Abbiamo anche una nuova robetta che è la carne cotta, che possiamo tranquillamente. No, niente. Arrosto. Hai scoperto arrosto di pulce d'acqua. Ah, grazie mille per avermi fatto scoprire una cosa che già avevo nell'inventario. Però, vabbè, l'importante è scoprirla, no? L'importante è scoprirla. Vediamo un po' se è uscita l'acqua. Sì, fortunatamente è uscita l'acqua. E la pigliamo anche, se potete, ragazzi, se mi permettete. E la piglio anche da qua sotto, così che ci riempiamo per benino il nostro inventario. Perché? Perché ora cosa andiamo a fare? Andiamo ad analizzare. Sento un afide. Ma sono sicuro al 100% che questa afide sta in mezzo al tronco. Ma perché si buggano le afidi in mezzo ai tronchi? Ma porca di quella porca. Perché questi insetti stupidi si mettono a saltellare. Vabbè, abbiamo capito che tutto quanto sta buggato in mezzo ai tronchi. Vabbè, ma fin quando sono le larve, sinceramente, per me va più che bene. Quando sono le afidi, diciamo che. Guarda, un'altra afide. No, aspetta, questa non è buggata. Porco cane la mira, Ace. Porco cane la mira, parte 2, Ace. Oh, oh. Ha messo il turbo l'afide. Eccola. Ok. Ne mancano due, ragazzi. Ne mancano due. Il problema è trovarne altre due. Vabbè, le troveremo. Le troveremo. Prima o poi spawneranno. No, che ne pensate? Prima, che tipo c'è questa qua bella buggata al di sotto, sotto, vabbè, che ci possiamo fare? Anche la nostra freccia si è buggata sotto, però. Porca di quella porca. E niente, anche la nostra freccia si è buggata di sotto. Questa fortunatamente sta sopra. Vabbè, oh, ci accontentiamo, eh. E siccome è andato a lavoro, mi piace molto, sì, mi sta piacendo molto. E ovviamente è stancante, ragazzi, come qualsiasi lavoro, però. Diciamo che mi permette lo stesso di poter continuare su YouTube, ragazzi. Per ora. Ai, mi sono fatto male. No, niente. Ok, c'è un ragno bello grande qui. Dato che non c'ho voglia di fightare, possiamo stare abbastanza attenti. Andiamo veloci, veloci, veloci. Ok, vediamo un po'. Innanzitutto io analizzerei questa cosa qua. Tanto alla fine comunque pinne fluide. Ok, vabbè, ci dà comunque sempre un po' di punti science. Analizziamo anche questa cosa qua. Porca di quella porca mia. Questo mi farà male. Ok, ragazzi, stiamo attenti. Vada via, vada via. Ok. L'abbiamo buggata, mi sa. L'abbiamo buggata, mi sa.
L'abbiamo buggato. Let's go, let's go, let's go. L'abbiamo buggato. Come per appunto potete vedere, abbiamo così tanta, tanta, ragazzi, stamina che riusciamo ad uccidere tranquillamente un ragno. Come per l'appunto potete vedere. GG. Mi scusi, ragno, si può spostare? Che devo analizzare la pezzo di ragno palombaro. Ecco, grazie. Ragazzi, ce l'ha dato il pugnale d'osso. E il tridente d'osso. Mi sa che è quello il pugnale di secondo livello. Mi sa che è quello, mi sa che è quello. E porco cane, di quel porco cane. I'm a picky. Ok, possiamo levare il nostro coso. Ecco, l'abbiamo avuto finalmente. Il secondo, il pugnale di secondo livello. Eccolo qua. Oh, ci servono solamente due ossa sommerse, ragazzi. Poi c'è anche il tridente, che secondo me è anche più potente. No, solamente stordisce di più, ma secondo me è molto meglio, Secondo me è molto meglio. Allora qui serve il pezzo di ragno palombaro, corda di seta che non ha nessun problema, e ci serve l'osso sommerso. Però immagino anche che ci serve, richiede un banco da lavoro, quindi non è che lo possiamo creare sott'acqua. Quindi questa cosa qua, mi dispiace, veramente tanto. Vediamo un po' se ci sono degli afidi in giro, che vorrei terminare ovviamente, ragazzi, la missione qua. La missione, qui abbiamo un po' d'acqua, tanto ne abbiamo un po' qua. La facciamo cadere. Mi scusi, acqua, venga qua, venga. Ok, perfetto, quanto è comodo tutto ciò. Ovviamente, ragazzi, a breve ci facciamo anche la nostra ragno di tela che fa scendere le gocce da qua da là, che almeno siamo belli tranquilli. Sento che la nostra afide sta ancora qui all'interno, bella buggata, porca di quella porca, che mi serviva tantissimo, però vabbè. Che ci devi fare, che ci devi fare? Sono un po' così le afidi. Vanno e vengono, si buggano e non si buggano. Cioè, le conosciamo ormai per quello che sono. Oggi non ci sarà FIFA, ragazzi. FIFA ci sarà domani. FIFA ci sarà domani, ci sarà anche giovedì. Ovviamente se tutto va bene, nel senso che ovviamente se non avrò problemi di sonno o robette varie. Ok, allora, abbiamo ucciso anche un afide, lo mettiamo qua. Stavo dicendo, adesso di regola potremmo, e ripeto, potremmo comunque fare un bel... No, possiamo fare le pinne. Sì signore, ragazzi, abbiamo le pinne che ci permettono di regola di andare molto più velocemente di regola. Andiamo a lasciare qui, no, andiamo a lasciare qui, sì, le nostre pezze di armature. Queste qua le lascio qua perché sono totalmente diverse, ragazzi. E siamo a posto. No, non siamo a posto perché, mannaggia, mi sono curato. Devo andare ad aggiustare, ragazzi, a riparare la nostra bella cosetta qua, che almeno per ora mi serve tantissimo. Voglio andare a riparare anche la nostra bella spadina, che tanto alla fine comunque richiede 1 e 1. Noi ce li abbiamo, tutto a posto. Aggiustiamo anche il nostro bel coso cazzuto, che è tantissimo. Vediamo un po' cosa ci vuole. Il nostro scudo sarà un bel problema. Ma alla fine ci sta. Allora, guardate quanto siamo belli con le nostre belle pinne, ragazzi. Siamo veramente lenti in culo con le pinne, ma perché giustamente non è che si usano per terra, cioè sulla terra. Vabbè, ma ci sta. Che schifo la storia, zio Piero. Giovedì escono Ultimate? Spero di sì. Sì, ragazzi, giovedì escono Ultimate, è assicurato. Giovedì escono gli ultimate, infatti ci sarà la live alle ore 9, tranquilli. Allora ragazzi, abbiamo fatto già la prima cosa. La seconda cosa da fare, da puntare ovviamente a fare, sarà questa cosa qua, ragazzi. L'elmo di bolla, che ci permetterà di avere molta più aria. Però dobbiamo arrivare a prendere l'osso sommerso, che è l'unica cosa che ci manca. Serve, richiede un banco di creazione, porco di quel porco. Non so se adesso però riesco a creare un banco di lavoro sott'acqua. Ogni volta dovrò tornare qua, ragazzi. Questo è un bel problema, però c'è anche da dire che abbiamo l'inventario decisamente un po' pieno, ragazzi. Voi cosa ne pensate? Direi proprio di sì. Infatti direi di andare a togliere questo, di andarlo a mettere qui, di lasciare qui, perché tanto dovremmo tornare qui. Tanto la maggior parte delle cose è tutto cibo. Sì, tutto cibo. E abbiamo anche la striscia di zostera, che sinceramente però io direi di lasciare qua, perché tanto, ripeto, dobbiamo comunque tornare qua per craftare le cose. Non possiamo rimanere sott'acqua. Ah, abbiamo un po' di pezzi di ragnetti, che ovviamente direi di andare a lasciare qua. Vediamo un po' se ci hanno craftato, ci hanno dato altre robe. Queste frecce sinceramente io le... Ma le altre frecce ce le ho? Sì, ne ho solo 17 di frecce. No, quante ne ho? 22 di frecce. Vabbè, ora non mi servono, possono anche rimanere lì dove sono. Va bene, direi che possiamo tranquillamente andare. Andiamo con il secondo round. Vediamo un po' quanto siamo veloci con le pinne adesso sott'acqua.
Ma porca di quella porca, mi sono anche spaccato metà delle gambe. Porca di quella porca, ma veramente porca, porca, porca. Mi servono... Oh, ma questa larva che cosa ci fa qua? Vabbè, facciamo finta di non aver visto niente. Occhi aperti, ancora ci sono delle afidi. Mi raccomando, mi raccomando. Occhi, 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 ripeto. Occhi, occhi, occhi aperti. Direi anche di andare a fare un giro da queste parti. Magari troviamo afidi e beviamo. E ci sta. Alla ricerca delle ossa sommerse. Esattamente. Manco fossimo in Jurassic Park sotterraneo. Ma piccoli dettagli. Allora, afidi non ce ne sono manco per il cavo. Io gli faccio un bel tuffetto sulla pietra. Bam, spaccate anche le pietre. Raga, siamo velocissimi. Siamo velocissimi, ragazzi. Questa cosa qua ci permetterà di andare molto più in profondità. E questa cosa qua mi rende veramente molto 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 contento. Allora, stavo dicendo, la risorsa che ci serve sono le ossa Ma porca di quella porca, la pala mi sono dimenticato di fare. Mannaggia, mannaggia, la pala, ragazzi. Pure voi non vi ricordate le cose. Mancava la pala, ragazzi, dai. La cosa più importante per pigliare le ossa. Con cosa le vogliamo pigliare le ossa? Con il potere del cervello, della testa. Mannaggia voi, pure voi non mi avete. Dai, ragazzi. Allora, mi serve germoglio e grezza. Ok. Germoglio, non ci sono problemi. Ok, ecco qua. Pam, pam, pam. Ne dovrebbero servire tre come... No, bugia, non serve... Dove ho visto? Non è... Vabbè. Ace, allora, devi capire una cosa. Che c'è una grandissima differenza tra, ovviamente, i trifogli e, ovviamente, i germogli. Quindi, mi raccomando, impariamo anche un po' l'italiano, che comunque non fa mai schifo. È che qua le persone ignoranti e porco cane non vanno bene. Ci pigliamo tutte ste cose, ci prendiamo anche i germogli. Minchia, stavano qua i germogli, ovviamente. Io sono andato via dalla tutt'altra parte. Bravo, Ace. Così si fa, sopravvivenza, livello 10. Ok, questo non è un germoglio, una bugia, qua germogli. Non ce ne sono, quindi vabbè, come non detto. Vediamo un po' nel caso riusciamo a trovare qualche afide. Che magari finiamo, oh guarda, 1, 2 e 3. E dovremmo avere tutto quanto. Oh pela, la nostra bella paletta ce l'abbiamo, ragazzi. Dove cavolo l'ho messa però? Non... Ma che poi non è vero che l'ho creata, perché per crearla bisogna... No, l'ho creata? Ora ditemi dove cavolo sta la mia paletta. Perché io sinceramente non la trovo. Secondo me non me l'ha craftata. Palla di ghianda creata. Ah, ora me l'ha craftata. Perché prima non me l'ha craftata? Vagliela chiedere, ragazzi. Io direi, dato che il martello non ci serve, il pugnale lo mettiamo qua anche al posto dell'ascia. E possiamo tranquillamente... Andare, signori. Andiamo. Spero che i nostri... Dimmi che è veramente... No, ok, se non che le pine non si consumano, andare a terra, perché sennò, mannaggia, non l'hai creata. Boh, vabbè, ultimamente usciranno alle 19, giovedì, verso che ore pensi di fare la live? Verso le 19, nessun problema, anzi la farò anche, sì, per le 19, ok. Ragazzi, allora ci siamo, vediamo un po' di andare in profondità, dato che per l'appunto siamo belli velocizzetti. Ho visto che esce un po' di... ecco, infatti, ma finisce qua, quindi direi di... prenderla quest'ultima volta. Ecco qua. E direi di approfittare ad andare verso il basso. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Qui fortunatamente possiamo avere un altro po' d'aria, ragazzi. Dovrebbe essere da qui, giusto? Dov'è? Da qui dentro esce, giusto? Da qui dentro, ok. Allora, già mi sto cagando sotto perché c'è un T-Rex qua sotto. Sicuramente il nostro giocattolo che abbiamo buttato quando eravamo piccolini, piccini. Ma vabbè, piccoli dettagli. Ok, possiamo andare, andiamo. Dei punti science. Guarda qua che bello, T-Rex sommerso. Che figata. Altri punti science. La cosa che mi sono dimenticato di fare è stata una torcia. Mannaggia ad Ace, che ovviamente non impara a craftarsi tutto quanto. Beh, bella sta torcia comunque, però. Bella sta torcia. Allora, c'è un bel problemone che si chiama aria. Lo so, infatti lo stavo dicendo adesso. Dimmi che non esce nessuna bolla adesso, perché sennò io sono morto, ragazzi. Ora puoi uscire, amico mio. Grazie mille. Allora, ragazzi, c'è un bel problemone. Si chiama torcia. Si chiama torcia. Se noi riusciamo a trovare delle piccole cose di... Fatemi vedere un secondo nella creazione dove possiamo farci le torce, va, che è meglio. Allora, vediamo. Abbiamo la torcia di muffa melmosa, che però non mi fa impazzire. Abbiamo però la lanterna melmosa. Che noi potevamo anche...
come faccio a sentire da qui il corvo? Me lo spiegate? Ah, forse è appoggiato sopra là. Ok, devo tornare di nuovo sopra per farmi la melma melmosa, la luce lucciosa, sperando di avere tutti quanti gli ingredienti. Se non ce li abbiamo, comunque io me li prendo tutti quanti adesso di nuovo. Ma dovremmo averceli, tipo queste cacchette che stanno sotto qua. Me le prendo, che comunque servono tantissimo. Ecco, prendiamo anche un po' d'aria, che serve molto di più. Ok, non me l'aspettavo che... tipo fosse così difficile riuscire a fare le robe nel lago. Pensavo fosse tutto molto più facile, ma a quanto pare così non è. Allora ci pigliamo tutte ste cagatine qua. Ok, speriamo di riuscire ad uscire da qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. E direi, niente, vediamo un po' se di andare a fare la robetta. Vabbè ragazzi, io ovviamente se non scopro, se non vado giù non posso, madonna mia, non posso. Ma porco di quel cane. Ok, ce l'abbiamo fatta. Miracolo, miracolo signore, miracolo signore. Miracolo, oh signore, miracolo signore. Aia, porco cane. Una pianta c'era, l'hai presa in pieno Ace, bravissimo. Ok. Oh, oh, oh. Ho avuto un afide. No, non era un afide, che palle. Non era un afide, signori, non era un afide. E poi mi esce scritto, non so se avete notato, di creare del cuoio di bacca 3. Ovviamente questa cosa qua la dovrò fare ovviamente quando andremo nella siepe, perché andremo a cercare di fare le missioni anche nella siepe, ok? Quindi speriamo bene di fare tutto quanto il prima possibile. Purtroppo l'aria ti limita molto, ma non è tanto l'aria ragazzi, più che l'aria è il fatto che ogni volta ci sono cose nuove da craftare più che altro. Io adesso però spero di avere quella cagata melmosa là. Allora, cosa serviva? Serviva... ah, c'ho tutto, per fortuna, c'ho tutto. Minchia, meno male, c'ho tutto. GG, c'ho tutto. Vado qua, me la toglie. Ok, va bene. Questo dovrebbe anche durare di più, sinceramente. Dovrebbe durare veramente molto di più. L'abbiamo craftata. Dovrebbe durare molto, molto, molto di più. Speriamo con tutto il cuore. Lo spero veramente con tutto il cuore. Vediamo, ne possiamo creare un'altra? Ma vediamo un po' la descrizione di questo elemento. Una lanterna, iniziata come treno impermeabile e muffa melmosa, utile per esplorare i torbidi fondali. Secondo me meglio che ne craftiamo due ragazzi. Secondo me meglio che ne craftiamo due. Secondo me io la butto lì. Però adesso ho visto che abbiamo finito la cera di ninfea. Di ninfea mi sa. Quindi dobbiamo stare attenti a prendere le risorse giuste. Voi cosa ne pensate? Ovviamente come me spero ragazzi. Come me spero. Ah, ecco ovviamente il nostro bel corvetto, che sarà sicuramente lasciando delle belle piume di sotto. E che non mi dispiacerebbe affatto di andare a prendere spaccate le gambe. Vabbè, ormai ragazzi è una routine spaccarsi le gambe, non ci posso far niente. È più forte di me, non riesco a farne a meno. Mi dispiace, sono un po'. Basta così. Allora, perfetto. Siamo belli veloci. Belli veloci. Quindi GG. Come al solito approfittiamo di prendere un po' di bollicine. Queste piante sono veramente ottime perché ci... Cosa stai dicendo? Non ho capito, mi scusi, non ho capito. Cosa dice? Ah ok, grazie anche a lei. Le auguro una bella serata. Salve, le auguro una bella serata. Andiamo. Andiamo. Dicevo, il problema qui non è tanto quello dell'aria, ma il fatto che ci serve sempre da craftare qualcosina. Ok, approfittiamo per andare in fondo come al solito. C'è un qualcosa che mi stava attaccando. Vabbè, facciamo finta di niente. Dove stava l'aria? Eccola qua. Ecco, minchia, l'ho missata malissimo. Questa no però, questa no. Allora, ripeto, rimaniamo un po' qua per avere un po' di più. Ragazzi, il tempo che ci facciamo... Aspetta un secondo, ma il tubicino non ce lo potevamo fare. E minchia, Ace, ma sei stupido in culo che potevamo farci il tubicino. Ma porca di quella porca. E vabbè, va. Allora, un po' di lucina ce l'abbiamo. La paletta ce l'abbiamo anche. E andiamo alla ricerca di robette. Che cos'è questo? Oddio, è una lanterna. E andiamo alla ricerca di robette. Che possiamo sotterrare questo qua? Oddio, cos'è questo? Squama fangosa. Squama. Abbiamo trovato una... Lo so. Me l'hanno detto che è finita l'aria. Vediamo un po' se me ne dà un po' da qua. Dimmi di sì. Grazie. Abbiamo trovato una squama, quello che è, non lo so. Però non è l'osso, non è l'osso che stavo cercando. Non è l'osso, un'altra, ne abbiamo trovato un'altra. Ora non so se è questo quello che stavamo cercando, sinceramente, ma non credo. Non credo sia questo quello che stavamo cercando, giusto ragazzi?
era questo? Magari non è che magari mi... No, no. Voleva Ace, lei voleva. Io mi sa che sono morto comunque, non per dire niente. Non per dire niente, mi sa che sono morto. La butto lì ovviamente come al solito. Perché giustamente qui sotto... Mi dia un po' d'aria, please. Please un po'... No, ragazzi. No, ragazzi. No, ragazzi. Però minchia, c'è passata la cosa davanti agli occhi, ma... Guardate, guardate. Per quanto mi riguarda... Per me può anche andare bene tutto ciò. Sapete perché? Perché io mi sa che stando qua... Mi posso creare la robetta. Se non vado errato, ragazzi. Vediamo... Mi manca ovviamente la cena di ninfia che ovviamente sta lì. Però nessun problema, nessun problema. Comunque là sotto devo andare. Ci prendiamo un po'. Ah, il problema no, le pinne ce le ho, ok. Nessun problema, ragazzi, nessun problema. Andiamo a prenderci la cosa, la ninfia, e ci creiamo. Spaccate le gambe come al solito. Cioè io sono arrivato ora, cosa mi sono perso? Quasi niente fortunatamente, perché non ho fatto ancora quasi niente. Cioè ho parlato un po' di quello che devo fare, ma... Specificamente non abbiamo fatto niente. Comunque mi sa che rimango anche un po' di più in live oggi, anche perché ho notato che ci vuole davvero molto molto tempo per fare le cose oggi. E vorrei almeno esplorare sia questa parte sotto dei fondali, che sia ovviamente la parte della siepa. Quindi ok, questa ce la pigliamo. Quante ne servivano? Quante ne servivano? Due, ne servivano due. Vediamo un po' se riusciamo a trovare sotto gli altri ninfie. Vediamo qua sotto se ne abbiamo qualcuna. Sì, mi sa di aver intravisto qualcuna lì in fondo. Ma potrei... Ah, il mio zaino è tornato su, attenzione. Il mio zaino è tornato su, GG. GG, mi fa piacere. Mi fa piacere che fortunatamente abbiamo uno zaino che galleggia. E quindi GG. Ok, ne abbiamo due. Quindi adesso lei mi sta dicendo che io mi posso... craftare il tuberuolo per respirare di più sott'acqua. Perché se è così, qui cambia tutto, ragazzi. E non sto scherzando. Qui cambia tutto. No, ragazzi, oggi non farò nessuna live di FIFA. La farò domani e dopodomani, ragazzi. Ok, domani è giovedì. La live domani di FIFA si terrà dalle 5 meno 10 fino alle 6. Un'oretta basterà. E l'altra live, ragazzi. E l'altra live si terrà invece giovedì dalle 19 in poi. Proprio per andare proprio per andare ovviamente, ragazzi, a vedere un po' l'aggiornamento che aggiungeranno. Perché non so se lo sapete, ma loro aggiungeranno, la EA aggiungerà gli Ultimate, ragazzi, Fall Festival. Che è comunque una cosa veramente molto importante. Anche perché, minchia, non vedo l'ora di vedere quali saranno. Perché sono veramente molto 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 curioso. Vediamo un po' se riusciamo a farci. Sì, il tubo branchiale, sono veramente contento. Stiamo facendo degli enormi progressi. Andiamo a lasciare, ripeto, andiamo a lasciare anche qui, ragazzi, la nostra bella maschera di cucinella. Il problema, abbiamo questo da analizzare. Ripeto, il problema è che abbiamo un po' troppe cose. Dobbiamo buttare un po' di robette. Fortunatamente abbiamo solo, ma la maggior parte delle cose sono cose da mangiare, quindi GG. Però questo lo vorrei lasciare qua. Sì, ne avevamo due. Ne avevamo due di lanterne. Ah, eccola qua, ok. Ne avevamo due di lanterne. Questo se magna, questo se magna, questo se magna, questo se magna. Abbiamo troppe cose da mangiare, ho notato. Troppe cose da mangiare, va bene. Andiamo ad analizzare il tutto? Sì, la cosa che mi manca, ho notato, è il deltaplano. Quindi dobbiamo andare a buttare giù un paio. Ecco, il dente di leone è perfetto da andare a buttare. Quello là, perfettissimo. Anche perché si trova nella strada che ci serve tanto. Ma che palle, ma si trovano solo ma non si... Ma un afide? Due afidi non ci sono, scusatemi. Ah no? Niente afidi, ok, non ci vogliono far terminare la nostra missione. Ma porca di quella porca di quella porca. Ti ho visto, eh? Ti ho visto, eh? Ti ho visto, eh? Ok, ce ne manca solo una, ragazzi, eh? Ce ne manca solo una. Questa acquetta qua non mi dispiacerebbe pigliarla. Come non detto. Vabbè, ce la pigliamo alla vecchia maniera. E qua vediamo se riusciamo a saltellare. Volevi anche un po' troppo, caro Ace. Vabbè, uno ci prova, mai dire mai. Magari ce la fa a fare il salto della vita. È tutto a posto. Sì, scusa, ma ci sono solo 3 spettatori. Dai, ragazzi. Scusa, ma ci sono solo 3 spettatori. Dai, ragazzi. E che significa, Dave? Non sto capendo. Cioè, cosa significa?
giusto per capire che cosa ti cambia se ci sono 13 persone, 50, 100 o quante ne... No, non sto capendo. Corazze di squame di koi? What? Un'altra corazza ancora? Stai veramente scherzando? Scusami, Dev, non ho capito. Qual è il problema che ci sono 13 spettatori? Non ho capito. Cosa... Qual è il problema? Non ho capito. Cos'è? Non ti dà fastidio che ci sono poche persone? Cos'è? Reputi il fatto che la live non debba essere guardata perché ci sono solo 13 persone? Ma scusami un secondo, ti faccio una domanda, Dev. Magari ho capito male, però ovviamente ti faccio la domanda in base a quello che ho capito. Ma tu guardi le live in base alle persone che ci sono o guardi la live perché la vuoi guardare? Scusami. Giusto per capire. No, perché se guardi la live solo per guardare, io ti posso, cioè ti saluto anche qua, sinceramente, non per niente. Cioè, non capisco quale sia il problema che ci siano solo 13 persone. Cioè, sei qui per la live, sei qui per me o sei qui per le persone che sono in live, giusto per capire. Cioè, nulla contro di te, ovviamente, nulla contro di te, però, scusami, mi dà un po' fastidio questo modo di ragionare che a me sinceramente non piace. Poi ognuno la può pensare come vuole, ognuno la può pensare. Cioè, preferisco avere persone che mi vogliono seguire, che mi seguono qualsiasi spettatori ci siano, e non persone che mi seguono solamente per gli spettatori, caro Dave. Io te la butto lì. Vabbè. Vabbè, va. Vediamo un po', aspettiamo un po', vediamo un po' quanto manca per dormire. Io guardo la live perché il gioco mi piace e mi piace come lo porti. Esattamente, Dema, credo che sia esattamente così che bisognerebbe fare, e non... che uno deve venire in live per guardare live in base alle persone che ci sono. Cioè, chi se ne frega? Cioè, cos'è? La live diventa più bella se ci sono 1000 persone, 10.000 persone? Cioè, come funziona questo ragionamento da persone abbastanza ignoranti per quanto mi riguarda, ragazzi? Cioè, non ho capito. Io ormai, ragazzi, sto lavorando, ok? Quindi non ho bisogno di fare live di FIFA, non ho bisogno di fare live per vivere, per guadagnare soldi, ok? Quindi, diciamo che... E speriamo che si sia espresso male, ragazzi. Speriamo, io lo spero che si sia espresso male. Se non si è espresso male, mi dispiace, ma non la penso come la pensa lui. Cioè, trovo il suo commento, il suo modo di vedere questa cosa qua abbastanza brutto. Vabbè, stavo dicendo, comunque adesso io farò le live solo per divertimento, ragazzi. Quando vorrò fare live di FIFA, farò le live di FIFA. Quando farò le live di Grounded, farò le live di Grounded. Quando farò le live di qualsiasi altro gioco, farò le live di qualsiasi altro gioco. Perché, ripeto, non sto facendo le live per guadagnare. Poi, se questo canale cresce, ben venga, ragazzi, ben venga. Ma sinceramente, ora come ora, io sto a posto così, ragazzi. Ripeto, sto a posto così. Faccio le live perché sono un hobby, e non faccio le live perché voglio avere views o robe varie, capito? Spero sia chiaro il tutto. Dai che mancano 3 minuti e voglio andare sott'acqua. Dai, porco cane, che voglio vedere cosa si nasconde sott'acqua, perché secondo me è molto bello. È molto bello tutto ciò che c'è sott'acqua. Ma quando hai creato il canale? Questo canale qua l'ho creato 4 o 5 anni fa ormai, ragazzi, Quindi tantissimo tempo fa. Vediamo un po' se c'è la goccia di stasera. Manco per il cabo, perfettissimo, quindi nemmeno troverò qua. Ok, la cosa che mi dà un po' fastidio di questo gioco è che se non esce il sole... Se non esce il sole non puoi fare niente. È incredibile. Cioè, non puoi prendere acqua, non puoi fare niente. Vabbè, fa niente, nessun problema. Tanto con quell'acqua che ci rimane dovremmo riuscire, spero con tutto il cuore, a fare tutte le cose. La cosa che dovevo fare, pensandoci bene, era non bere l'acqua. Però lì ho visto una goccia. Quindi perfetto. Infatti non è un caso che il nostro dev se n'è andato veramente, perché ci sono solo 13 spettatori. Vabbè, scusatemi ragazzi, ma mi fa ridere questa cosa qua, mi fa veramente ridere, perché fa capire molto l'intelligenza e l'età delle persone che mi seguono per FIFA. E questa cosa qua è una cosa veramente molto preoccupante, ragazzi, Cioè, ovviamente non riguarda tutti, però la maggior parte delle persone che mi seguono per FIFA. C'è l'ultimo affide, let's go ragazzi, abbiamo finito anche l'ultimo affide, sono contentissimo. Che ne dite, ragazzi, di passare un secondo prima da Borgol? Direi proprio meglio. Mica mi ricordo il video dove sbloccavi Mata delle leghe. Quello è stato uno dei miei primi video su FIFA, Ah, comunque mi sono appena reso conto che ci sono le telecamere. Vabbè, GG.
Ok, ho notato che adesso mi lagga il laboratorio. Questa cosa qua mi dà veramente molto fastidio. Ah, dobbiamo fare il cuore di bug, è vero. Vabbè, fa niente, sti cavoli. Tanto dopo andremo alla siepe, lo creiamo là. Abbiamo qualcosa da analizzare? No. Che poi non capisco, vabbè, fa niente. Vediamo qua, vediamo qua. Ovviamente l'altro giorno, cioè ieri, mi sa, abbiamo fatto tante cose qua con i denti da latte. Ma oggi, vediamo un po' quanti abbiamo. 1600, sono veramente pochi. Hai qualcosa da farmi da fare? Acquitrino, costruisci segnavia presso Acquitrino dei Rospi. Acquitrino dei Rospi, mi sa che è qui. E mi sa che è da queste parti. Acquitrino dei Rospi è uno dei tanti luoghi perduti di questa terra. Secondo la leggenda, antichi esploratori ormai spacciati. Ok, sì, però quale antiquitrino dei Rospi? Oh, perfetto, trovo il chip di Burgle Boccia dei Pesce. Questa cosa qua la faremo oggi. Mentre questo qua, sinceramente, non so dove si trova. Vabbè, proviamo a prenderlo, proviamo ad accettarlo, vediamo un po' se lo riusciamo a trovare. Un grande, grazie mille, grazie mille. Comunque io mi ricordo in quarantena che, oddio, ho sbagliato posto. Mi ricordo in quarantena che mi hai fatto appassionare a FIFA. Grazie mille, mi fa molto piacere. Però mi piacerebbe anche farvi appassionare ad altri giochi e non solamente a FIFA, perché dopo una certa diventa anche un po', non dico una rottura di palle, però leggermente sì, giocare sempre allo stesso gioco. Però vabbè, magari ragiono io. Ma è già notte? O è mattina? No, mi sa che è mattina. Mi sa che è mattina. Ok. Allora. Andiamo a farci un bel tuffiato. Andiamo a fare un bel tuffiato. Secondo me, ripeto, secondo me, tipo il segnavia che devo creare, lo devo creare tipo da quelle parti là, ragazzi. Boh, non lo so, questa impressione. Oh, raga, vediamo quanto abbiamo di aria adesso. 80 secondi, ma so tantissimi, raga. Ma ho le pinne? Sì, ho le pinne, siamo veramente molto acquatici. Siamo veramente molto acquatici in questa, oggi in questa live. Vediamo un po' se è tipo qua il posto in cui, perché l'unica parte dei rospi che mi viene in mente è questa qua, ragazzi, trova, no, costruisce il segnavia presso Acquitrino dei Rospi. Oh, ragazzi, c'è la band, la piuma. E che fai, te ne privi? Lo sapete anche voi quanto è importante. Non è che magari devo creare sopra questi rami? Questo è un bel problema. Il fatto che non so, diciamo. No, mi serve. No, mi scusi, non andare in mezzo all'acqua. Non andare in mezzo all'acqua. Aspetta un secondo che ce l'ho, lascia. Aspetta un secondo che ce l'ho, lascia. Aspetta un secondo. Ok, vai. Dimmi che non vai sott'acqua. Porco cane, te pareva. Immaginavo. Ok, l'abbiamo presa. Magari è, bisogna. Dove si potrebbe creare il segnalino, ragazzi, qua? Dovrei fare una bella ricerca per capire dove farlo, sinceramente. Però voglio comunque controllare. Comunque 80 secondi di ossigeno è tantissimo, ragazzi, Cioè, non per niente, ma faremo veramente tante cose. Ma dite che magari qua sopra si può andare da qualche parte. Tipo magari salire da qui. Aspetta, fatemi vedere un po' una robetta. Aspetta. Attenzione. Momento. Guarda che belle scoperte che abbiamo fatto. Però posso immaginare che da qua non si salga, vero? No, troppo in pendenza. Vabbè, è anche giusto così. Però. Ma qual è il tuo gioco preferito? Ora come ora è questo qua il mio gioco preferito, se devo essere sincero. Voglio vedere se c'è un modo per andare di sopra, perché secondo me bisogna andare di sopra per mettere il segnavia. Non lo so, io la butto lì, ragazzi, la butto lì. Vediamo un po' se ce n'è altro di alto. Ovviamente devo saltare da qua, però, se no non me lo fa fare. Ecco, come non detto, devi saltare anche bene. Ace. Ok. Ci siamo. Secondo me da qua dovrei creare qualcosa. Perché mi fa arrivare solo qua. Mi fa arrivare. Minchia, peccato di pochissimo. Secondo me queste live meritano più spettacolo anche perché è un bel gioco. Lo so, raga, ma diciamo che quelli che giocano a FIFA sono difficili da spostare negli altri live, ragazzi. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza inutile. Beh, niente, comunque qui non si può, non si riesce. E la madonna mia, siamo arrivati in fondo non al tunnel, ma al lago. Non in fondo al tunnel, in fondo al tunnel nel del divertimento. Ok, no, porco cane. Ok, andiamo. Magari qui dentro il segnavia. Ma guarda, qui dentro il segnavia, direi proprio di no. Qui abbiamo qualcosa da analizzare, direi proprio di no.
Nessun segnavia è stato maltrattato in questo episodio. No, mi sa che non è qua. Secondo me lo si mette in uno di questi rametti. Non lo so. Ho questa impressione, ragazzi, perché il gioco tende a farti mettere i segnalini sempre nei punti alti. Quindi, boh, non lo so. La vera domanda è, però, riusciamo a salire sopra questi rametti? Sì. Vediamo un po'. Ma porca di quella. Ahia, mi sono fatto malissimo. Ok, là sopra non ho visto niente. Vediamo un po' se è tipo questo quello dove bisogna costruire. Direi proprio di no, ragazzi. Direi proprio di no. Cadiamo. Ok. Boh, non lo so, raga. Facciamo che ce ne freghiamo. Ok? Facciamo che ce ne freghiamo. Allora, abbiamo. Tu. Che cavolo mi ha visto? Non ho capito. Il ragno? Il ragno, porco qua. Porco cane. Vabbè, fa niente, tanto non è un problema. Allora, vediamo un po' dove andiamo. Abbiamo, ripeto, 80 secondi. Possiamo veramente divertirci tantissimo con 80 secondi, ragazzi. Possiamo veramente fare di tutto. Immaginate quanti secondi avremmo se tipo avessimo avuto il casco. Cioè, tantissimi secondo me. Allora, ci pigliamo qua l'orbetta. Ok, andiamo di sotto che siamo velocissimi. Numero 8 e numero 4. Per pigliare le ossa che ho trovato. Quello è un osso. Let's go, ragazzi. Si vede lontano un miglio che è un osso, ragazzi, eh. Si vede lontano un miglio. Prendiamoci anche la cozza qua, che però non mi serve a niente. Vediamo un po' se riusciamo a trovare altre ossa. Stiamo attenti, ovviamente. Guarda qua, che cavolo. No, è una cozza quella. Guarda. What the fuck? Cosa sto scoprendo, ragazzi? Vabbè, concentriamoci sull'osso. Così, sulle ossa. Così che possiamo, ovviamente, ragazzi, craftarci il robo da mettere in testa. Così che abbiamo molti, ripeto, molti più. Molto più ossigeno, così che possiamo esplorare tutte quante le profondità profondidose. Allora, a quanto pare siamo veramente sfortunati perché ne abbiamo trovato solo uno. Ora, mentre aspettiamo la nostra goccia, eccola qua. Vorrei tornare un secondo qua. Vabbè, qui ci fa vedere, sì, la corazza di squame, che è molto figa però, molto figa. Volevo andare a vedere un secondo cosa mi serve per l'ermo di bolla. Me ne servono 5 di ossa sommersa. 5 di ossa sommersa. Porco di quella porca. È veramente tanto. Sono veramente tante 5 ossa. Ma ce la faremo, ce la faremo. Allora, vediamo un po' cosa fare. Stiamo attenti, guardiamo giù. Squama, un altro osso. Prendiamolo subito. Per fortuna ho qui un altro osso, ragazzi. Dai, let's go. Vediamo se riusciamo a fare tutto in una botta. Me ne manco un altro soltanto, mi sa. Ma questo è un forziere. Ma what the fuck, ma questo è un forziere. Ragazzi, c'è l'ultimo osso. Ok, ragazzi, anche qui c'è un forziere che richiederà sicuramente una chiave. Ok, poi la troveremo. Ma che cavolo so ste cose. Ok, torniamo subito. Andiamo subito, ragazzi. Possiamo craftarlo. Il problema è che mi mancano 34 secondi. Arriverò lì? Secondo me sì. Insomma, quindi la live di FIFA la fai domani, ragazzi. La faccio domani. Dai. Torniamo. Per favore, non farci una bolla. Che lo so che lo fai apposta. Ora sì, fallo uscire. Dai, fallo uscire, ti prego, dai, gioco. Grazie, ok, possiamo andare sopra. Andiamo a craftarci, ragazzi, ovviamente, la cosa da mettere in testa, che sicuramente mi darà molto più ossigeno della cosa che ho in bocca, ragazzi. Quindi GG, sono veramente contento, ragazzi, GG. Stiamo riuscendo a fare tantissime cose. La cosa brutta è che stiamo tornando ogni volta indietro, lo so. Però non possiamo fare altrimenti, perché ci serve, come al solito, il banco da lavoro per creare. Quindi strisce di zostera ne dovremmo avere. Abbiamo 5 ossa sommersa e quindi sono contentissimo. Però aspettate un secondo. Prima di tornare, scusatemi, io vorrei vedere se riesco. Ah, mi servono altre ossa e altri pezzi di ragno. Vabbè, lo creiamo un po' più avanti. Facciamo che lo chiamo. No, quanto tempo che ricordi FIFA? Ti seguo tantissimo prima. Ciao Warfare, come stai? Io, diciamo che con FIFA adesso, FIFA lo porto sull'altro canale, sul canale dedicato a FIFA. Non so se lo sai questa cosa qua.
Mentre adesso sono tornato su questo canale per divertirmi, totalmente divertirmi al massimo. Cioè, non, magari se poi se vengono le views ben venga, ma ora mi voglio solamente divertire. Let's go. Allora, ovviamente, andando, tornando qua alla base, direi di farci ovviamente l'elmo là della bolla di non so che cosa. Ovviamente parlo di l'elmo bolla, si chiama proprio. Opla, let's go. Dovrebbe ovviamente darmi molto più modo di respirare del coso, giusto? Giusto? Confido in questa cosa qua, ragazzi. Vediamo un po' come siamo. Mamma mia, siamo veramente bellissimi. Siamo veramente bellissimi. Lasciamo ovviamente questo, che ormai non ci serve più, secondo me, anche perché dobbiamo spostare un po' di robette qua, eh. Siamo veramente pieni, siamo veramente pieni. Possiamo mangiare, sì, facciamo questo, mangiamo tutte queste cose qua. Mi serve anche un po' di acqua. Vediamo un po' se possiamo liberarci anche dalle cosette qua. Dove le ho lasciate? Dove le ho lasciate? Non mi ricordo dove le ho lasciate. Ma le ho lasciate da qualche parte? Vabbè, le lascio qua. Scusami, non le avevo lasciate da qualche parte? Le ho perse per caso? Vabbè, non mi ricordo più, non mi ricordo più. Non mi ricordo più, non mi ricordo più. Oh, ma questa qua sta per... ma questa è diventata ormai... No, questo è l'arrosto di pulce d'acqua. Ma lo posso già mangiare? Ah, l'avevo arrostita. L'avevo già arrostita. Va bene, va bene. L'avevo già arrostita. Siamo veramente pieni, pieni, pieni di cibo. In generale. Questo lo lascerei però e questo qua lo lascerei, perché non mi serve a niente. Andiamo a prendere l'acqua, ragazzi. Beviamo, ovviamente. Perché è meglio avere l'acqua quando si va in questi posti. Perché non so cosa me la potrebbe dare. Fortunatamente qui possiamo prendere le due gocce che ci mancano. Eccolo qua. Ok, let's go, let's go, let's go. Mi scusi signorina, si può togliere dal cappero, grazie. Che sono di fretta, cioè non per niente. Non dipende, sono di fretta. Speriamo. Cosa speriamo? No, no, sicuramente ragazzi. Se no non ci metterebbe così troppo tempo a farcelo craftare, Cioè, c'è già il fatto che ci vogliono risorse molto più, che bisogna, necessita di andare in profondità, già vorrà dire qualcosa secondo me, no? Che ne pensate? Vabbè, fatto sta che adesso è la volta buona che siamo maxati, credo, con le cose di mare. Vabbè, tranne prendendo il tridente, il pugnale, ma per il resto siamo maxati, veramente. Ma ripeto, tanto tanto maxati, vero? Abbiamo tutto. Abbiamo qualsiasi cosa per il mare, se non vado errato. No, la lampada frontale, vabbè no, vabbè, chi se ne frega. Abbiamo questo, poi, cos'altro qua? Magari c'è il busto per andare sott'acqua. Credo che sia la corazza, sinceramente. Ma non mi sembra di vedere altro, sinceramente. Quindi sì, dovremmo essere maxati per il laghetto. Quindi sono contentissimo, ragazzi, sono contentissimo. Sono contentissimo. Un attimo, un secondo che sto rispondendo alla mia ragazza. E direi di andare ufficialmente. Vediamo quanto abbiamo. 160 secondi. Regà, 160 secondi, lo sapete che sono tantissimi. Ma lo sapete che sono tantissimi 160 secondi, regà. Sono davvero troppi. Madonna mia. Va bene, possiamo fare di tutto con 160 secondi. Porca paletta, madonna mia. Vai, pigliamoci sta bella bollicina qua e andiamo, vai. Siamo belli pronti, siamo belli pronti. Ovviamente ci mettiamo la nostra bella paletta che dobbiamo pigliare tutto quello che vediamo a vista. Ma sono veramente curioso di vedere cosa contiene qua. Ma fatemi vedere un secondo, sì, io tolgo questo, sì, riusciamo a vedere tutto. Ma questo? Ma vabbè. Vabbè, ok, e chi l'aveva visto questo? E chi l'aveva visto? Beh, ci prendiamo questo. Cioè, ragazzi, possiamo fare di tutto e di più. Ripeto, abbiamo scoperto prima che c'è un forziere qua che si può aprire. Quindi sono veramente molto molto curioso di sapere ormai cosa c'è dentro lì. E direi di proseguire, ragazzi. Intanto abbiamo 125 secondi. Qui c'è un'altra cosa. Beh, io direi di concentrarci di più qui. Attenzione, attenzione che ci avviciniamo da qualche parte. Dimmi che però c'è un po' d'aria qui però, perché mi mancano 109 secondi, non per niente. No, mi sa che non possiamo avere aria da qua, vero? Ragazzi, questa cosa qua mi preoccupa. Allora, sto vedendo che ci sono degli interruttori, sembra. Ci sono degli interruttori. Ok, torniamo a breve, torniamo a breve. Allora, c'è un bel problema, ragazzi.
che si chiama ossigeno. Cioè, io capisco tutto quello che vuoi, però già finché arriviamo qua ci vuole tanto. Quindi direi di ritornare un secondo. Ritorniamo un secondo. Prendiamoci l'aria. Cioè, guardate quanti secondi ci vogliono per ritornare là. Mi dà fastidio che non ci sono pezzi d'aria qua. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema, questo è un bel problema. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Comunque potete vedere che comunque i secondi rimangono. Io ovviamente faccio questa cosa qua per sicurezza. Mi prendo tutto quanto al massimo e poi faccio una bella tirata fino in fondo. Ok, ragazzi? Vai, 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 Madonna mia, vai, Madonna mia. Dai, su. Dai, però. Oh, me la dai sta goccia? Oh. Ok, si corre, si corre, si corre come se non ci fosse un domani. Non so se si può diventare ancora più veloci sott'acqua. Boh, io non mi sento velocissimo, posso essere sincero. Non mi sento velocissimo però, non so voi, magari lo sono, ma non mi rendo conto. Boh, non lo so. Può essere, può essere, può essere, può essere. Fatto sta che voglio ovviamente ritornare, uscire da qua. Ah, ma questo mi sa che... Oh! Ma me lo potevi dire prima? Non ho capito. Ma me lo potevi dire prima? Sono andato ad intuito, ragazzi, eh. Sono andato ovviamente ad intuito. Vediamo un po' se possiamo utilizzare anche questo. No, questo è spento, porco cane. Però abbiamo 121 robette. Facciamo che le cagate sottoterra le prendiamo dopo, eh. Qui ce n'è un altro, però. Qui ce n'è un altro. Vediamo un po' se lo riusciamo a prendere. Whee! Bellissimo. Allora, qui che cos'è questo? Laboratorio. Mi sa che questa è una... Aspetta. Ah, questo è il laboratorio. L'entrata del laboratorio è chiusa. Quindi mi sa che dobbiamo trovare qualcosina, ragazzi. Ah, qua si può entrare. Qua si può entrare. Attenzione, qua si può entrare. Vediamo un po' se riusciamo a trovare un po' d'aria. Non lo so. Se riusciamo... Oh! Oh! Ok. Aspetta, mi sa che qua si può respirare. Oh! Let's go! Let's go, ragazzi! Ok. Calmi tutti, calmi tutti, calmi tutti. Aspetta un secondo, voglio vedere un po' cosa contiene qua sotto. Guarda quante robe, scheggia di quarzite. Questi che sono? Strisce di zostera. Vabbè no, bugia, lascio qua, la prendiamo dopo. Questo? Carne marcia. Quelli per fare le torce, tante torce. Ottimo. Ottimo, cuoio di bacca. Ma se tipo ne prendo tre adesso? Eh no, non me lo fa prendere, mannaggia. Vabbè, lo lascio qua. Lo lascio qua, lo lascio qua, lo lascio qua. Lo lascio qua, lascia pila, vediamo. La lascia? L'ha lasciata? Sì, l'ha lasciata qua. Ok, perfetto, abbiamo quarzite. Abbiamo un altro osso, perfetto. Allora, facciamo una cosa. No, no, niente, non facciamo niente. Questa che è? Pezzo di ragno palombaro. Oh, ma questo servirà tantissimo per crearci la... Il tridente, là, ragazzi, eh. Servirà tantissimo per crearci il tridente. Magari me li porto questi cosi qua. Ancora riusciamo a craftare qualcosa. Vabbè, andiamo sopra. Magari riusciamo a trovare un banco di lavoro. Che ne pensate? E anche una fiocina per pescare. Ok, poi quello si pensa. Allora, vediamo un po' cosa mi serve per creare il... Oh, il tridente o il coltello? Ma credo che mi va bene anche il coltello. Allora, per il tridente, sinceramente, mi manca solamente la corda di seta. Che mi sa che sta qua sotto, aspetta un secondo. Mi sa che sta qua sotto la corda di seta, aspettate un secondo. Dimmi che sta qua sotto. Corda di seta! Corda di seta! Ragazzi! 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 Lo posso creare, però mi manca il banco da lavoro. Mi manca il banco da lavoro. Mi manca il banco da lavoro, ragazzi. Il banco da lavoro. Ma quindi posso farmi anche... posso farmi anche il pugnale d'osso. Ditemi che c'è un banco da lavoro da queste parti, vi prego. Cos'è qua? Controllo della rete elettrica, batteria d'emergenza. Errore, ripristino interruttori. Lo sapevo che erano degli interruttori. Quindi mandare ad appicciare gli interruttori. Per fare. Oh, una cartella. La diagnostica iniziale indica che i sistemi funzionano ed è tutto pronto per iniziare la fase di sperimentazione su campioni viventi dei cavolini di Bruxelles. Usando il sistema automatico idroponico e microponico di Aquacol. Ok, chiamo. Ok. Quindi mi sa che facevano gli esperimenti sui cavolini di Bruxelles. Ok. Come per appunto vedere, qua ci sono le solite batterie che utilizzavano. Bellissimo. Quindi qua non possiamo. Quindi andare ad accendere gli interruttori, da quello che ho capito. Però vediamo un po' qua cosa contiene. Ovviamente. Ecco, te parevo. Lo sapevo che dovevo mettere l'arco in mano. Lo sapevo. Me l'aspettavo che c'era qualcuno ad aspettarmi, devo essere sincero. Me l'aspettavo. Vabbè.
Pigliamoci questo qua, che sinceramente è molto 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 meglio. Quindi pam pam. Ok, l'abbiamo ucciso. Mi dia i miei punti science. Ma qui cambia tutto, signori. Ma qui cambia tutto. Ci possiamo fare il tridente della Madeleine. Il tridente della Madeleine. Allora, da quello che vedo, secondo me il tridente è la cosa migliore da fare, ragazzi. Madonna mia, guardate quanto soffaigo. Sono diventato appena diventato non so cosa. Ah, ok, qui abbiamo anche questo. Allora, mi scusi, mi dia queste cose qua. No, non voglio che dorma. E c'è anche un altro robetto. Nessun cambiamento la settimana scorsa. Stamattina mi sono svegliato di soprassalto, sudato, ricordando l'energia frenetica degli spot pubblicitari sul fitness che andavano in onda prima dei cartoni animati del sabato mattina. Vabbè, questo robetto che sinceramente mi interessa ben poco. Io direi di salvare qui, ragazzi, se moriamo. Che ne pensate? Direi che sia la miglior cosa. Dormire non possiamo dormire perché non è notte. Qui possiamo crearci qualsiasi cosa vogliamo e sono contentissimo. Sono contentissimo. Qui possiamo fare il segnavia galleggiante. What the fuck? Lanterna di lucciola da appendere. Che figo. Testa di lucciola su picca. Abbiamo anche la lucciola impagliata. Va bene. Sono contento. Sono contento e dovrei anche bere un po' d'acqua però. Ok. Allora io però per non avere problemi di cose facciamo questo. E qui ci metterei per l'appunto il cibo, perfetto. Ok, direi che possiamo tranquillamente. Abbiamo tutto, ragazzi. Abbiamo tutto, abbiamo luce, abbiamo tutto. Quindi dobbiamo tornare fuori con tutto l'ossigeno che abbiamo. Quindi sono contentissimo. E dobbiamo andare a accendere l'interruttore, ragazzi. Tipo questo qua mi sa che è un interruttore. Vediamo se ce ne sono altri qua. Madonna mia che figo però tutto ciò, ragazzi. Posso dire che è veramente figo sott'acqua. Qui c'è un altro. Aspetta, questo qua è un altro. È un altro robo. Vediamo un po' qua dietro cosa c'è. Qua sotto si può andare da qualche parte. Guarda te che ci sono pure. What the fuck, cosa c'è qua? Te pareva c'è il ragno. Vediamo un po' come funziona il nostro. La madonna mia, ma è fortissimo. La madonna mia, ragazzi, ma è fortissimo il tridente. Lo chiamavano il tridente della V. Il tridente della V. Guarda qua che madonna mia, ma è potentissimo. Mi si sta buggando un po' tutto quanto. Però fighissimo. Il tridente direi che è veramente un'ottima arma. Ok. E cosa mi fa fare? Mi ha fatto venire qua per fare che? Ah no, continua, ok, continua. Ok, vediamo un po' dove ci porta, ragazzi. Tanto comunque abbiamo... Dove cavolo siamo? Oh, qui c'è un po' di ossigeno. E anche un bel po' di ragnetti, sinceramente. Salve ragnetti, come state? Spero veramente tutto bene. Ok, va bene. Ovviamente ci devono fare le cose difficili. Porco cane, mi stanno facendo male, ragazzi. Mi stanno facendo male. Numero 8, magna e ripristina tutto. Ok. Un altro è andato. Vediamo un altro. Eccolo qua. Ok, anche questo è andato. Voglio prendere un po' di aria, sinceramente. Eccola qua. Ok, prendiamo anche questo. Posso dire che è bellissimo fightare sott'acqua? Bellissimo. È bellissimo. Ok. Possiamo continuare. Abbiamo finito tutto. Ok. La chiave! La chiave per il forziere abbiamo trovato. Cosa? Ah, ok. Ho sbloccato la chiave. Ma che figata! Non c'è altro? Non c'è altro. C'è solo la chiave. Cioè, come se fosse una cosa da poco, no? C'è solo la chiave. Magari c'è uno scab. Qualche cosa. Bellissimo. Abbiamo già trovato la chiave. Così a caso. Spettacolo. Prendiamo un'altra goccia e torniamo indietro. Spettacolo. Magniamo anche nel frattempo. Bellissimo. Per creare il pugnale senza tavolo, Ace. Ah, era vero, è vero, è vero. Vabbè, io volevo, ragazzi, il tridente, sinceramente. Ok, continuiamo, ragazzi. Torniamo indietro. Oppure mettiamo pausa un secondo. Non dovrebbe scendere. Vediamo. E se mi consigli un film d'azione? Ce ne sono tantissimi. Tipo c'è Fast and Furious 8, quello dove c'è The Rock e l'altro robetto pelato.
Ci sono tantissime altre cose, quindi bisognerebbe vedere, bisognerebbe vedere. C'è anche Fast and Furious 9 che è uscito da poco, ma ce ne sono tanti di film d'azione. Uno che ho visto tipo da poco, non so se avete visto Shang-Chi, ve lo consiglio di vedere. Lo trovate tranquillamente. Che altro vi consiglio? Che altro film vi potrei consigliare? Vin Diesel. Non è Vin Diesel, ragazzi. Oh, con il film, lo spin-off di Fast and Furious, non c'è Vin Diesel, ragazzi. C'è solamente The Rock e l'altro pelato, che non è Vin Diesel. Mi raccomando, perché il pegnale, su se una saga di tre film, Labirinto. Ah, oppure Maze Runner, esatto. Esatto. Consiglio anche Maze Runner, molto molto bello. Che è una trilogia. Oppure ti consiglierei, sai cosa? Ti consigli tipo Divergente o Insurgente, una cosa del genere. È molto molto figo. Da qua secondo me mi si è rotta la lampada. Mi si sono rotte le lampade. Mi si sono rotte le lampade. Ok, allora torniamo sopra e andiamo a prendere che c'era un'altra lampada. Minchia, queste lampade terminano un po' troppo in fretta. Posso dire che non mi va bene? Terminano un po' troppo in fretta queste lampade. Porca di quella porca. Vabbè, per fortuna ne possiamo creare tantissime. Spero con tutto il cuore. Però qui comunque ce n'è una che possiamo prendere. Ok. Però poi ci sono anche queste cose qua che possiamo creare. Aspetta, vediamo un po'. Andiamo qua così che almeno possiamo respirare. Ok, vediamo. Allora, andiamo di qui. Possiamo crearci, sì, la torcia melmosa. E che andrei a creare sinceramente almeno una. Così che abbiamo. Come inventario pieno, mi scusi. Ma come inventario pieno? Vabbè, abbiamo fame, sì, possiamo mangiare un qualcosino, ci mangiamo un paio di funghetti. E che fai? Te ne privi? Lasciamo questo qua in pila. No, minchia, la carne si è. Vabbè, dai, e la buttiamo, e la buttiamo. E la buttiamo, e la buttiamo, e la buttiamo. Allora, ci prendiamo quello, tutto quello che è nostro e andiamo. Let's go. Si vola. Ah, non è vero, la devo mettere qua, però. Ecco qua, la devo mettere qua. Let's go. Ah sì, ho capito, quello pelato. Ma non mi ricordo il nome, manco io mi ricordo il nome. Ma è molto bravo come attore, mi piace veramente tanto. Ha fatto tipo i film, quelli The Transporter, mi sa, se non vado errato. Allora, ragazzi, senza indugi e segugi, io direi di andare lì, perché quello secondo me mi dà di pulsante, mi dà di primo interruttore. Non so voi, ma a me dà di primo interruttore. Vediamo, magari mi potrei sbagliare. Mi potrei sbagliare, ma secondo me no, è un interruttore. Ma qui? Oh, da qui siede sopra. Ok, però non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo poco, poco cosa. Prendiamo sta cosetta qua che magari andiamo belli belli prepotenti in avanti. Wii! Magari da qui, magari ci sposta qui per un motivo? Può essere? Vediamo. Ovviamente, poco scontato questo gioco. Vabbè, ci manca solo l'ultimo, ragazzi. Due ragni, perfettissimo. Cosa voler di più della vita? Seguiamo questi cosi qua, ragazzi, che secondo me ci portano da qualche parte. Qui possiamo entrare nel frattempo, ragazzi, a quello che per l'appunto potete vedere. No, 7 era, scusami. Secondo me l'altro interruttore è in culo al mondo, ragazzi. Non lo so, ve la butto lì. Secondo me è in culo al mondo. Ve la butto lì, ve la butto. Non so perché, qui c'è un altro bel ragnetto. Secondo me si trova qui in fondo da ste parti, raga. Non lo so, proprio me la. Cos'è questo? No, questo non è un interruttore. Ma questo è un accesso. È un accesso, mi sa. Oh, altri punti science. Occhio che abbiamo 60 secondi, Ace. Occhio che abbiamo 60 secondi. Infatti direi di tornare indietro. Direi di tornare assolutamente indietro. Abbiamo solo 60 secondi. Porca di quella porca. Porca di quella porca. Allora, secondo me il terzo pulsante è da queste parti qua dietro, eh. Devo guardare per benino. Perché secondo me dobbiamo seguire. Oppure qui? Non lo so. È questo per caso? No, questo è pure chiuso. Abbiamo 40 secondi. Muoviamoci, ma tanto ce la facciamo. Non lo so. Manca il terzo pulsante, ragazzi. Ma lo troveremo, lo troveremo. E conosci il Root Mysterio? Che cavolo è Root Mysterio? Non conosco Rey Mysterio, che è diverso. Ma non Root Mysterio, sinceramente. Sinceramente. Allora, ci pigliamo un po' d'aria. Let's go. Ovviamente beviamo, ragazzi, perché più beviamo e più, ovviamente, ragazzi. Più beviamo, ovviamente, più abbiamo della stamina da utilizzare. E se segui i cavi per trovare l'interruttore. Quali sarebbero i cavi? Quali sarebbero i cavi, Matteo, però? Quali sarebbero i cavi? Ah, quei cavi là? Ah, sì, sono questi cavi qua. Hai pienamente ragione. Hai pienamente ragione. Quindi dovrebbe essere questo il cavo. Dovrebbe essere questo il cavetto, giusto?
Sì, esatto. Guarda, 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 guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo, guardalo. L'ho detto. Sì, ma ora? Dove è andato a finire il cavetto? Va a finire di sotto il cavetto. Com'è possibile? Va a finire di sotto il cavetto. Ah, ok. Era più facile di quanto. Ok, era molto più facile di quanto si pensasse. Sta all'interno del robetto qua. Si può entrare da qua? Sì, perfetto. Ok, era molto più facile, ragazzi. Meno male. Meno male che mi hai dato questo bel consiglio, Matteo. Grazie mille, broderigno. Allora, di qui. No, 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 no. Mi scusi, si può fermare, grazie. Non voglio tornare indietro, grazie. Allora, andiamo di qua. Abbiamo 92 secondi. Muoviamoci, Ace. Veniamo ad esplorare più tardi. Non è da qui che dobbiamo andare. Quello è uno scrub. Quello è uno scab. Quello è uno scab. Ecco, l'abbiamo trovato. Però non è qui che dobbiamo andare, ma è qui. Attiva. Corri. Corri, Ace. Corri, 6,76 secondi. Perché sono tanti, dai, sono tanti. Sono tanti, sono tanti, sono tanti. Mi corra, grazie. Mi corra. Lei mi spinga, grazie. Grazie, grazie. E la Madonna mi ha buttato fuori tantissimo. Ok, possiamo tornare là dentro? Mi si è rotto di nuovo, minchia, non dura un cappero la cosa, ragazzi. Non dura un cappero. Porco cane, la lanterna. Faccio prima a farmi le lanterne piccole. Porco di quella porca. Ma vabbè, piccoli dettagli. No, Cleary, non farò FIFA, non farò FIFA oggi. FIFA la faccio domani. FIFA la faccio domani. Oddio, non sente niente. Ok, eccoci qua, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. Perfettissimo, perfettissimo. Quindi dovremmo poter fare questa cosa qui. Potenza gestita da remoto, controllo della rete elettrica. Ok, ora funziona. Quindi cosa bisognerebbe fare? Allora, qui cos'è che c'era? Ah, qui non si può andare. Questo quindi non è da qui che si può accedere, a quello che vedo. Possiamo dormire? Che fai? Che te ne privi? Te ne privi? Potevo anche non farlo, ragazzi, perché adesso mi tocca bere. Mannaggia a me, mannaggia. Bere e anche mangiare più che altro. Ok, mangiamoci questo che sta per terminare. Mangiamoci un po' di alghette, che sono veramente comode. Non danno una minchia di vita, ma sono comode. Ok, e direi che possiamo. Ok, mi sa che forse ho capito dove dobbiamo andare, ragazzi. Forse ho capito dove dobbiamo andare. Mi sa che dobbiamo andare in quella parte là dove abbiamo visto che sopra c'era tipo. Ah, pure qua è chiusa. Forse ho capito dove dobbiamo andare. Ti ho aperto l'entrata in alto. Esattamente, Matteo. Proprio di quell'entrata là stavo parlando. Secondo me mi ha aperto l'entrata in alto, che dovrebbe essere questa qua, giusto? Giustissimo, giustissimo. Oppela, oppela. Ma no, ma che mi fa? Mi chiude? Esplori il laboratorio sommerso. Va bene, qui clicchiamo, possiamo entrare. Ah, questa là, ah, ecco, ci trovavamo proprio a fianco, ci trovavamo. Perfetto, 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 perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a trovare delle robette. Qua ci sono state esplosioni. Ok, l'unica porta che possiamo accedere è questa. Quindi direi di andare. Puntizio Science. Vediamo un po' qua dove si va. Ah, porta chiusa. Come non detto, ovviamente. E allora andiamo in fondo. Vediamo un po'. Sicuramente troveremo dei robot. Vediamo. Ma che chiama? Veramente facevano gli esperimenti sui cavoli di Bruxelles? Ma state scherzando. Giorno 36, l'amplificazione della muscolatura. Muscolatura dei cavolini sta andando a meraviglia. Insegnare alla generazione 4 il ritmo della carne in un modo. Ma che cazzo! I cavolini di Bruxelles super densi. I cavolini di Muscle Cell. Muscle Cells. Vabbè, dopo questa direi che posso anche lasciar stare tutto ciò. Ma brutta battuta. Brutta battuta, giuoco. No, ma veramente facevano gli esperimenti sui cavollini di Bruxelles. Ragazzi, guardate, volevano fare gli esperimenti. Volevano. Li chiamavano Plumped Up. Guarda, li volevano. Vabbè, io non ho parole. Ma che cavolo si. Ma che cosa si sono pippati quelli che hanno creato questo gioco? Che cosa si sono pippati? Ah, immagino che ovviamente devo attivare quel coso là. E qui c'è anche una cassetta. Ok, ovviamente credo che per arrivare da lì devo andare da qua sotto, vero? Vero, giochio? Vero, mi sa che non è questa la lanterna. Mi sa che è questa la lanterna, vero? Vediamo. Ok. Questa qua il problema è che termina subito. No, aspetta, stai calmo. Allora, numero cosa? Numero 5. Perfetto. Allora, possiamo andare in basso. Qui non c'è niente da prendere, vero? No, andiamo in basso. Muoviamoci, Ace, muoviti.
Dove si va? Da qui. Fa veramente poca luce sta cosa, però, eh. Ok, mi sa che adesso devo andare. Oh, porca di quella porca. Salve, buongiorno. Allora, vediamo qua sotto cosa c'è. Ah, qui c'è argilla che ci fa andare a prendere lo scrub, ok. Posso anche farlo, ragazzi. Posso anche scavare, però. Vediamo un po'. Vediamo un po' se lo facciamo. Vediamo un po'. Tanto possiamo tornare indietro, non è un problema. Ok, pia lo scrub. Perfettissimo. L'argilla la lasciamo e andiamo di sopra. Ok, fai? Te ne scappi? Amichetto mio, che fai? Te ne scappi? Ecco, è già finita la cosa. Porca di quella porca. Dove sono, ragazzi? Non vedo niente. Dimmi che posso creare un'altra di questa qua. Oh, yes. Dove minchia sono? Sono ancora qui. Ok. Dovrei proseguire da qua. Muoviamoci perché non so quante ne posso ancora creare. Oh, perfetto. Spegnila. Perfettissimo. Ah, siamo arrivati qua. Ok, si tratta di sistema di laboratorio. Ovviamente. Modalità automatica biocupola. Ripristina terminale bioma. Ok. Qua. Oh, si sente adesso qua della Wendell. Ok, figo, 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 figo. My genius is recognized. My omnipotent minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. Ma che cacchio? But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this Ma instance, porca di and I quella will porca, have mi the sono cagato last laugh. addosso. Once Ahmed sees what I've accomplished here, I'll prove that their many years of investment Ma in me was porca di not quella a porca, mi ha mistake. fatto malissimo. How it will feel to have Ah, ma so them più di watch me uno. in my moment of triumph. This is what I've been working toward my entire career. Recognition at last. Ah, ma c'è quello grosso. No, ragazzi, di nuovo quello grosso. State scherzando. No, ah, ma è più debole questa volta. Meno male. Ah, no, ma è uno di loro, eh. Ok, è uno di loro, ok, perfetto. Ok, qui ci troviamo dove stavamo. Ah, ma si può andare in acqua. Io che cazzo ne sapevo, mi scusi. Ah, ma qui è dove stavamo prima. Perché fa così? Oh, ma questa prima non era aperta. No, si è chiusa di nuovo. Eh no, ma mi devi aprire, porco cane. Va bene, va bene, va bene. Ma questa prima era chiusa, vero? Che cavolo è qua? Ah, forse venivano da qua dentro. Per la sbloccati sono usciti. Può essere, può essere, può essere. Allora, noi siamo venuti da qua. Ok. Ma quella porta là prima era aperta? Questa porta qua prima era aperta? Mi sa di no, vediamo. No, non era aperta. Ok, questo è veramente comodo. No, no, non era aperta. Ok, vabbè, sì, non serve usare le frecce, dai. Pam, pam. Ok, e uno è andato. Recuperiamo l'energia e facciamo anche l'altro. Pam, pam, ok. Sì, facciamo altri esperimenti qua. Ok, qui abbiamo altre cose. Oh, aspetta, vediamo l'osso, vediamo l'osso. Vabbè, cose che già sappiamo. Però ci danno comunque dei punti scienza in più. Ah, ma qui siamo nella cupola. Quella cupola che stava parlando. Che mi sa che era quella cupola che abbiamo visto di sotto, ragazzi. Ci sono dei mal. Ma questa è un'arma? Ma questa è una mitragliatrice o sembra, ragazzi? Ma che ci sono pure le armi qua in sto gioco? Non credo, dai. Domani che farai su FIFA? Domani proverò. Un altro coso. Giorno 7, vabbè, non mi interessa niente. Domani proverò. Noi ci troviamo qua adesso. Guardate, noi ci troviamo qua. Qui c'è l'anello. Ok. C'entra qualcosa. Boh, no, 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 non capire io queste cose. Non capire. Qua ci sono dei tasti che non si possono cliccare. Sto dicendo, domani andrò a provare, mi sa, Shakiri. Mi sa che proverò Shakiri. Ok, qua non c'è da fare niente, mi sa che devo andare sopra. Salve, buongiorno. Qui c'è un'altra cosa a terra. Giorno 91, vabbè. Accendiamo le luci. What?
Ma... ma che staglia di gioco? Ma veramente? Ma che è la Ora non vorrei che tipo questi servissero qualcosa però, ragazzi, dato che sono collegati a dei fili. Ma guarda quanti me ne sta dando. Ma guarda quanti me ne ha dati. Ma cosa se ne fa? Ah, questi sono quelli che avevamo prima, che avevamo già trovato, vi ricordate? L'abbiamo già trovato. Dopo vado a aprire le forziere, assolutamente sì, Dark, assolutamente sì. Ok, ma quindi c'è altro, minchia, mi finiscono subito le torce, porca di quella porca, però. E adesso mi mancano i cosi, quindi non possiamo più creare luce, ragazzi, questo è un bel problema. Non possiamo più creare... Vabbè, non ci sono... Non c'è nient'altro, no? C'è solo questo. Oh! Il chip burglaghetto! Let's go! Oddio! Ominent Doors, versione 3.1. What? Che figata! E c'è anche la musichetta. E c'è anche la musichetta, ragazzi. Oddio, c'è un ragno fuori. Oddio, che paura. Che figata, ragazzi. Quindi questa qui era la parte che stava sotto il laghetto. Che figata. Porco che mi rompo le ossa. Ok, meno male. Ma scusatemi un secondo. Ma quest'altro chip qua? Come facciamo? Ah, volete sapere dove sta questo chip? Io lo so già dove sta il chip. Ma l'anello a cosa serve? Forse è una cosa così. Laboratorio del laghetto. Dove stiamo noi adesso? Punto di generazione, rigenerazione. Aspetta, scusami, questa cosa qua, laboratorio nel laghetto, ok. Io so dove sta questo chip mancante, ragazzi, io lo so. Non ve lo dico, ma lo so, ragazzi. Provate a indovinare anche voi dove sta il chip, quello chip là. È in una cosa che voi mi avete detto prima, che devo aprire. Oh, ma questo? Minchia! Ma meno male che trovo... Ma tutte queste cose qua, ma scusatemi. Nel baule, esatto, Matteo, esatto. Sta proprio nel baule. Proprio immaginavo. Scusate, ma cosa serve tutte queste cose qua? Pesce persico, modalità diurna, si attiva. Ah, ma quindi noi con tutte queste cose qua possiamo cambiare l'inventario. Guarda quanto è più bello. Guarda, anche il colore delle cose. Ah, che figo. Ma serve solo a questo per cambiare il colore e basta? Formazione AV, scab, the said scab, neomalva, spremuta d'insetto, superiore, bellissimo questo. Wow, che figata questo. Abbiamo il superiore, abbiamo baseball, che è questa qua. Guarda che figo, guarda che figo. Ma serve solo per questo? Sì, nel forziere, bravissimi ragazzi, nel forziere. Problema aziendale, mio, questo mi piace molto di più. Bellissimo questo grigio. Ok, ci teniamo il grigio, mi piace molto di più. Allora, adesso che si fa? Si esce via, da qua siamo già venuti. Quella porta là, dove ci porta? Aspetta. Credo non siamo andati qua, però. Ah no, mi sa che noi siamo venuti da qua. Credo, eh. Ah no, questa è un'altra... Ah, questa è un'altra cosa ancora. Ok. Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, log 88.07.01. Ah, qui si va in altre parti, aspetta. Ah, qui mi sa che si esce... Ah, questa si è aperta, porteo del laghetto, ok, vi ricordate? Ah, ok. Figo, ma quello è un altro portello? Oh, punti science. Questo è un altro portello? Eh sì, perché qui c'è un altro... E questo? Cos'è questo? Allora, ci deve essere un modo per entrare qui dentro, secondo me. Porco cane, sti ragni del cappero. Non c'è un modo per entrare lì dentro? Lo devo trovare, ragazzi, lo devo trovare. Rientriamo dentro, facciamo che rientriamo dentro. Perché c'è ancora altro da esplorare, secondo me. C'è ancora altro da esplorare. Andiamo dentro. Vediamo un po'. Secondo me c'è ancora altro da esplorare, vediamo. Perché sennò non ha senso. Porco di quel porco. Sì, aspetta. Ok. Questa non... Cos'è? Che sta facendo? Può correre praticamente il meccanico. Il problema da poco, ve lo assicuro, un momento. Posso rimetterlo a posto. Quindi c'è qualcosa che è andato a male. Quindi c'è qualcosa che è andata male, ragazzi, pensandoci bene. Ma questo qua che cavolo è? Allora, c'è quell'altra parte del coso che secondo me devo raggiungere. Ci sarà un modo per entrarci?
No? Che ne pensate? Ma qui sotto si può andare? Si può andare, si può andare, si può andare. Ok, quindi qua si va qua sotto. Che non mi dispiace, ma non è qui che voglio venire. No, mi sa che non si può accedere da qua. Mi sa che si accede da qualche altra parte, mi sa lì. In quell'altro laboratorio. No, da qua siamo venuti, da qua siamo venuti. Boh, non lo so. Secondo me c'è un modo per andare in quel laboratorio. Magari da qui che era la porta era chiusa. Aspetta, vi ricordate? Oh, altri materiali. No, ci ha ricollegato a questo qua. Ok. Ci ha ricollegato a questo qua. Ok, ok, ok. Quindi da qua possiamo tornare di là. Va benissimo, va benissimo. Mi serve sapere come fare ad arrivare di là, ragazzi. Allora, vediamo da qui per caso. Nope. Ci sarà un modo per andare da quell'altro lato. Mi sa che da qui forse. Aspetta che... Ah, mi sa che da qua non siamo andati. No, invece mi sa proprio di sì. No, invece di sì. Ok. Non ci sono altre porte. Nope. Ok. Qui mi serve la luce. Non ce l'ho. Ci deve essere un modo per arrivare in quell'altra parte là, ragazzi, eh? Che ne pensate? Secondo me un altro modo ci sarà. Se no, che senso ha? Scusatemi. Forse da qui? No, qui siamo ritornati di nuovo qua. Boh, non lo so. Posso essere sincero? Non lo so. Vabbè. Fatto sta che noi dobbiamo andare qua sotto. Innanzitutto vorrei recuperare più ossa possibile, quindi... pigliamo tutto quello che possiamo prendere perché ci servirà tantissimo. Credo per riparare il nostro robetto. Qui c'è un'altra ossa. Che palle. I ragnetti di sto cappero che mi vengono a dar fastidio. Qua cosa cavolo c'è? Oh, un altro scrub, ok. Qui non riesco a vedere niente. Se c'è roba da prendere. Mannaggia la pazza, questo dovrebbe essere un altro osso. Oh, yes. Devo trovare il modo di accedere anche a quell'altra cosa. Magari aprendo il forziere potremmo accedere di là. Allora, aspetta, però io, da quello che mi ricordo, se mi ricordo bene... Ah, ma da lì si va anche da un'altra parte. Aspetta, 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 da lì si va anche da un'altra parte. Accendiamo qua. Ci pigliamo le nostre belle torcette. Ci facciamo le torce, tante torce. E vediamo un po' cosa fare, vediamo un po' cosa fare. Vediamo un po' cosa fare. Orri, ok, eccoci qua. Dovrebbero stare qui sotto. Ecco qua. Prendiamone tantissime, il più che possiamo. Aha! Guarda come l'ha fatta. Eh no, ma questo non ci serve a niente, mi sa. Oh, guarda quanta cina di ninfia. Wow. Striscia di zona. Ma non ci sono le cose che mi serve per fare le... Scusami, ma mi hai dato le cose, ma non mi hai dato il resto che mi serve per fare le torce. Cioè, quindi, scusami, c'è qualche problema secondo me allora. C'è qualche problema. Cioè, mi ha dato questa qua, la fibra vegetale. Guarda, ne posso fare solo una. Questo è un problema. Questo è un problema. Allora, questo innanzitutto non servono a niente, le devo rilasciare. Quindi via e via. Oh no, aspetta, invece no, forse mi sto sbagliando. Aspetta, aspetta, aspetta. No, queste qua invece, queste... Ah, ma c'ho due torce. Ah, ok, c'ho due torce, c'ho due torce, c'ho due torce. Perfetto. Quindi, vabbè, queste due non mi servono, le lasciamo. Chi se ne frega. Abbiamo fame? Sì, abbiamo fame. Quindi direi di mangiare i due funghetti. Direi di mangiare anche... le alghe, incominciare a mangiare le alghe. Vabbè, siamo maxati, quindi non serve a niente. Ok, 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 ok. Il problema è che manca la cosa. E la sete è il problema qua, più che altro. Ma queste qua si possono mangiare? La cia di ninfia? Non credo. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Prendiamo il nostro bel cosetto qua. E andiamo dall'altro lato, perché secondo me dall'altro lato si accede da qualche parte. Sono convintissimo. Tipo da ste parti qua, raga. Secondo me si accede da qualche parte, per forza. Ma GG, sei ancora in live? Certo, OnLeagle. Certo che sono ancora in live. Anche se sono già le 7:30, lo so, lo so. Il problema è che dovrei giocare a FIFA, finire e terminare l'evento. Qui accendiamo la torcia, ragazzi. Anche se non si vede una minchia. Ok. Lì c'è della luce, che non capisco il motivo. Attenzione che accediamo a qualche parte, sembra. Ovviamente ci sono i ragni pure qua. Ciao ragno, ciao ragno, ciao ragno, ciao ragno. Questa parte qua, che cavolo è? Dove ci porta? Che cavolo? Minchia, non illumina niente questa parte qua.
Dove cavolo ci porta questa parte qua? Avrà un senso almeno? Secondo me sì. Andiamo, vediamo. Forse ci fa tornare alla parte del laghetto. Accesso alle profondità. Ah, ok. Ah, ok. Ci troviamo. Ah, ci troviamo in un'altra parte del laghetto, a quanto vedo. Ok. Quindi ci sono molti più accessi al laghetto. Ok. Figo, figo, figo. Però non abbiamo ancora trovato quell'altra parte lì, ragazzi, c'è da dire questo. Non abbiamo ancora trovato l'accesso all'altro laboratorio, questo è un bel problema. Vabbè, nel caso fai le cose di FIFA con noi ora. No, perché non posso collegarmi. Aspetta che qui. Ah, ok, no. Lì c'è. Oh, c'è un dente. C'è un dente, ragazzi. C'è un dente, c'è un dente, c'è un dente. Let's go. Qui c'è un dente. Oh, yes. Qui c'è un dente, ragazzi. Come faccio a prenderlo? Scusami. Forse da qui. Ah, ok. Vediamo se. Ah, ma questo qua nemmeno lo può rompere. A quanto pare niente. È incredibile. Devo crearmi per forza il coso di secondo livello, ma ovviamente ci manca dalla corda di seta del pezzo di ragno palombaro. Ragno, vieni qua, vieni. Ragno, vieni qua, vieni. Altri punti science. Mi scusi, io lo voglio attaccare, lei se ne scappa, non ho capito. Venga qua, venga. Ok. Perfetto. Mi dia le sue parti, grazie, perfetto. Ok, andiamo da qui. Io mi devo curare però, ragazzi. Numero 8. Ok, lo possiamo creare? No, perché mi manca la corda di seta. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo ad accedere a un'altra parte della mappa, ragazzi. Vabbè, si potrà accedere da qualche parte a quel laboratorio, no? Che ne pensate? Che poi da qui non abbiamo ancora visto tutto. Tipo, questo cos'è? Niente, pietra, pietra normale. Pietra normale. Qua invece cosa c'è? Magari ci sono altri punti. Science, ok. Qua sotto non sembra esserci niente. Aspettiamo un po' la bolla. Quello è un accesso? Non credo. Eccola qua, andiamo. Allora. No, da qua non c'è nessun accesso. Questo è l'accesso di prima, se non vado errato. Sì. Giusto, è l'accesso di prima, sì. Però non c'è niente che mi collega invece però all'altro lato. Questa cosa qua mi preoccupa tanto. Comunque dobbiamo tornare sotto e andare a prendere la seta, ragazzi. Che palle. Qui però mi indica un'altra zona. Forse mi indica il dente, non ho capito. Qui sotto mi dice che c'è, o qui sopra, mi dice che c'è una stazione per. E tipo, questa qua è un'altra apertura di regola, no? Questa qua di regola è un'altra apertura. Eh sì. Ah, ma si può entrare! Ah, questa è quell'altra là di prima, ok. Ah, questa. Guardate qua, qui c'è questa porta chiusa. Lì c'è quella porta chiusa. E perché è chiusa questa porta? Avete visto che ci sono delle porte ancora chiuse? Quindi mi sa che da questi passaggi qua si può entrare. Ok, perché questo si apre, giusto? Giustissimo. Allora ritorniamo al. What? Cos'è sta cosa? Avete visto che c'è anche un'altra. Avete visto che ci sono altre parti di laboratorio? Ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto che c'erano altre parti di laboratorio. Forse questa. No, questa è l'entrata di prima che sono entrato io. Ve l'ho detto che ci sono altre parti di laboratorio. Avete visto? Ma tipo lì c'è un'altra entrata. Aspetta, lì c'è un'altra entrata. Ricordiamoci che lì c'è il dente da latte da prendere, mi raccomando. Andiamo a vedere quell'entrata là invece. Dove sta le. Oh, l'avevo vista l'entrata. Dove sta? Ah no, forse era l'anello. No, era l'anello, mi sa, non era l'entrata. Ah, comunque qui c'è tipo W più T. Ma porca di quella porca. Vai a cagare.
Continuiamo a guardare, ragazzi. Sicuramente troveremo qualcosa. Sicuramente troveremo divinità. Dei bei race. Lo so che devo bere. Ora vediamo un po' se andiamo anche sopra. Torniamo sopra un paio di secondi e beviamo. Beviamo. Ah, eccola là. Quella lì era la cosa. Quella lì era la cosa. Lì c'è un altro accesso, mi sa. Qui invece... ah, questo è il cupo del laghetto. Ok, giustamente aperta mi dà una nuova cosa da vedere. 61 secondi, stiamo attenti. Qui c'è qualcosa, no? Oh, lì si è aperto. Lì adesso è aperto. Eccola là invece è aperta sempre. Vediamo, approfittiamo, vediamo un po'. Oddio, no, lì si stia calmo là, seconda carpa. Vediamo, è aperto qua. Si apre, let's go. Sì, madonna mia, quanto buggato. Si apre adesso, let's go. Ah, è tutto sott'acqua, ok. È tutto sott'acqua. Ok, e qua c'era da... qui è tutto chiuso. Ma non possiamo comunque accedere là. Ah, punti science, ok. Ma non possiamo comunque accedere qua. È risolto tutto un problema. Come si fa ad aprire queste porte? Scusatemi. Sì, lo so, c'è ragione. Cavolo, 13 secondi. Corri, amico mio. Mi serve del coso. No. E sei proprio stronzo, allora. Salviamo? E niente, siamo morti. E sei proprio stronzo? Vabbè, dai, guardiamo il lato positivo. Dovevamo bere. Il problema è che ci ha fatto nascere qui. Comunque c'è qualcosa che non abbiamo fatto, ragazzi, Non so se l'avete notato. C'è qualcosa che non abbiamo fatto, ragazzi. C'è qualcosa che non mi torna, ragazzi. Non abbiamo fatto un paio di robette. Perché ci sono delle porte bloccate. Ragazzi. C'è qualcosa che non è stato fatto. E non so cosa, sinceramente. Qua sta tutto fatto. Forse magari sbloccando il forziere sblocchiamo delle chiavi all'interno. Sblocchiamo una tessera, magari. Sto buttando lì, ragazzi. Magari sblocchiamo una tessera. C'ho tutto ciò che mi serve per rimanere sott'acqua, sì. Non è che magari sblocchiamo delle tessere? Che ne dite, ragazzi? Può essere? O magari devo cliccare questo? Potenza gestita da remoto, controllo cosa da remoto. Ok. Allora, dove sta il modo per uscire da sopra? C'era un modo da uscire da sopra. Qual era? Da qui? No, non credo che sia da qui. Da qui possiamo andare dal forziere, ma mi sa che non abbiamo la chiave. La chiave ce l'avevamo nel coso, quindi no. Vabbè, proviamoci. Tanto comunque dobbiamo andare sopra, proviamoci. Let's go, andiamo. No, è da qui che devo andare, giusto? Sì, è da qui che devo andare. Va bene, adesso quando stacchi, così mi organizzo un po'. Ragazzi, vediamo Massimo. A breve metto pausa che devo finire. Anzi, non è frattempo. Non leggo un secondo i vostri commenti, ragazzi. Per poter invece fare le robette. Dimmi che non mi spingi indietro. Perfetto. Nel frattempo faccio le missioni di FIFA. Tanto alla fine devo fare solamente le missioni di FIFA. Dovrei giocare anche in verso attacco, però. Ma che mi stai contando? Mi stai nuotando contro mano. Oh, ma quello è un dente. Quello è un dente dorato. Mentre sott'acqua i denti non vengono visti come denti, ma vengono visti come pezzi. Capito? Vengono visti come pezzi d'acqua. No, scusami. Ma il forziere? Ma mi è sparito il forziere, scusatemi. Ah, no, è qua sotto il forziere. Ok, minchia, l'avevo già passato. È qui sotto il forziere. Non sto vedendo una minchia. Ok, mi apra. Ah, no, mi dà... ok. Ah, come immaginavo, ragazzi. Mi dà il chip da dare a Burgle. E mi dà anche un mega dente di latte. No, però questa cosa qua non permette di poter sbloccare le altre parti. Questo è un problema però. E allora come si aprono le altre porte? Voi sapete qualcosa di come si aprono le altre porte? Perché io non ne ho minimamente la pallida idea di come si faccia, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Adesso devo trovare il mio zainetto. Eccolo là. Non è che magari ci sono entrate segrete? Ragnaparti, ovviamente. Secondo me ci sono entrate segrete
che tipo ci permettono di poter fare altro, raga. Ne sono più che sicuro. Ne sono più che sicuro. Ne sono più che sicuro, ragazzi. Però qua sta diventando notte e quindi non va bene. Magari devo entrare in quella parte aperta là. Adesso vediamo. Nel frattempo ci prendiamo il nostro zaino e direi di tornare indietro, ragazzi. Direi di tornare indietro anche perché devo bere e devo mangiare. Ok? Ok. Let's go, let's go. C'è una cucinella qua sulla sinistra, se non vado errato. Dove cavolo sta la cucinella? Qua sotto? Perfetto, abbiamo una cucinella buggata nel... Ah, no, eccola, forse è quella. No, quella è un'altra, mi sa. Vabbè, fa niente. Ok, mangiamo. Mangiamo innanzitutto, ragazzi. Vamo tipo le alghe che c'hanno un po' da mangiare. Dobbiamo vedere un po' come entrare nell'altro laboratorio. E poi devo andare a vedere la siepe, ovviamente. Ok, ok, ok. Ecco qua, let's go. Perfetto, dobbiamo solo bere. Quindi andiamo a casa, andiamo a prendere magari, non so, vediamo se riusciamo a trovare qualcosina. Perché qualcosa è acceso? Sembra che è acceso. Boh, strano. Strano, 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 strano. Poi nel frattempo continuo a prendere tutte quante cose per FIFA. Io non sto leggendo i vostri commenti adesso, ragazzi. Scusatemi, ma non sto leggendo. Oh, perfetto, abbiamo già bevuto del tutto. E allora serve... Ho sbagliato, scusate. Serve tornare sin da subito là sotto. No, perché ho bisogno della corda di seta. Che però stava là sotto, però Ace. Stava là sotto, la puoi trovare là sotto. Vabbè, riempiamoci la borraccia. Riempiamoci la borraccia. Là sotto senza acqua non si può minimamente andare. Quindi riempiamoci la borraccia. Ok. Riempiamoci la borraccia. Andiamo a vedere un po' anche da là se ci sono delle gocce. Almeno siamo messi molto 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 meglio. Ok. Ok, 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 ok. Comunque abbiamo scoperto tantissime altre cose. Abbiamo i cosi burgle che sinceramente direi di andare a fare adesso. Vediamo se c'è la goccia. Oh yes. Oh yes. Ci saranno anche qua sotto che mi permetteranno di arrivare a 4. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Guardi la pubblicità. Ok, questo è cibo anche, ma ne abbiamo tanto sinceramente. Ok, abbiamo tutto, direi che possiamo... Lasciamo, che dite, lasciamo un po' di robette a casa? Lasciamo tipo i cavolini di Bruxelles, che ma che poi cosa si possono fare con i cavolini di Bruxelles? Ah, snack e pizzico, quindi Bruxelles si produce commestibile, lembi muscolari gommosi, maturi e contratti. Ripristina una piccola porzione di ricatore. Della fame sei mangiato ma fa male, il cavolino dà, il cavolino toglie. Ah, ok, come si chiama il germoglio muscolo? Vediamo qua. Germoglio muscolo, cosa si... No, non serve a niente, ragazzi, quindi in poche parole non serve a niente. È solo cibo, ma cibo inutile, sinceramente. È cibo, ma cibo inutile, quindi direi di andarlo a lasciare tutto qua dentro, okay? Anche perché non voglio avere robe piene. Qui ci prendiamo queste qua, che sono quelle che ci servono. E ci creiamo, ovviamente, il nostro bel coltello di secondo livello. Che si trova qua sotto. Perfetto, perfetto. Se devo essere sincero, devo vedere un secondo cosa mi dà questo. Datemi un secondo, vediamo. Allora, il pugnale mi dà danno, stordimento. Il tridente stordisce. Il pugnale invece, boh, vabbè, direi che lasciamo qua il tridente. Va, lasciamo qua. Anche se è figo, anche se è figo, io lascerei qua il tridente e userei tipo il pugnale di secondo livello. Direi di lasciare anche sta cagata, sinceramente, che l'abbiamo pure potenziata. Mannaggia la pupazza. L'abbiamo pure potenziata. E qui ci mettiamo il nostro bel coltellino. Magari lo portiamo anche un po' su, ragazzi. Lo portiamo di un paio di livelli. Mai dire mai, magari serve potenziato. Qui c'ho qualcosa da cucinare, io no. Però dormirei anche, se devo essere sincero. Oppure no, no, non dormiamo, non dormiamo, ragazzi. Tanto comunque abbiamo... Ah, facciamoci le torce. Facciamoci le torce melmose, melmate, sperando di poterlo fare. E questo qua a terra? Vabbè, lo lasciamo. Faccia melmosa, la possiamo fare. Poi ci serviranno questi qua, ci serviranno. Ok, ma lo potevamo fare comunque di sotto, lo potevamo. Lo potevamo fare comunque di sotto. Dove sta? La prendiamo e la mettiamo qua. GG.
Ok, qua mi sa di aver fatto tutto. Mi sa che devo solamente giocare in partite verso attacco, ma non ne sono sicuro. Mi rompo le gambe fra 3, 2, 1. Pem, pete, pum. Perfetto, ragazzi, ripeto, non vi sto leggendo perché sto facendo un paio di robette su FIFA. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa da bere, se è uscito qualcosa dal succo. Sì, perfettissimo. Salve ragnino, ragnetto, ragnoso. Che ci fa da queste parti? Non dovrebbe stare nella sua parte di gioco? Porca di quella porca. Vabbè. Aspetta che vi leggo un secondo, ragazzi. Aspettate che vi leggo un secondo. Devi entrare in tutte le entrate che si aprono e piano piano scopri tutto. Ok, il pugnale ti serve per tagliare le cose come le radici. Esatto. Ti sto guardando la live col PC e nel mentre sto facendo le missioni. Bravissimo. Anch'io sto giocando. Nel frattempo sto facendo le missioni. Quindi diciamo che siamo lì. Diciamo che siamo lì, diciamo che siamo lì. Oggi avrei abbastanza voglia di un bel panzerotto, però è martedì e mi sa che il martedì sta chiusa la pizzeria qua vicino, quindi... Yay, siamo sempre belli fortunati, bravo Ace. E tu fa bomba, pum! Ok, perfetto, let's go ragazzi, si ritorna. Dove? Ci siamo trovati bene. Diciamo, il problema è che di notte non si capisce una minchia, ragazzi, perché ripeto, non si vede niente di notte, non si vede praticamente niente. Però le parti blu, vediamo un po' il coltello quanto danno fa, ragazzi. Vediamo un po' il coltello quanto la Madonna. Il danno fa, ragazzi, il danno lo fa, ragazzi, il danno lo fa. Direi che il danno lo fa, dai, direi che il danno lo fa. Ci prendiamo sta bella robetta d'aria. E ok, andiamo a vedere un po' se possiamo accedere ad altre parti. Perché secondo me... Che cavolo è? Secondo me vicino... Allora andiamo a prenderci il dente innanzitutto. Oddio, è difficile. È difficile... Aspetta. Ah, ok. Devo proseguire, mi sa. Allora, di notte è un casino capire dove stiamo. Ah, ecco, c'è la carpa. Ma la carpa sta dormendo? Ma sì, punti science, let's go. Fanno sempre comodo. Vediamo un po' se ci sono degli accessi. Tipo quello là è sempre rosso. Magari, secondo me devo entrare qua dentro. Non lo so, boh, la butto lì. Secondo me devo entrare qua dentro. Oppure magari questa qui è l'entrata di prima che c'era già. Comunque, sono lentissimo. Ah, ok, ora sono più veloce. Allora, secondo me c'è qualcosa da fare, raga. Secondo me c'è qualcosa da fare. Io la butto lì. Però secondo me c'è cosa da fare. Datemi un secondo che faccio la missione qua. Fortunatamente su FIFA non c'è un granché da fare. Quindi ecco perché anche per questo fatto qua che non sto portando live su FIFA, perché non c'è niente da fare, ragazzi. E quindi le live diventerebbero abbastanza monotone e abbastanza brutte, ragazzi, Che poi lo so che la gente comunque le guarda lo stesso. Però a me non è che fa impazzire come cosa. Poi qua sta scritto: consegna il chip tecnologico a Burgle. Non è che magari consegnando... Non è che magari consegnando il chip mi sblocca le cose? Non credo, non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Non è che magari qui sopra c'è qualcosa da fare? Questa che è un'uscita, no? Ah, questa è la cosa che fa il rumore. Sono queste cose qua. Ok. Non ho energia sufficiente. Datemi un secondo che devo andare a guardare la pubblicità. Non è che qua c'è qualcosa da fare, tipo modalità automatica. No, qua ho fatto tutto, ragazzi. Qua ho fatto tutto, non c'è nient'altro da fare, mi sa. Boh. Qualcosa da sbloccare c'è sicuramente. Qua siamo andati da tutte le parti, vero? Qua si torna là. Vediamo l'altra porta invece dove ci porta, che non mi ricordo. Forse era questa la porta dove dovevamo andare. Aspetta. Ah no, questa qui è da dove... No, questa è quella entrata là. No, allora è l'altra. Ok. Porco cane. È tosta qua. Vabbè, troveremo comunque. Troveremo. Però vorrei andare alla siepe. Vorrei andare a vedere la siepe come funziona. Trovare il chip della siepe. Che palle. Sarà una cosa di dopodomani. No, di... Non dopodomani. Qua si può andare sotto. Non è che c'è qualcosa da fare sotto? Nah, non credo. Bisogna andare in tutte le entrate, secondo me. Qui c'erano... Tipo qua non c'è niente da fare, vero? No. Uno stanzino abbastanza inutile questo. Ok. Qui invece c'era questo. Il banco da lavoro. Qua si dormiva. Qua si va di sotto.
Qualcosa si farà. Non è che magari da sotto qua c'è altro da fare. Con questa qua si poteva fare un'altra foglietta. Aspetta, che mi ricordo che per farlo vi serviva la striscia e la cosa. Le strisce stanno qua. Ecco qua, ecco qua. E le cose stanno qua. Ecco, l'hanno fatto. Hanno messo apposta queste cose qua per farmi creare per l'appunto queste cose qua. Ok, qui ci sono anche le alghe buone per mangiare, sinceramente. E mi sa che mi posso creare l'altra. Mi serve un'altra di questa cosa qua, che dovrebbe stare qua. Aspetta. Ecco qua. Dovrei poter creare... No, ne abbiamo... Stio di muffa melmosa. Ah, ne abbiamo solamente due, vuoi vedere? Porco cane, che sfiga però. Porco cane. Questa mi sa che... L'altra che ho... E tipo... Ah, oh, è la torcia. Ok, un'altra torcia. Ho due torce, quindi. Ho due torce. Due torce. Finisco qua. E niente, io non so cosa fare. Secondo me è da sopra. Secondo me sopra bisogna trovare altre entrate. Non c'è altra spiegazione. Secondo me sopra bisogna trovare altre entrate. Qui ce ne sono quattro di posti. E qua dove si va? Qua mi sa che si va alla parte della cupola. Perfetto. Vediamo gli altri posti. Vediamo altri posti. Magari altri posti portano ad altre parti, non lo so. Quindi qui si va qua. Ok, qui si va qua. Ritorniamo qua magari. Che ne pensa? Questa mi sa che era... Ah, ok. Aspetta. Mi sa che è qui dove dobbiamo andare. Aspetta, questa è scheggia di quarzite. No, questo è il punto. No, questo è il posto di prima, ragazzi. No, questo è il posto di prima. Sono scemo io. No, scusate. Questo è il posto di prima. Niente, lasciate stare. Questo è il posto di prima. Proviamo da là. Magari ci sono altre aperture che si sono aperte da poco e noi non lo sappiamo. Tipo magari da qui. Aspetta. Tipo magari da qui. Aspetta. No, da qui siamo andati prima. Quindi forse l'altra. Vediamo. Forse questa stava chiusa prima. E qui dove si va? E qui dove... Mi sa che qui non siamo mai andati. No, sì. No, questa è la parte di prima. No, no. Ah, aspetta, ma qui prima c'è da rompere un qualcosa. Se non vado errato. No, non era qua. Ok, ok, ok. Oh, aspetta. E questo... Aspetta. Aspetta che mi sa che abbiamo trovato un altro posto. No, è sempre quello. No, no, è sempre quello. No, no, è sempre quello. Che palle. No, no, è sempre quello. Che palle. È sempre quello. Ma scusami, io sono venuto da qua, ok? E da qua dove si va allora? Cioè, da qua dove si va allora? Ah, da nessuna parte. Ok, 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 ok. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Biscusi, biscusi, bi. E va bene, niente, 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 niente. Ok, dov'è che dobbiamo andare? Era da qui, sì. E niente, niente, no, qui non c'entra niente, ragazzi. Qui non c'entra niente. Quindi non è questo il posto che stavamo cercando. Non è questo il posto che stavamo cercando. Datemi un secondo, che vedo un po'. E minchia, c'ho da fare tutto, vabbè, non c'ho voglia. Andassi a cagare questa parte qua dell'evento. Perfetto, allora, leggiamo un po' di commenti. Devi entrare in tutte le entrate, non so quella precisa. Chi sei? Come chi sono? Sono Ace, ciao. Oh my god, stavo per sbaglio per segnalare la live. Va bene, nessun problema, non è un problema. Ciao, Diego, le scondici di ti le dà ossigeno. È vero? Tanta roba. Allora, usciamo fuori e vediamo un po' se riusciamo a trovare altre entrate. Non lo so. Qua dove si andava? Ah, sempre qui, ok, sempre qui. Qui c'è della tela, tela telata, tela telosa. Va bene. Va bene, va bene. Ritorniamo a quella di prima. Andiamo. Spegni questa, spegni questa, spegni questo. E andiamo, 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 andiamo. Ok, andiamo, let's go. No, devo trovare per forza l'entrata di questa parte qua, ragazzi. Non so, la devo trovare per forza. È proprio... mi sono impuntato su questa cosa qua. La devo trovare per forza, ragazzi. Quindi mettiamoci sotto che dobbiamo trovare altre entrate. Allora, questa entrata abbiamo detto che non è. Questa entrata abbiamo detto che non è, ma magari...
rivediamola, rientriamo, magari abbiamo visto male, magari, ripeto, abbiamo visto male. Allora, qua già non si vede una minchia, ok, non siamo entrati, perfetto. Mi apre il tutto, magari non in faccia, grazie, buongiorno, buongiorno. Ok, allora, qui magari ci sono delle robette da fare. Absolutely nope. Questa è chiusa. Come si fa ad aprire? Non lo so. Perché poi dobbiamo andare lì e non so cosa c'è. Andiamo da qua, vediamo cosa c'è. Qui non c'era niente. No, quindi da qua non si va. Però abbiamo capito che c'è una porta chiusa qua, che non si può aprire a quanto pare. Servirà una tessera? Non è che magari dobbiamo andare veramente da Borgo e ci darà una tessera? No, aspetta, forse ho capito come si può fare, ragazzi. Forse ho capito come si può fare, sapete? Mi sa che dobbiamo andare da Borgol. Mi sa che dobbiamo andare da Borg. Porca di quella porca. Mi sa che dobbiamo andare da Borg. E da Borg con i punti science sblocchiamo. Secondo me con i punti science. Ragazzi, vediamo se è vero che mi dai. Vediamo se è vero che mi dà l'ossigeno. Vediamo. Ah, è vero, mi dà l'ossigeno. Tanta roba. Secondo me bisogna andare da Burgle, ragazzi. Secondo me bisogna andare da Burgle. E da Burgle poi si sblocca con i punti science quegli altri. Magari una tessera che mi fa accedere a quelle parti là. Non lo so. La butto lì, ragazzi. La butto lì. Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere come cosa? Secondo me sì. Allora noi dobbiamo andare là dentro. Ricordiamoci. A prendere il coso. Ok. Che ne pensate? Potrebbe essere... Ciao, ciao, amichetto. Ciao, ciao, amichetto. Che era tipo da ste parti qua. Ecco qua. Questa volta ce l'ho il coltello, amico mio. Questa volta ce l'ho il coltello. Quindi ora abbiamo capito che con questo coltello possiamo fare tantissime cose, ragazzi. Voglio ricordare, eh? Tantissime cose possiamo fare. E vorrei anche ricordare... Aspetta, questo è un accesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Che questo accesso qua dove esce? Aspetta, aspetta, aspetta. Ma questo accesso? Ah, è quello della porta chiusa. No, secondo me devo andare da Borgo, ripeto. E lì ci darà la tessera che apre queste porte qua. Non lo so, io è l'unica cosa che mi viene in mente, ragazzi. Perché non riesco a trovare altre soluzioni. Perché altre cose io non le vedo. Altre aperture io non le vedo. Continuo a cercare, ovviamente. Magari con questa torcia che è enorme. Continuo a cercare, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare, ma la vedo veramente tosta. E qua cos'è questo? No, questa è quella parte là, ma non è che si entra da qua, tipo? Ma mi scusi, ma le sembra il modo? Ma mi scusi, ma le sembra il modo? Ma porca di quella porca. Vabbè, già che ci siamo, approfittiamo per fare una bella cosetta, ragazzi. Approfittiamo per fare una bella cosetta. Prendere tutte le robette di qua. Tanto comunque tutto va sopra. Prendere tutte le robette di qua. Tanto poi torniamo sopra, ragazzi. Prendere tutte le robette di qua. Tanto non ce ne facciamo niente, che le lasciamo qua. Le prendiamo tutte, tutte, tutte. Ecco qua. Qui avevamo il cuoio, che è veramente comodissimo, voi lo sapete. Le squame se le può tenere lui. Questo lo prendiamo. E questo è cibo marcio, che ovviamente è carne marcia, che ovviamente non ce ne facciamo niente. Detto ciò, andiamo a prenderci... No, allora, prendiamoci un po' di ossigeno. Un secondo. Prendiamo un po' di ossigeno. E poi direi di andare tranquillamente, ragazzi. Oppela. Andiamo. Direi andare tranquillamente a prendere l'uovo dorato, che non so se vi ricordate dove sta. Io me lo ricordo, sinceramente, ragazzi. Me lo ricordo io, me lo ricordo. E poi andiamo a prendere lo zaino, come al solito. Qua utilizziamo questa per andare molto avanti. Let's go. Secondo me, ripeto, ragazzi, bisogna andare per forza da Burgle. Perché qua sta scritto consegna il chip tecnologico a Burgle. A Burgle. Secondo me Burgle ci darà un paio di dritte e ci farà comprare la scheda per accedere magari a quei posti là. Io la butto là. Poi se non si riesce, ragazzi, sti cavoli. Io direi di procedere verso la siepe, perché voglio terminare sulla siepe. Qua non c'è niente.
Non so se mi spiego. Ah no, aspetta, era tipo qua sopra. Ok, era tipo qua sopra. Perfetto, perfetto. Voi ci siete, ragazzi? Voi ci siete, ragazzi? Fatemi sapere. Guarda qua che bello. Oppela. Questi qua sono le uova. Le uova ovviamente sott'acqua sono così. Oppela. E abbiamo un altro dente megalatte. Let's go, let's go. Se ci siete, battete un colpo nei commenti, ragazzi, Ancora mi si è buggata. Mi si sono buggate le cose, i commenti. No, è proprio così, allora. È proprio così. Ok, ok. Qui abbiamo il nostro, ovviamente come al solito, dinosauro. Ciao, buongiorno. Non è che tipo c'è qualcosa? Vabbè, io sono incredibilmente incredibile. Io sono incredibilmente mastodontico. Io sono incredibilmente incredibile, mastodontico incredibile. Abbiamo trovato la lancia con pungiglione. Quella che si fa con i cosi d'ape. Vabbè, che dire. Che dire, ragazzi, che dire. Cioè, solo che sto cenando. Vai tranquillo, vai tranquillo. Vabbè, che dire, incredibile tutto ciò. Non ho parole. Incredibile tutto ciò. Tanta roba, wow. Cioè, vi giuro, non sapevo. Vi giuro che non sapevo questa cosa. Ve lo giuro su chi volete, ragazzi. Io non sapevo questa cosa, non sto scherzando. Sono andato ad intuito. Ho detto, ma non è che magari c'è qualcosa dentro la bocca del coso? Tac. Ma dove sta il mio zaino? Non dirmi che c'ho lo zaino buggato perché mi incappero. Oh, non dirmi che c'ho lo zaino buggato perché veramente mi incacchio per davvero. Fammi prendere lo zaino, che ci sono cose importanti all'interno. Troppe cose importanti. Ok, no, mi sa che si può prendere. Bella Is, ciao Akash Pro. Ehi, minchia, da quanto tempo? Da quanto tempo? Ciao, come stai? Tutto bene? Spero di sì, spero di sì. Ok, ah no, si può prendere lo zaino. Si può prendere lo zaino, si può prendere, si può prendere. Andiamo. E let's go. E arideie, arideie, arideie. Ok. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Il mio zaino dovrebbe trovarsi qua sotto. Eccolo qua. Ciao amico mio, come va? Tutto a posto? Dopo aver preso anche lo zaino, andiamo da Burgle. Beviamo ovviamente. Mangiamo ovviamente. Guarda qua che bella cosa. Questa era potentissima sta lancia. Sarà veramente potentissima. Potentissima, potentissima. Mangiamoci anche le alghe. GG. GG. Mi sta avendo un po' di famina. Mi sta venendo. Ma vedendo questo mangiare, mi sta venendo. Ok, che sta mangiando alghe, ma mi sta avendo un po' di famina. Mannaggia, mannaggia. Oh, guarda qua. Ci troviamo anche all'alba, ragazzi. All'alba di un nuovo mondo. La butto lì. Allora, dato che questo coso qua non ci serve cose più, vediamo la nostra bella. La madonna. Fem. Potentissima, secondo me. Potentissima, secondo me. Occhio che. L'avevo sentito, infatti. Mi sa che stiamo dal lato sbagliato, Io la butto lì, ma secondo me stiamo dal lato sbagliato. Eh sì, direi proprio di sì. Anche perché il laboratorio. Oh, ma quel. Ma quei punti science là, scusami. Ma quei punti science. Da dove escono? Ah, porco cane, mi sono fatto male. Perché? Perché i punti science lì? Ah, non siamo mai venuti qua di regola. GG. Qua si va qua. Qua si va qua. E qua si va. Porco cane di qua. Salve signorino. Come state? A posto? Va bene. Va bene. Voi non avete visto niente. Aia, povere gambe. Ok. Andiamo, let's go. Guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello. Guarda che bello, guarda che bello. Ok. Abbiamo due chip da dare a Burgle, ragazzi, Due chip. E secondo me i chip sbloccano delle cose, Vediamo il chip. Ok, vediamo un po' cosa mi ha sbloccato. Allora, potenziamento torcia. No, c'era già, c'era già. Scanner, nuovi scanner, libro, Set di cartelli, libro di ricette. No, esche, ok. Recinto di sabbia.
Bello, le fondamenta galleggianti, bassi curve, attenzione, bassi curve, libro ricette laghetto, set di cartelli, ok, galleggianti, fondamenta galleggianti, oh, ma questo mi sa che mi serve per poter fare, creare la base nel, sul laghetto, mi sa proprio di sì, bassi curve invece. Prendiamoci anche le bassi curve. Ok, diamo l'altro chip a Borgol. Ok. Ok, vediamo di cambiare qualcosa. Vediamo cos'altro ci ha dato. Scania, libro di ricette. Libro di ricette, bagliore. Ricette da ghetto. Sette cartelli, ricetta Esplol Memma. Ah, ok. Miglioramento pinne. Ah, ok. Miglioramento lanterna da sub. Ah, ok. No, non ci ha dato quasi niente, in poche parole, ragazzi. Non ci ha dato quasi niente. Però il miglioramento pinne non è per niente male, se devo essere sincero. Magari poi lo potenziamo. Va bene, va bene, va bene. Va bene, ragazzi, va bene. Trova il chip Borgo, il tempio della giungla. Dove cavolo sta sto tip? Aspetta. Ah, sì, tempio della giungla dovrebbe essere quello alla siepe. Ed è quello che andremo a fare anche oggi. Quindi perfetto, sì, lo andiamo a fare. Dovrebbe essere tipo questo qua, ragazzi. Eccolo qua. Quello, il chip Borgo della giungla. Anche perché è l'unico che... mi sa che forse è l'ultimo che mi manca, ragazzi. Lo sapete? Ah no, mi manca questo qua. Il chip Burgle. Ah sì, quello che serve la chiave. Me ne serve... oh raga, me ne servono solo due. Mi mancano solo due chip Burgle. Abbiamo quasi terminato il gioco. Wow. Ora ci prepariamo per benino, ragazzi. Passiamo un secondo. Ah, pavimento d'erba curvo. Guarda quante cose. Pavimento d'erba curvo. Wow, quante belle cose. E possiamo fare recinto di germoglio. Vabbè, andiamo da là. Guarda, cancello paralizzato curvo. Possiamo fare tantissime cose curve. Tanta roba. Sblocco chip dell'avamposto sommerso. Un piatto di negozio scambio Borgo. Spero che non l'abbia... no, spero che non me l'abbia ampliato adesso soltanto. Se no mi arrabbio. Ok, ok, ok. Però dobbiamo fare... ah, sì, poi creiamo la bacca. Ah, scusa, aspetta. Costruisci se ne avvia presso Acquitrino dei Rospi. Questa cosa qua non lo so, devo andare a cercare. Vabbè, fatto sta che tanta roba. Tanta roba. Sto gioco mi sta piacendo giorno dopo giorno. Ed è una cosa veramente bellissima. Va bene, fatto sta che qua mettiamo questo. Ci prendiamo la nostra, ovviamente, armatura. Che dobbiamo potenziare oggi. Quindi la prendiamo tutta quanta. L'altra la lasciamo qui, ovviamente, quindi facciamo questo, prendiamo le pinne e le lasciamo qua. Poi faccio ovviamente i manichini per metterci le cose sopra, ok? Comunque se è uscito Pop Genius State, una grafica della Madonna, per telefono ci sarebbe qualche live su questo... non lo so, poi vediamo, poi vediamo. Poi vediamo cosa fare, anche perché non è che ho molto molto tempo ora come ora. Questo qua cosa mi serve? La pinna? Ok, mi serve la pinna, non mi serve a niente, sinceramente ho già creato tutto. Quindi possiamo anche lasciare tutto, sinceramente. Quindi lascerei questo, lascerei questo, lascerei questo, lascerei questo. Questa me la tengo, le lanterne me la tengo. Questi me li lascio, ce li butto. Questa la mettiamo qui. Le zampe di non so che cosa le mettiamo qui. Qui invece però mi porto la mandibola, mi porto. Le bombe potrebbero servirmi a qualcosa? Non lo so. Facciamo che me ne porto un. Non lo so se mi potrebbero servire. Dite che alla siepe potrebbero servire le bombe? Secondo me no. Secondo me no, dai, secondo me no. Queste frecce le lascio perché non mi servono. Questo mi servirà come il pane. Anzi, lo vorrei anche riparare, sinceramente, che è meglio. Ok, l'abbiamo riparato. Poi. Ah, qui abbiamo la quarzite che direi di lasciare qui. Ok. Questi, il cuoio lo lascio perché non mi serve praticamente a niente. Ok. Che altro mi potrebbe servire, ragazzi? Allora, per migliorare la mia armatura... ok. Ho avuto un po' di paura, pensavo di aver eliminato l'armatura. Mi serve questo e questo, ok. Questa parte qua invece mi serve questo ed è la corda di seta, quindi... abbiamo capito che la corda di seta sarà fondamentale, quindi ce la dobbiamo portare tutta. Tutta. Guarda quante robe qua, è tutto da spostare, fare tante cose però, eh. Abbiamo qualcosa da aggiustare? Magari si lascia.
Ok, la pala ce la portiamo? No, non l'aggiusto perché voglio farmi quella di secondo livello. Voglio farmi quella di secondo livello. Qualcosa si può aggiustare? No, non si può riparare. Beh, mi sa che abbiamo tutto, ragazzi. Che ne pensate? Mi sa che abbiamo tutto. Peluria d'ape, mi sa che ce l'ho nell'altra chest. Oppure dovrei averla qui. Ma comunque poi basta che uccido un paio d'api. Nessun problema, la ottengo. Tutto a posto, mi sa. Tutto a posto, mi sa. Tutto a posto, mi sa, tutto a posto, no? L'arco non serve, lo scudo non serve. Ah, possiamo farci la... Ragazzi, possiamo farci la cosa se volete, la mazza da mentina. Eh no, mi serve la zoletta di mentina. Mannaggia la pupazza. Eh no, la zoletta di mentina, scusami. Male, male, l'hanno fatto diventare troppo difficile sto gioco. L'hanno fatto diventare troppo difficile sto gioco per quanto mi riguarda. Per fare questo, cosa mi serve? Ghiandola bollente, c'ho tutto ciò, c'ho tutto ciò. C'ho tutto ciò. Perché non mi fa fare le cose niente? Magari creazione rapida disponibile. Allora, qui ha quattro ghiandole. 1, 2, 3, 4. Serve questo. Magari manca questo, non lo so. Vediamo. Ah, me ne servono. Ah, ma è argilla. Mi serve 10 d'argilla, ma ne dovrei avere tantissima, broderigno. Ma che te lo dica fare? Ecco qua. Perché non mi fa? Perché non mi dà il coso per craftare? Ah, perché sono diversi colori, Ace. Sono diversi colori. E qui mi serve il carbone, che comunque dovrei avere da qualche parte uno di carbone, no? Eccolo qua. Ok. Possiamo craftarci, ragazzi. Madonna mia quanto è enorme, però. Vabbè, lo mettiamo qua. C'è tutto lo spazio del mondo. Lo mettiamo qua. Appoggiamolo. Lo andiamo a creare. Ecco cosa serve il carbone, ragazzi. E se oggi la live di FIFA la fai? No, footballer. Minchia, quante volte ve lo devo dire che no, non faccio. Zolletta di mentina. Quindi prendiamo le mentine. E le andiamo a mettere qui. Richiede 5 mentine. Coda di corta. Ma ce l'ho. Ah, ok, ecco qua. Bisogna fare così. Ok. Poi zolletta di quarzite. Lo mettiamo a fare. Mica ci vuole un bordello di tempo. Quindi ho fatto bene a metterlo a fare, ragazzi. Puoi togliere questo? No. Ok. Va bene. Ok. Questo lo sta facendo. Quindi perfettissimo. L'abbiamo lasciato a fare, perfetto, perfetto, perfetto. Qui, così che poi potenziamo ovviamente tutte quante le armi. Ok, allora qui diciamo che questo è un po' eccessivo. Mi sembrano un po' eccessive tutte queste corde. Secondo me 16 bastano e avanzano. Però ne porto un po' di più. Ne porto 16 e 16, ok? Ne porto 16 e 16. Un tridente non mi serve, questa non mi serve. Questa mi serve? Questa mi serve per provare la spada perché voglio anche fare la spada oggi? Nah, non la faccio oggi la spada. Non la faccio oggi la spada. Devo solamente andare a fare un paio di cosette. Ok, dovrei aver tutto adesso. Dovrei aver tutto. Lo scudetto va di qua. No, deltaplano no. Lo scudetto va di qua. Siamo Madonna, ragazzi, ma stiamo potendo. Guarda come siamo cattivi. Guardate quanto siamo cattivissimi, ragazzi, con questa armatura. Ma è bellissimo tutto ciò. Dovrei aver tutto. Mi manca un po' di cibo, un po' di fame. Però dovrei aver tutto. Mica, però lo scudo lo devo levare perché, ragazzi, mi copre troppo la visuale, però, tutto il bene che li posso volere, ma mi copre veramente tutta la visuale. Ok. Andiamo di qua. Andiamo a prenderci le gocce. Eh sì. Che fai? Prendi a pugni la goccia. Non ho capito. Che ti ha fatto di male? Ok. Andiamo a 4. Perfettissimo. Volevo un po' di cibo da mangiare nel frattempo. Però vabbè, dai, fa niente. Ah, le bende mi servono. Un paio di bende mi servono. No, ho preso un coso che non mi serve. Ok. Il martelletto, dammi il martelletto, dammi il martelletto, dammi il martelletto. Ok. Ho finito di cenare, ora posso scrivere, grande Dark. Vabbè, nessun problema. L'importante è che guardate la live, ragazzi. Cioè, l'importante è che vi divertite soprattutto. Piglia tutto, piglia tutto, piglia tutto. Andiamo a farci non la borraccia, ma le bende. Guarda quante ne abbiamo, veramente tante. La fai giovedì quando esco l'ultimate? Sì, la faccio anche domani, ragazzi. La faccio anche domani. Uno, due e tre. Così che posso terminare tutto quanto. Così da non avere niente. Ok, nel mio inventario. Perfettissimo, perfettissimo. Direi che possiamo tranquillamente. Porca di quella porca. Vabbè, fa niente. Abbiamo tanto, tanto cibo. Tanto, tanto cibo. Di regola non mi serve nemmeno la maschera antigas. Perché io vi vorrei ricordare che noi abbiamo chiuso la zolla, la piccola apertura che c'era sotto
sul coso. Quindi no, mi sa che sul coso dove spruzzava il gas, vero? Vi ricordate, ragazzi? Quindi mi sa che non mi serve nemmeno la cosa. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo. Stiamo andando dalla parte giusta? Sì, assolutamente sì. Tutto dritto, tutto dritto. Posso ricevere gli auguri di chi compone del mio YouTube preferito? Certo, ciao Bart. Cioè, ho tanti auguri. Un bacione veramente. Un bacione. Tanti auguri a Bart. Tanti auguri a Bart. Tanti auguri a Bartolini. No, qua non quello. A Bart. Tanti auguri a me. No, bugia, a te. Ok, a posto. E questo fatto. Scappa via da questi moscerini. Che poi non sono moscerini, ma sono altre robe. Parfattiosimo. Ok. Qua mi sa che non ho niente da analizzare. No, c'ho questa da analizzare. Non serve a niente, però vabbè. Perché, cioè, con la lancia sblocchi la lancia a pungiglione. Però mi danno dei punti science, ragazzi. Mi danno dei punti science. Quindi possiamo tranquillamente andare. Qui mi faccio sta bevuta, anzi ste bevute, così che ripristino tutto, sia fame che sia sete. Quella non mi serve. Sto andando da tutt'altra parte adesso. Questa cosa non mi fa impazzire. Ecco, da qua devo andare. Altri 15 minuti sono 3 ore di live. Come al solito, ragazzi, come al solito. Il bello è che io pure ho anche lavorato oggi. Però sto gioco mi piace così tanto, ragazzi, che mi riposo, mi rilasso. Capito? Mi rilassa e quindi mi diverte veramente tanto, ragazzi. Mi diverte veramente tanto. Qui abbiamo il troncone della Madeleine. Quindi ci facciamo il giro sulla sinistra. Dai. Ah, no, e non datemi fastidio, dai. Che palle. Ok, stiamo arrivando dove volevo arrivare. Quindi da qua. Niente, devono rompere le palle, ragazzi. Devono rompere le palle. E niente, niente pareva. Numero uno. Numero 2. Oh, vediamo un po' come funziona la cosa. Aspetta. Oh, un ragnetto. Bello potente, bello potente. Bella potente. Bella potente la lancia, ragazzi. Bella potente, bella potente. Ovviamente ho armi più forti, però comunque è bella potente. Questo è cibo, quindi prendilo. Finché abbiamo cibo, prendiamo tutto. E niente, è porca di quella porca. E certo, va bene. Mi esplode. Boom. Boom. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Altra proliferazione che non mi fa schifo. Altra proliferazione, non mi fa mai schifo. Oh, ho avuto una goccia d'acqua per l'esplosione. E che fai, te ne privi? E che fai, te ne privi? Non ho capito. Arrivo subito, subito, ragazzi. Ok, ci sono. Andiamo, let's go. Vi ricordate che questa parte qua era tutta parte piena di gas? Ecco, fortunatamente non c'è più, perché abbiamo chiuso tutto. GG, GG. Bravi noi, ragazzi, bravi noi. Magari mettiti gli occhiali così ti rilassi gli occhi 3 ore sul computer. Sono un bel po', sì, infatti lo stavo già pensando di fare. Ma sì, dai, facciamolo. Ma sì, dai, facciamolo. Che ovviamente non vorrei arrivare stanco domani a lavoro. Ovviamente. Ok, molto meglio. Grazie per il consiglio, grazie per il consiglio. Allora, ragazzi, ovviamente noi adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a terminare, a prendere l'altro chip di Borgol. Di Borgol. Tanto comunque la siepe si trova lì e si trova vicina, non è un problema. Cos'è che mi sta attaccando? Cosa mi sta attaccando? Scusatemi. Ah no, è partita proprio la musica così. Ok, va bene. È partita proprio la musica così. Ok. Ai, non c'ho il coso, minchia. Non c'ho il porco cane del porco cane. Qua rischio tanto, qua rischio tanto. Qua rischio tanto, mamma mia che mira, signori. Mamma mia che mira. Signore, attento Is, attento Is, che non c'è il deltaplano. Orcocca. Ma questo che pianta è? Ok, andiamo di qua. Mi posso buttare di qua? Che ne pensate? Secondo me sì. Oh Issa. Oh Issa. Porco cane, no. Questo Issa non mi è piaciuta. Però, vabbè, ce l'avevamo fatto lo stesso. Allora, prendiamoci sto cavolo di... minchia, ora mi serve l'ash. Mannaggia la pupazza.
Andiamo qua e buttiamo giusto dente di leone. Ok, e ci andiamo a prendere il dente di leone, perché se ne è veramente troppo. No, ce l'ho. Allora, intanto ti stai calmo te, eh. Intanto ti stai calmo, eh. Ecco qua, ce l'abbiamo. Io ne prenderei un'altra però, ragazzi, non per niente. Ne prenderei un altro se non esploso in mille pezzi. Eccolo qua, cacciò. Teniamo più in là. Ah, ma non fa niente la cuscinella. Vabbè, meglio così. No, questi rompono le palle. Questi rompono le palle. Oh, lì c'è una mentina, ragazzi. Vabbè, la prendiamo più in là, dai. Ora no, non ce ne frega niente. Devo vedere anche una robetta, ragazzi. Se c'è tipo la piuma, che mi serve tantissimo. Madonna mia. Allora la stanchezza si sente un pochettino si sente. No, niente piuma, porca paletta. Qui da quello che vi ricordo, ragazzi, c'era il coso che avevamo già visto e fatto. Noi però dobbiamo andare tutto di qua, ragazzi. Ok, qua saltiamo. Porco cane. Salve, buongiorno. Ok, corriamo. È bello che non ci sia più il gas, ragazzi. È veramente comodo questa cosa qua. Veramente comodo. Ok, andiamo di qua. E piano piano ci arriviamo. Anche perché sto andando qua? Perché voglio innanzitutto vedere se riesco a ricrearmi. Cioè, a ripararmi. E poi perché vi vorrei ricordare che qui si poteva andare di sotto. Vi ricordate, ragazzi? Spero di sì. E io mi metto, mi equipaggio questo, perché sicuramente mi servirà, ragazzuoli. Sicuramente mi servirà. Il problema è che abbiamo 40 secondi di ossigeno, quindi non so quanto possiamo durare. Annaggi pubangi. Ok, e qua cambia già tutto. Non dirmi che devo fare di tutto il giro della Madeleine. Dimmi che qua posso respirare. Ah, ok. E qui cambia tutto. A quanto pare serve almeno una piccola torcetta. Ecco qua. Voglio vedere dove mi porta. Ok, stiamo attenti a sti rompipalle. Allora, di qui si prosegue. Comunque si può respirare. Andiamo tutto dritto, ragazzi. Qua, guardate, per l'appunto serviva questo. Ce l'abbiamo. Salve, buongiorno. Non mi rompa le palle, grazie. Aia, come non detto. Mi scusi, mi corra. Che infatti non stavo andando veloce. Che mi sta finendo la... Oddio, ditemi che qua c'è un... Ditemi che qua si può respirare. Non lo so, sto pensando che qua non si possa respirare. Corri, Ace, non devi morirci male. Corri, Ace, che non devi morirci male. 5 secondi. Corri, Ace, 5 cavolo di secondi. No, non mi fai... ma se non mi fai vedere niente, porca di quella porca, non mi fai vedere niente così. Madonna mia. Non farmi arrabbiare, gioco. Speriamo bene di riuscire a fare qualcosina, mannaggia. Speriamo bene. Meno male che almeno mi ha salvato mentre stavo nel tubo, se non vado errato. Vediamo. Sì, esattamente. Ok, meno male, almeno questo. Che palle che siete però, eh. Allora, andiamo di qua. Ok. Prendiamoci la torcia, quella grossa più grossa, ragazzi, che ci servirà molto di più. Guarda qua quanto illumina, tantissimo. Però qua non serve, ok. Allora, da lì abbiamo capito che è un po' troppo difficile. Da qui, queste esplodono, vero? Ok, numero 7. Finisce di nuovo qua però. Signori, io la vedo troppo dura a fare queste cose qua. Sinceramente, mi sa che devo portare il robetto per respirare. Dovevo portare il robetto per respirare. Vabbè, allora sarà per una prossima volta. Mi scusi, signor Ace, ma tutto a posto? Ce la fa? Ce la fa o è troppo difficile? Niente, devo portare le cose. Ace, ma hai già creato il mozzo della menta? No, perché sto... Lo farò a brevissimo, ragazzi. Perché... No, respiriamo prima.
perché bisogna creare le mentine, le zollette di mentina, e quindi la sto creando, le zollette di mentina, e quindi a breve lo posso fare. Ma non è quella l'arma più potente. L'arma più potente è un'altra che vi faccio vedere a breve. Comunque non era questo qua il tubo che dicevo io, era l'altro. L'arma più potente di tutte è questa qua, ragazzi, guardate. Questa qua, lo spadone di formicaglione. Perché guardate questo spadone. Ah no, bugia! Eh no, non è vero. Non è vero. L'arma più forte rimane la mazza mentina. Solo che la spadone, lo spadone di formicaglione non ha più velocità. Ah! E chi lo sapeva? E chi lo sapeva? E chi lo sapeva? No, è porco cane, lo sapevo. No, ma ho fatto la... No, e dove sta la mia... Ma porco cane, vedi te, vedi. Te ne vai a cagare da un'altra parte, amico mio. Porco di quel porco. Beviamo l'acqua, va. Devi inseguire proprio me? Non ho capito. Oh, c'è un ragno enorme. C'è un ragno enorme. Mettiamoci qua. C'è un ragno enorme. Borrazza numero 7. Beviamo. E qui c'era una goccia che avevo visto. Eccola qua. No! Porco di quel cano sbagliato. Vabbè, fa niente. Dove sto andando? Ok, tutto dritto. E c'era anche un altro laghetto, però. Lo dobbiamo trovare casualmente. E lo spadone non ha lo stordimento, mentre il mazzuolo ha anche un botto di stordimento. Eh sì, infatti. Mi sa che il mazzuolo è quello più forte, ragazzi. Sì. Mi sa che il mazzuolo. Ma in un tubo c'era una chiave. Eh sì, quello sto cercando. Quello sto cercando, ragazzi. Ma questo dente è quella, è quei punti science. Quei punti science. Proliferazione fungina. Ah, ok. Guarda qua che figo. Guarda qua. Aia, porco cane, sei tu quello che esplodi. Tua sorella, quella maledetta. Guarda quante cose belle che ci hanno dato. Qui della quarzite. Tanta roba. Mi sa che devo girare per forza l'acqua. Ok. Ok. Perfetto, qui stanno questi. Dove cavolo sto? La madonna, ma mi sto allontanando tantissimo. Comunque mi sa che alla siepe non ce la facciamo ad arrivare, ragazzi. Cioè, non per niente, ma mi sa che non ce la facciamo. Questo che cos'è? Mi sa che non ce la facciamo ad arrivare alla siepe, non per niente, ragazzi. Ma sono già alle 8:22, eh. Non posso continuare all'infinito, ok? Quindi mi dispiace, ma mi tocca dirvi che niente siepe anche oggi. Dove è finito il cibo? Dove è finito il mio cibo? Ah, eccolo qua. Sì, ma c'ho solo questo. Quindi mi dispiace, ma giusto così, Ace. Giusto, non preoccuparti. Vabbè, lo facciamo venerdì, sì, infatti. Lo facciamo venerdì. Tanto comunque poi venerdì non lavoro. Lavorerò solo domani. E dopodomani. Aia, porco cane. Porco cane. No, raga, siamo morti. Siamo morti, mi sa. Ok, minchia, c'è andata a culo. Minchia, c'è andata a culo che non ci ha inseguito, perché morivamo, ragazzi. Ve lo dico già da ora, morivamo. Allora, qui... ma scusami, ma dov'era l'altro tubo? Cioè, non per niente. Ma dov'era l'altro tubo? Scusatemi. È perché voglio andare a vedere... Voglio andare a prendere la chiave. C'era un altro tubo da queste parti. E c'è anche un altro ragno, sinceramente. Ehi, fatti affari tuoi. Scusatemi, dov'era l'altro tubo? Ne sapete qualcosa voi? Magari dormiamo che è meglio, va. Mi manca ancora un po'. Allora, la cesta è questa qua. Che c'era tutto ciò che mi serviva per riparare le mie
Ecco qua, infatti, ripariamo anche questo. Ecco qua, infatti, mentre per questo non lo posso ancora fare perché mi mancano 30 di 3 di questi qua. Ok. Qui allora andiamo a lasciare questi che non servono a niente. Qui che altro c'era? C'erano robe molto importanti, come c'era il sale, c'era questo, c'era quello. Quindi GG. No, questo non serve, quindi lo possiamo lasciare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ora mi sa che possiamo dormire, però. No, mancano 5 minuti. Se non sbaglio, il tubo era nel laghetto vicino alla pala, dopo il posto infetto. Ma. Ora I don't know vediamo, about the ora rest of vediamo. Ho you, preso but Clirish il I'm 28, prendo il feeling. 33. Mi fa piacere, bro, mi fa piacere. Allora, qui beviamo Tastes l'acqua. good. Mi servirebbe un po' di cibo e non so da dove prenderlo. Allora, non è questa la pianta, è questa qua la pianta, giusto? Ah, mi occupo da questa. Aspetta lì. Ok. C'era un altro paio di gocce. Una era questa qua. Ok, e c'era l'altra che mi sa che ho già preso, se non vado errato. Ok. Dove cavolo stava sto laghetto? Da ste parti? Qua magari? Non credo proprio. No, no, non è da ste parti, non è da ste parti. Il laghetto dovrebbe trovarsi tipo qua. Ste parti. O forse qua. O forse qua. Boh, non lo so, sapete? Sapete che non lo so. Sapete che non lo so. Ma dovrebbe trovarsi su per giù da ste parti. Oh cavolo, c'è quello. L'ho provato e non è male. Esco come sei buono con questi occhiali. Grazie mille, amore, grazie mille. E l'ho messi per la stanchezza più che altro. Qui non c'è il coso. E forse qua. Ah, eccolo, 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 eccolo. L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Era qui vicino, perfetto, era qui vicino. Ok, l'abbiamo trovato, ma qui non mi ricordo. Ah, qui mi ricordo che dovevamo prendere la chiave. Vi ricordate? Io mi ricordo che dovevamo prendere la chiave. Ok, prendere il baule, che andremo ad aprire ovviamente. Ok, eccoci qua. Era tipo qua, mi sa che c'era anche un dente se non vado errato. No, forse solo la chiave. Ah, oh, che bello il poter fare qualsiasi cosa. Bellissimo. Oh, pela. E abbiamo anche la chiave di quella parte là. Let's go. Per andare a prendere il penultimo chip mancante, ragazzi. GG. GG. Qua però mi sa che ho visto qualcosa. Se non vado errato. No, non è niente. GG. GG. Da là non si va da nessuna parte, vero? Mi ricordo di no. Ok, perfetto. GG. Bravi tutti, bravi tutti. Ora possiamo andare sopra alla cosa delle api e fare tante cose. Piru piru burubuzzo. E ci prendiamo quest'acqua qua che sappiamo che non la prenderemo mai al volo. Ecco qua, esattamente. Ma tutte belle cose. Ecco, sì, intendevo in questo laghetto. Però si vede che non si è abituato. Direi. Perché faccio sempre la mossa per tirarli indietro. Ma se io li tiro al massimo indietro non dovrei avere questo problema. Sì, mi dà abbastanza fastidio, sinceramente, averlo. Però vabbè, piccoli dettagli, piccoli dettagli. Dato che lì non ci sarà acqua, meglio prendere questa qua e risparmiare a svegna. Ok, perfetto. Ok. E let's go. Buonanotte, cara cucinella. Noi ci vediamo domani. Ci vediamo un po' più in là. Che cavolo è che mi sta attaccando? Ah, minchia, quanta fame c'ho, raga. Cosa mangio? Quanta fame c'ho, ma cosa mangio allo stesso tempo? Non c'ho niente da mangiare. Com'è possibile? Ero pieno di cibo prima. Vediamo se troviamo cibo sopra. Non lo so. Ciao, Miner, ci manchi nei video di Ace. Vediamo se troviamo del cibo qua, raga. Che vi devo dire? Ma questa qua si può rompere. Tipo la banana si può rompere. Attenzione! È che magari sotto ci sono dei pezzi di banana. No, niente, niente, mi dispiace. Mi dispiace, niente, niente. Va bene. Vediamo un po', ci sono i biscotti sopra, speriamo. Infatti stavo pensando proprio a quello. Ah, ma io ora mi sono reso conto che la parte della sabbia è una faccia. Bellissimo. Qui nel frattempo possiamo bere. Ed è tanta, tanta roba, ragazzi. Ah, mi sa che questi qua sono altri pezzi per mangiare, mi sa, aspetta. Frammento di sale, frammento di pezzo di mela, let's go. E questo è frammento di pezzo di mela, GG.
Per fortuna ci hanno dato queste cose qua da mangiare. Anche di piazza di mela, frammento di piazza di mela. Oddio, non è che ci fa tanto. Ma il sale si può mangiare? Mi sa proprio di no, ragazzi. Mi sa proprio di no. Ora sicuramente le api ci attaccheranno. Io il problema è che ho solo 22 frecce. Speriamo di non perderle. Però non dovremmo. Ok, andiamo. Fate finta che non mi vedete, care api. Fate finta che non mi vedete. Non mi vedete, sono invisibile. Sono invisibile, api. Sono invisibile. Non sono invisibile. Non sono invisibile. Aia, porco cane. Minchia, che smirata che hai dato, amica mia. Ho dato una smirata. Niente, raga, qua conviene andare di rifresco, sinceramente. Sì, tre? Tre? Mi scusi? Oh, stai calma. Sì, conviene andare di rifresco, sinceramente. Aia. Mancato. Aia, 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 aia. E vai a cagare, vai, porco cane. Ape di merda. Non so perché mi... Sono buone le api. Queste qua mi attaccano, però. Ma vedete, vedi, incredibile. Solo queste qua mi attaccano. Mannaggia, mannaggia. Ma vedete, vedi, va. Goliardicamente parlando, sono tanti danni. E quando arrivi sopra, buttati dentro alla cesta del cibo per vedere cosa c'è. Sì, infatti avevo intenzione di farlo anch'io, perché secondo me c'è qualcosa. O c'è un dente, o c'è qualcosina, secondo me. Ho bisogno di cibo. Ho bisogno di cibo. Qui c'è del cibo? Assolutamente. E no. Qui c'è del cibo? Mi sa proprio di no. Vediamo. Sì, c'è del cibo. Perfetto. No, questo è sale forse. Ma il sale non mi serve a niente. Porca di quella porca. Mi serve il cibo. Mi serve il cibo. Dentro gli altri piatti dovrei trovare del cibo, dovrei. Ah, c'è il biscotto enorme, quello appena visto. C'è il biscotto enorme. Però devi anche salire sopra. Non è facile. Ok, ce l'ho fatta. Vai, dammi del biscotto. Dammi un po' di biscotto. A che ora stacchi, ragazzi? Io dovevo staccare già un'ora fa, sinceramente, però. Sto proseguendo. Vediamo un po' dove arrivi. Vediamo fino alle 9, dai, vediamo fino alle 9. Vediamo fino alle 9. Mangiati il pezzo di biscotto. Oh, il biscotto dà tanto, Tipo, questo qui è il cesto della. Lo sapevo che c'era il dente. Lo sapevo che c'era il dente. Lo sapevo che c'era un dente. Abbastanza scontato che ci fosse un dente. Ormai è troppo prevedibile questo gioco. Comunque direi che dovrebbe esserci un altro piatto con del cibo. Yes, 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 yes. Questa nel frattempo la andiamo a fare, che possiamo crearla, ragazzi. Come si fa? Come si fa? Q, collegamento. Connessione già stabilita. Aspetta, no, mi sa che non sto capendo. Ah, ok. Bisognava fare questo. Ok, l'abbiamo creata, perfetto. Quindi là possiamo andare in questo modo. Però devo ancora mangiare. Quindi andiamo qui. Spero che ci siano un po' di... Un po' di cibo. C'è un po' di cibo. No, questo è sale, mi sa. E allora è proprio sfiga. E allora è proprio sfiga. Vediamo nell'altro piatto, va. Ma che porco cane. C'ho sempre il cibo. Guarda caso, questa volta niente cibo. Un pezzettino di biscotto, credo di mela, non lo so. Di mela, preferivo il biscotto, sinceramente. Vabbè, questo c'è, amico mio. Te devi mangiare questo. Food. Miam, 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 food. Ok, dai, almeno abbiamo portato, non dico al massimo, però quasi al massimo. Qua non è che c'è. Quella piuma sarà mia. Salve, signora, signora Apa. Signora Appa. Lì si mangia qualcosa. Da avercelo il cibo. Da avercelo il cibo. Andiamo a vedere cosa c'è nel forziere. Ma che sicuramente c'è un dente dorato, secondo me. E il chip mancante era verso sinistra, se non vado errato. Salve, buongiorno. Salve, ben signore. Era qua dentro, giusto? Era qua sulla sinistra. E io ho una memoria incredibile. Ho una memoria incredibile. Me lo apra tutto. Lo sapevo, lo sapevo. Oh yeah. C'è il dente e c'è il nostro penultimo chip, penultimo, ripeto, chip mancante del gioco, ragazzi.
perché poi rimarrà solamente un altro. Da quello che potete vedere, i chip mancanti sono questi ed è l'ultimo. Mi manca solo, e ripeto, solo un altro chip. Let's go! E abbiamo terminato tutti i chip del gioco per ora. Sono contentissimo. Ti lascerò, lo riporti? Certo, ci ho già fatto un video. Ho finito quasi tutti i chip del gioco. Quindi GG, bravo Ace, bravo Ace, bravo Ace. Un'altra ape l'abbiamo? Infatti, minchia, erano tantissime prima. Va bene, siamo messi bene. Adesso, sinceramente, già che ci siamo qui, a me non dispiacerebbe provare a fare. Innanzitutto, proviamo la cosa qua. Allora, ma il problema è che non c'è il cibo. Come faccio senza cibo a rigenerarmi la vita? Secondo me ci. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare, mi sa. Ragazzi, dov'è la mia balè? Ragazzi, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, mi sa. Ah no, ok, minchia. Mi stavo caccando sotto, mi sto caccando. Devo trovare del cibo là, ragazzi. Entra nel cestino del cibo. Ma poi devo fare di nuovo il giro, devo fare. Poi devo fare di nuovo il giro, devo fare, ragazzi. È un bel problema. Eva vabbè, vai. Poi ci facciamo di nuovo il giro. E ci facciamo di nuovo il giro. Che te devo di. E che te devo di. Ah, svegna! Ok. Bam. 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 Ok. Vediamo se c'è del cibo qua. C'è questa, bel succhetto. Cioè, ma niente di che. Niente di che, niente di che, niente di che. Niente di che. Dal boss più forte ci vai? Oggi no, ragazzi, oggi no. Oggi no, la siepe sarà una delle ultime robette. Ecco, che cosa devo fare? Il coso della vita? Che figo comunque il tutto, eh. Molto figo, molto bello figo. Adesso fa di nuovo il giro, eh. Che bello. Ah, svegna. Ok. Dobbiamo fare di nuovo il giretto. Non è che ho mancato qualche pezzo di cibo, magari, non mi dispiacerebbe. Sta venendo una fame che mi piace. Ciao, tu vuoi fare. Vuoi lottare? No, brava, sei là. Ma questo succede quando avrai tutti i chip? Non ne ho la più pallida idea, sai? Non ne ho la più pallida idea, sai? Non ne ho la più pallida idea. Devo essere sincero. Non so se il gioco finisce in qualche modo. Non lo so. Dobbiamo scoprirlo insieme, ragazzi. Dovremmo. Oddio, sto per cadere di sotto. Dovremmo scoprirlo insieme. Ah, aspetta, ma da qui c'era la piuma, mi ricordo. Andiamo a farci la piuma? Aspetta, ma qui non. Dimmi che c'è qualcosa da mangiare. Mannaggia, volevi, eh? Vediamo, da qua non siamo mai andati. Allora, qui c'è l'alveare. Essendoci l'alveare, ho paura che le api mi attacchino. E secondo me le api mi attaccheranno. Quindi io farei una cosa. Salverei qui. Magari le api mi attaccano e mi uccidono. E vediamo un po' cosa fare. Ma vediamo soprattutto qua come si vede attraverso. Wow. No, non cambia niente. Non dovremmo vedere magari più vicino o più lontano. Ma quelle parti là soprattutto si può visitare? Allora, amichette, fate le brave. Io devo solo prendere un po' di piume. Non vi faccio niente. E la Madonna quante piume qua. Allora ragazzi, io non vi voglio fare niente. Ve lo dico con tutto il cuore. Dite che mi attaccano, ragazzi. Dite che mi attaccano. Se mi avvicino all'alveare, dite che. Ma io non posso fare niente. Sì, mi attaccano. Andiamo via. No, vado via, vado via, vado via, vado via, vado via. No. Sono una brava persona. Sono una brava persona. Non ho bisogno che voi mi fate queste cose qua. No. Sono una brava persona. E niente, questa qua vuole morire. Ok, questa qua vuole morire, ragazzi. Questa qua vuole morire. Questa qua vuole morire, ragazzi. Che vi devo dire? Ok, vabbè, non mi dovevi attaccare, amica mia. Che ti devo dire? Non mi dovevi attaccare. Cioè, potevi non farlo. L'hai fatto. Cavoli tuoi. Mi spiace. Ah, comunque, da ste parti qua si aggirano per l'appunto. Quei bei mostriciattoli che si arrotolano, capito? E che sono quelli che mi dovrebbero servire per poter riparare o fare tutta la mia armatura di quel de del materiale più potente che ci sia. Però non lo posso ancora fare perché dovrei trovarli. Che hai fatto oggi? Domi, Doni.
Doni, ho fatto così tante cose che non puoi immaginare. Innanzitutto ho preso il chip che stava qua sopra. E non solo. Eccole qua il corvo che è andato via. Perfetto, dai, sono contento. Stanno facendo veramente tante cose. Oppela. Prendiamo la borraccia d'acqua, rimettiamola qua, che devo bere. Number 7. Ok. Vabbè, la beviamo dopo, dai, adesso non c'è bisogno di bere. Allora ragazzi, adesso però c'è un bel problemino. Che se io vado sulla sabbia mi farò abbastanza male. Vabbè, siamo qui. Let's go. Bellissimo. Ma che figata che possiamo vedere qualsiasi cosa. Che figo. Aia. Ma porco. Cioè, siamo seri? Siamo veramente seri? Porco cane, ape di merda? Mi è caduta l'ape, mi è caduta. Ma siamo seri? Ape di merda? Mi hai fatto veramente cadere? Ma quanta probabilità c'era che accadesse una cosa del genere? Porco cane, porco cane. Rimettiamo il salvataggio. Raga, ma siamo seri, dai. Ma quanta probabilità c'è? Ma porca. Cioè ragazzi, ma c'era una probabilità così piccolissima che io non ho parole. Cioè veramente, ma siamo seri? Ma dai. Vabbè dai, io non ho veramente parole. Devo andare a prendere di nuovo la cosa, la piuma però. Ma è incredibile tutto ciò, ragazzi. Meno male che ci sono questi santissimi salvataggi. Speravo che comunque il salvataggio fosse un po' più vicino, però vabbè. Che te devo dire? Mi sa che mi andate anche forse un po' di più di piume, quindi sono contentissimo. 5 piume in un solo colpo, tanta roba, tanta roba. E devo fare di nuovo il giro di nuovo fino a sopra. Porca, ma se ricarichi l'ape non ci sarà di nuovo? No, raga. Per favore, ditemi di no. Ditemi che non c'è l'ape. No, non credo che comunque ci sia l'ape. Non credo che sia un gioco così troppo scriptato di regola. Se ci sarà, mi arrabbio tantissimo. Se ci sarà, mi arrabbio tantissimo, ragazzi. Già ve lo dico. E non sto scherzando, ragazzi, Allora, veniamo qua. Non cadere di sotto, porco cane. Ok, per colpa del cibo la stamina non si rigenera. Ma c'ho i tre stati messi? Ce ne ho anche quattro. C'ho questo e questo. Cos'è questo? Polmoni possenti, scudo di carne. Se ne pesa completamente. Ok, va bene. Mi piace. Non sballo. Scrittato come FIFA non credo. No, quello è impossibile. Però porca, immaginate che cadevo qua sotto. Madonna, le bestemmie che tiravo. C'è magari il dino del biscotto. Oh mio Dio santissimo, santissimo dente di leone, mi hai salvato il culo, porco cane. No, raga, l'ape c'è ancora, raga, l'ape c'è ancora. Oh no. Sì, l'ape c'è ancora. Oh, è un'ape quella? No, mi sa che non c'è l'ape. Dai, ape, non metterti di mezzo, ti prego. Ape, non metterti, ti prego, non metterti di mezzo, ti prego, non metterti. Ape, ti vedo, non metterti di mezzo. Mi sa che ha fatto una grandissima cavolata. Aspetta, ok. Ok. Wow, che figata. Che cavolo è? Che siamo all'inferno, non ho capito. Porco cane. Voglio vedere una robetta però prima, ragazzi. Oh, ma ha luccicato qualcosa di là. Ha luccicato. Oh, ma luccica qualcosa. Ah, ragazzi, noi abbiamo la pala. No, non mi sono fatto la pala di livello 2, porco cane. Non mi sono fatto la pala di livello 2, ragazzi. Porco cane, ecco cosa mi sono dimenticato. Non mi sono fatto la pala di livello 2. Vabbè, non è un problema. Abbiamo fortunatamente qui. Ma c'è una cosa lì, mi sa, da scavare, forse. Guardiamoci. Eh sì, c'è una cosa lì che luccica. C'è una cosa lì che luccica. Io approfitto, ragazzi,
Tanto che sto qua sopra, secondo me li posso uccidere tutti. No, ma ci sono anche i ragni qua, raga. Ma ci sono anche i ragni, dai. Ma stai scherzando? Porca di quella. Oh, attacca. Dai che attacca il ragno. Dai che attacca il ragno. No, peccato. Oh, rimani là tu, eh. Attacca la formica, attacca la formica. Formica leone, attacca, la... attacca il ragno, attacca il ragno. Va bene, oh. Direi che... il problema è che sono le frecce il problema. Sono le frecce il problema, ragazzi. Porco cane. Non so se con 8 frecce dovremmo farcela con 8 frecce. Il problema è il ragno, eh. Il problema è il ragno, ragazzi, che ci sta seguendo. Perché ho colpito il ragno, mannaggia a me. Perché non mi sto mai fermo? Qui ci... No, 4 frecce non ce la farò mai ad uccidere il ragno. Però gli tolgo tanta vita, dai. Ok. Qui rimettiamoci lo scudo. Aspetta, però io non voglio andare qua, dai. Magari si dimentica di me il ragno. Qua dentro secondo me c'è un dente. Secondo me. Oh, ma ci sono delle cose che luccicano. Ah, i bei leoni, sì. Di questo video hanno messo la carta dell'ultimate transfer, è vero? Figata, ok. Oh, ma ci sono cose che luccicano, ragazzi. Forse è la sabbia che fa questa. Ma qui si può scendere, si può salire. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Science. Quindi possiamo. Oh, ragazzi, aspettate, ma di regola. Ah no, bugia, ho già fatto tutto. Però qui di regola c'è un altro forziere qua. E bisogna fare però la cosa di livello 2. Già che ci siamo vorrei finire qua. Qui dovrebbe esserci. Uelà, ammicchiatolo. Ammicchiatolo. Allora facciamo che... non lo posso uccidere perché non c'ho le frecce. Perfettissimo, ok. Direi che mi posso buttare dentro. Direi che mi posso buttare dentro. Tanto qui comunque c'è già l'ombra. Si sta facendo notte comunque, perché sono già le 14. Si sta facendo notte. È un parolone, però diciamo che... Quindi qua si può salire, giusto? Giusto, perfetto. Io me ne torno dove stavo, perché stavo benissimo lì. Io me ne torno dove stavo. Stavo, ma una base sul castello sarebbe figo, sarebbe figo. Io vi ho già detto, ragazzi, farò delle basi ovunque e le collegherò tutte quante. Quindi sarà una cosa veramente molto molto faiga. Ok, salve, buongiorno. Minchia, pensavo ci fosse un dente, invece niente. Vabbè. Mi accontento lo stesso, ragazzi. Mi accontento lo stesso. Ci accontentiamo lo stesso. Queste prendiamole, che sono veramente fondamentali, perché serviranno tantissimo anche queste per... Te sei morto, vero? Bravissimo. Andiamo a prenderci tutte quante le nostre frecce. Dicevo, per upgradeare saranno fondamentali. Ok. E abbiamo già un bel po' di freccette. Qua mi ricordo che ce ne sono altrettante. Quindi devi vedere la cosa luccica. No, ma le cose che luccica non è una cosa che luccica. È vero quando va tutto sotto? Mi sono cacato sotto? Mi sono cacato sotto? Ma poi... E questo non va bene. Scusami il gioco. No, questo non va bene. Ok, ok, ottimo. Posso ucciderlo da qua. Posso ucciderlo da qua. Ok, ok, ok. Va a fan bagno. Meno male che non sono tanto deboli. Ormai ho la balestra io troppo forte, che è diverso. Ok, manca l'ultimo. Ok. Meglio così perché mi voglio fare la spada. Meglio così perché mi voglio fare la spada. Ok. Oh, qui anche cibo. Qui c'è della quarzite. Soltanto della quarzite? Oh, salve. Qui c'è, qui mi sa che c'è un dente. Qui sono sicurissimo che ci sia un dente, ragazzi. Non lo so. No, non si può andare, mi sa. Perché mi parte la canzoncina? Ma non posso andare, vabbè. Strano però che non possa andare, scusami. Non per dire niente, ma è strano che non possa andare qua. Vabbè. E andiamo sopra. Sì, la balestra è fortissima. E io la lancio, mi sembra.
Era sparita un secondo. Era sparita un secondo. Mi sono spaventato tantissimo. Ok, prendiamoci anche queste frecce che sono importantissime. Per fortuna sta calando il sole, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo. Mi sa che la lattina era questa qua. No, non credo che ci sia qualcosa. Ma il ragno è morto, oddio. La formica leone ha ucciso il ragno, ragazzi. What? Qui c'è un'altra cosa, vero? Oh, yes. Ciao, mi serve tantissimo. No, e no, e non puoi sprecarmi. Ah, le formiche che... Ma porco cane, Ace. Oh, minchia. 12 dovrebbero bastare, mi sa. Ok. Spero. Madonna, mi stava quasi colpendo. Dovrebbe bastare. Ma porco cane, mi ha preso! Dio santissimo, sia uno stronzo in culo! E sia uno stronzo in culo, fatelo dire! Porco cane! Il problema adesso è che io non mi rigenero, questo è il problema. Madonna mia, non mi devo far prendere nessun'altra volta. Salviamo, infatti, che è meglio. Porco cane, oh. Questo non si può aprire niente. Ah, peccato. Madonna, che dolore! No, si è rigenerata la vita. Madonna, se mi prendo un'altra volta sono morto, ragazzi. Tre frecce, abbiamo. Mi sa che non ce la facciamo, ragazzi. Mi sa che non ce la facciamo, ragazzi. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. E adesso come faccio a fare le frecce? Holy shit. Aiaiaiaia. Oddio, posso farmi le frecce di... mi serve un banco da lavoro. Ma porco di quel porco. Ma porco di quel porco. Io non posso attaccarlo, ragazzi. Io non posso attaccarlo, ragazzi. Forse... Ma se mi paro dal colpo... Forse muoio, eh. Ok, ok. Madonna, mi ha quasi preso. Aia, ma porco cane, mi ha quasi preso. Oh mio Dio, raga, mi sta quasi... Sto rischiando tantissimo. Oh, devo mangiare qualcosa, raga. Non... Oh. Da quando questo ce l'ho? Ma tu sei stronzo nell'anima però, cavolo. Come hai fatto a prendermi? Dio santissimo, come hai fatto a prendermi? Madonna mia, ma non posso rigenerare la vita, questo è il problema. Non posso rigenerare comunque la vita. Pericolo piccante, mutazione individuato. Pericolo piccante, che cavolo è pericolo piccante? Succoso, pericolo piccante, 200 acquatico, amante del fitness. Spiego, un sedimento piccante si infiltra nel tuo flusso sanguigno, le sue proprietà ardenti ti proteggono da colpi fendenti. Allora questo qua non mi dispiacerebbe affatto, sapete, eh? Non mi dispiacerebbe affatto, sapete. Pericolo picchiante. Vai, 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 vai. Oh, ma sta rigenerando la vita, mi sa. No, mi si è rigenerato tutto. Qui cosa c'è? C'è qualcosa? Non c'è una minchia. Fatto.
Aia, KS. Dai, l'ultima, l'ultima. Oh, madonna mia, quanto ci è voluto per uccidere questo. Porco, che il problema è che c'ho le cose contate, c'ho, ragazzi. C'ho veramente le cose contate, le frecce contate. Porco di quel porco, ragazzi. Ecco, andare di sotto. Let's go, andiamo di sotto. Non dirmi che esce pure l'altro adesso da qua, perché mi arrabbio, tantissimo. Mi arrabbio, per favore non uscire da qua, ti prego. No, non esce, ok, meno male. Qui ci sono altre cose. Mamma mia. Molto figa la carta di Ultimate. Poi la vado a vedere, poi la vado a vedere. Ok, piglia tutto. Prendo anche questa. Mamma mia, distrutto. Mamma mia, distrutto. Oh, pelà, tutto quanto per noi. Perfetto. Pam 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 pam. Pam 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 pam. E stiamo a postissimo. Allora è di notte, quindi possiamo camminare tranquillamente. Io con questa vita qua non so quanto potrei mai camminare. Ma scusami. Ah, il frammento piccante si può mangiare, ragazzi. E questa è ottima come cosa. Il problema è che serve anche tanto, sinceramente. Però beh, bisogna pur, no? Tastes good. Bisogna pur mangiare e bere, no? Per andare avanti nella vita. No, e basta, porco di quel cane. Direi basta, no, no, no. Te puoi rimanere là quanto vuoi. Io per ora dico basta. Allora, innanzitutto dovrei andare a vedere qua sotto. Però un'altra cosa ancora. Vorrei andare a farmi la pala di livello 2, ragazzi. Night mode, ok. Vabbè, andiamo a vedere qua, va. Vi ricordate questa? Era la base dove per l'appunto ho trovato determinate cosette. Poi non so se continua. Ah no, ma non continua. Qua mi dice che c'è la chiave. Ok, però per prendere la chiave piro piro buro puro. Ok, 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 ok. Io devo mangiare per forza questo per darmi la vita, per farmi crescere la vita, ragazzi, perché è un colpo veramente di un qualsiasi animale. E sono cavoli amari. Porco cane. Ecco, te pareva. No, ragazzi, questo no, raga. Raga, questo no. Raga, questo no. Questo no, ragazzi, questo no. C'ho la luce. Sì, c'ho la luce. Oh. Oh, 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 oh. Vai, vai, formiche. Porco cane. Madonna, è potentissimo. Vai formica, vai formica. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Lei si stia un po' calmo. Lei si stia un po' calmo. Lei si stia un po' calmo. Ok, vai che ti aiuto io formica. Vai che ti aiuto io formica. Vai che ti aiuto io formica. Vai che ti aiuto io. Formica bravissima. E ti rubo anche tutto. Mamma mia le formiche. Attenzione. Ma cosa c'era con me? No, no, c'ho poca vita. No, c'ho poca vita. No, c'ho poca vita, amica. Amica, c'ho poca vita. Amica, c'ho poca vita. Amica, c'ho poca vita. Amica, c'ho poca vita. Ti prego, c'ho poca vita. Ok, ok. Mi servono i tuoi pezzi, però, non c'è da dire questo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, 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 no. Meno male che c'ho la spada che recupera la vita. Cos'è? No. Che cavolo? Ah, si è buggata sottoterra. Ma vai a cagare, porca di quella porca. Andiamo qua dentro. Ma perché non mi si rigenera la vita? Che palle. Il problema questo. Andiamo qua sotto, va. Allora, cosa mi serviva per fare la pala? Per fare la palla ci voglio una tata. Mi servono le mandibole e anche le teste di formica. Quindi signorina, che dice? Se nel caso le faccio un po' la bua. Un po' la bua. Un po' la bua.
e mi rigenero un po' la vita. Mi dia la testa di formica e non me la dà. Salve signorina, anche lei le do fa un po' di male. Pam 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 pam. Mi dà la testa di formica, per favore. Niente, ho niente testa di formica. Lei per caso la testa di formica me la dà? Pam pam pam. Testa di formica? No? Manco per i cacchi. Va bene, manco per il cacchio. Va bene, mi sa che devo andare a uccidere quel soldato. Allora, comunque la vita l'ho recuperata con la spada. Raga, tanto a breve finisco. Tu no, non servi a niente. Datemi una formica soldato, va. Sta finendo questa, ragazzi, sta finendo questa. Questo è un bel problema. C'ho questa? Vediamo. Dai, facciamo veloce. Oh, formiche soldato, quando ci siete... Quando ci siete, non... Cioè, quando servite non ci siete mai, eh. Oh, quando servono non ci sono mai le formiche soldato, eh. Porco cane, incredibile. Oh, qua possiamo andare col nostro... No, bugia, non è vero. Sì, ma era per chiedere, io sarei felice se facessi 4 ore. Ora vediamo, ragazzi. No, voglio finire qua soprattutto, capito? Voglio finire qua soprattutto, più che altro. Voglio andare a prendere il coso nel castello, più che altro. Però devo trovare una formica soldato nera per farmi la pala, per prendere la chiave e poi andare da là, capito? Cioè... Solo che non sto trovando formiche leone. Questo è il problema. Non sto trovando formiche leone. Com'è possibile che non sto trovando formiche leone? Cioè, è possibile come cosa? Non lo so. Dovrebbero esserci un po' di formiche leone da queste parti. Oh mio Dio, ciao funghini, funghetti, che bello vedervi. Grazie mille che ci siete. Mi potete dare un po' da mangiare. Forse devo entrare all'interno... Non mi ricordo più dove ero andato. Comunque si vede che ti piace molto questo gioco. Ma ovvio ragazzi, no, non ci giocherei così tanto. Cioè, normale. Normale. Vediamo un po' se mi ricordo dove si andava. Vediamo un po'. Va già, vabbè, ma chi non piacerebbe questo gioco, infatti. È molto bello. Ok, andiamo. Qui non c'era niente, continuiamo. Formiche da qualche parte ce ne saranno. E non parlo di queste qua, ovviamente. Dove si andava qua? Non mi ricordo. Adesso vediamo. La gente non la guarda. Non capisco perché, onestamente. Forse perché del 2020 può essere. È spettacolare il livello di grafica. Ragazzi, il bello è che voi nemmeno vedete tutto quanto come dovreste vedere. Perché giustamente la grafica è un po' minimizzata. Qua dove si va? Non dirmi che ho già terminato l'altra torcia. Ma porca di quella porca. La bomba. E non mi sono portato le bombe. Bravo. Ok, perfetto. E qua qua dove si andava a finire? Vabbè. Non ho bombe. Dovevo portare le bombe. Mi sa che dovevo portare le bombe. Vabbè, fa niente. Qua dove si andava? Qua ho lasciato qualche cosa di cibo qua. Proprio così. Così me la fai trovare proprio. Ok, accetto, ci sto. Molto meglio Grounded, ragazzi, di Stranding Deep. Molto meglio Grounded. Ok. Mi esploda tutto, grazie. Ok, dai che mi aspetto un paio di... Mettiamoci lo scudo, va, che è meglio. Che non posso rischiare. Ah, ma queste erano altre... Oh! Ma queste non l'ho mai visitato. Stiamo scoprendo nuove cose anche oggi. Ma com'è possibile? Stiamo scoprendo nuove cose anche oggi. Ma com'è veramente possibile questa cosa? Oh sì. Sento proprio loro, signori. Sento proprio loro. Aia. Ah, sta sotto il coso. Maledetto.
Le sento tantissimo, signori. Le sento tantissimo. Sto giocando fino a Nobu. Ma che cazzo ne so, scusi. Ok, bravissimo. Aia, c'è un'altra qua, porco cane. Oh. No, no, prendi lo scudo. Questi ti fanno male, questi ti fanno male, questi ti fanno male. Ok, pam. Oh, vabbè, no, ok, abbiamo capito solo con l'arco. Abbiamo capito solo con l'arco. Ok, ho capito. Dove va? Dove vai, yo? Vieni qua, oh, dove scappi? Abbiamo di casa, vieni qua. Brava, ok. Ma sono tutte buggate! Ma sono tutte buggate, raga, sottoterra! Sono tutte sottoterra, ma porco cane! Quante me ne bastavano? Dove sta? Non la vedo più. Ok, sta là. Ma sono buggate sottoterra! Ma... No, le mie frecce! No, le... Ma porco cane! Scusatemi! Ma com'è possibile sta cosa? Ah, oh! Mi scusi, ma lei da dove è uscito? Non so se voi vedete qualcosa, ragazzi. Mi dispiace tanto, però. Sto cercando di fare il più veloce possibile. Ok, dovremmo avere abbastanza cose. Basta. Non mi attaccate più, per favore. Cos'è questo? Briciola. Oh, ok. Aspettate. Allora, dovrei buttare qualcosa e non so che cosa. Allora, i puntiglioni secondo me non servono a niente. Questo piglia perché devi mangiare. No, c'era un altro, mi sa. E mangia, che serve tanto. Ma non hai raccolto le mandibole? Sì, infatti devo raccoglierle adesso. Dovrei solo trovarle, ragazzi. Marca di quella porca, qua forse. Un giglione d'ape. Testa di formica nera. Ok. Allora abbiamo testa di formica nera 1. Possiamo farla la cosa? Sì. No, ho bisogno di un banco di lavoro. Però mi sa che qua dentro sta il banco di lavoro. Vi ricordate prima? Mi sa che qua dentro sta il banco di lavoro. Dimmi di sì, però. Dimmi di sì che c'è il banco da lavoro. Mi ricordo che c'era. Abbiamo sempre di meno frecce. È vuota. Ok. Avevamo un po' di frecce, vi ricordo. Non frecce, avevamo un po' di. Poi banco di lavoro, non mi ricordo dov'è. Allora noi siamo arrivati da qua, quindi sicuramente qua ci sarà qualcosa. Qui beviamo. Vediamo, possiamo qualcos'altro da mangiare. Mangia questo, amico mio. Ok, andiamo. Ma cos'è quel coso che brilla? Boh, non lo so. Era il cibo, il coso di biscotto. Ok, andiamo sopra. Qui dovrebbe esserci... Ah, i funghi. Ah, è vero, c'ho i funghi, è vero. Dove cavolo stanno i funghi? Ah, eccoli, minchia, non li vedevo. Sono cieco. Grazie mille per avermelo detto. Porco cane, minchia, dai che sta durando un po' troppo però. Tutta sta live è un po' troppo eccessiva, dai. Dai, muoviamoci. Salve, signorina. Non era qua il banco da lavoro? Eccolo, signori e signori. Ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo la pala. La pala ce l'abbiamo. Dove sta? Pala di secondo livello. E qui sì, e qui cambia tutto. L'altra pala l'abbiamo lasciata, vero? O ce l'abbiamo ancora? No, ce l'abbiamo, però no, col cavolo che ti riparo. Rilascia, perfetto. Possiamo craftare altre cose? Tipo magari, che ne so, qualcosa da mangiare, da fare, da andare, le frecce. No, non posso craftare niente. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ora ci tocca solamente uscire. Beh, esatto, 5 minuti sono 4 lazy, va bene. Ma io non è che sto facendo le cose per arrivare... Ma perché non mi rigenera la vita, ragazzi? Non capisco. Perché non mi rigenera la vita?
Stato creazione, stato. Perché non mi rigenera la vita? No, ho sbagliato, scusatemi. Stato. Tartufo, amante del fitness, aver portato adolescente acquatico. Guarda, ti dico, c'è un loro da sfinimento e i tuoi cellulari hanno imparato ad ottimizzare il processo respiratorio. Spaccarocce. Non c'è uno che mi fa aumentare la vita. Taglia legna, stile barbaro, ma siete alla parata. Perché spaccarocce, dominatore, erba volant. Succoso. Da degli ingredienti prioritati. Ti prevale una conoscenza ciclometra. Ok, pionire naturale. Facciamo pionire naturale. No, non c'è niente che mi dia del cibo, porco cane. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo, 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 andiamo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Usciamo di nuovo da qui, ovviamente. Non mi ricordo come si faccia ad uscire. Forse da qui, sicuramente. Ed era la strada. Era questa qua, mi ricordo. Oddio, però non si vede niente. No, no, non era questa, non era questa, non era questa. Era quell'altra. Ok, però quella senza filo, questa qua. Ok, perfetto. Era quella senza filo. Non è mai vero nella vita. Scusami, aspetta. Ma non c'erano altre due strade di qua? No, a quanto pare è questa, ragazzi. A quanto pare è questa. Let's go. Qualcosa per mangiare direttamente quando il cibo è in terra senza metterlo in inventario. Ah, tanta roba, non lo sapevo. Ok, continuiamo. Dovremmo uscire di regola. Speriamo che non sia giorno. Non è ancora giorno, quindi per fortuna non dovremo subire dei danni. Ok. Quindi andiamo a fare, andiamo a prendere la cosa con la pala, ragazzi, che ce l'abbiamo qui. Sperando che non ci facciano la bua. Sperando che non ci facciano la bua, ragazzi. La chiave dovrebbe stare vicino al al coso, là. Adesso vediamo. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Spero che non esca nessuno, ti prego. Spero che non esca quel coso, là. Te pareva. Mi lancia la formica, immagino. Eccola là. Era vicino qua, la pala, mi sembra. Che cavolo. Era tipo... Dov'era? Oh, oh, oh. Cos'è? Ah, no, non era questo. Porco cane. Ah, però è buono questo. Questo mi permette di mangiare, però. Ah, quindi ci sono tante cose da sotterrare. Ora capisco cosa erano quelle cose che luccicavano, ragazzi. Erano zone da rompere. Quelle cose che luccicavano erano zone da rompere, ragazzi. Porco cane. Ora devi vedere un po' come troviamo la chiave, dai. Voglio vedere come troviamo la chiave. Altro che, ragazzi. Oh, la fina freccia, buonissima. Ora voglio vedere dove troviamo i pezzi da aprire. Oh, quante frecce qua. Ottimo. Ottimo. Ora voglio vedere dove troviamo i pezzi da... Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Tipo da stepa. Come si fanno a vedere se... Dite che c'è un modo per sapere come fare. Che è rosso qua? Oh no. Dai, dimmi che la troviamo sta chiave. Dai, dobbiamo fare il caccia al tesoro. Dobbiamo fare, ma non ho capito. Ma si faccia gli affari suoi, mi scusi. E anche lei. Dai, da qualche parte dovremo pulire. Sì, vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Veramente mi stanno attaccando in due. Veramente mi stanno attaccando in due. Si stanno attaccando l'uno l'altro. Raga, ma siamo pazzi. Ma siamo pazzi. No, raga, ma siamo seri? Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Venga qua, venga, che c'ho 10 frecce tutte quante per lei. Venga qua, venga, mi scusi, mi scusi. Che devo fare la spada con la sua armatura. Venga qua, vieni con la sua pelle. Venga qua, venga, venga, venga qua, venga. Sì, 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 venga qua, venga.
manca l'ultima. E let's go. Perfetto. E lei è andato. Grazie, ben venga. Mi faccia dare qua. Problema, ragazzi, che mi serve. Qua sento dei rumori strambi, raga. Sapete dirmi il posto in cui si trova la chiave? Porca di quella porca. Ci saranno miliardi e miliardi di posti in cui cercare. Oh, merda. Vi ricordate per caso il disegno dove si trovava? Ma scusa, la chiave che hai preso nel tubo per cosa serve? L'ho già usata, ragazzi. L'ho già usata la chiave del tubo, ragazzuoli. L'ho già usata. Vi ricordate che qui c'era qualcosa che luccicava? Il problema è che dovrei... Madò, raga, sarà impossibile trovare la chiave. Cioè, mo, a parte gli scherzi. Sarà impossibile trovare la chiave. Mi hai fatto una maratone di live. Se no li vorresti fare più avanti. Ragazzi, io lavoro. Ragazzi, io ho incominciato a lavorare. Non potrò mai fare maratone adesso. Mai più fare maratone. Sì, dopodomani, mi scusi. Prima mi ricordo che era vicino alla pala la chiave, raga. O almeno sapevo questa cosa qua. Vicino alla pala, boh. Magari mi sbaglio, non è vicino alla pala. Mannaggia. Sta per arrivare il sole, ragazzi. È certo. Mamma mia, sono distrutto, raga. Distrutto proprio anche qua. Se arriva il sole sono guai, ragazzi, eh. E vi avviso, se arriva il sole, magari ci sono delle montagnette che si aprono, tipo queste, no? E che palle. Bisognerebbe cercare il punto preciso magari su internet, forse. Così magari non perdiamo tempo. Oppure si fa direttamente nella prossima live, ragazzi. Si fa direttamente nella prossima live. Ma sì, dai, facciamo così. Va bene, dai, facciamo che salviamo qua, ragazzi. Dai, facciamo che salviamo qua. Anche perché altro mi sa che non si può fare. Quindi let's go, dai. Sono abbastanza distrutto, ragazzi, Sono abbastanza distrutto solo per questo. Abbastanza distrutto. Che dirvi, ragazzuoli? Che dirvi? Allora, io vi invito a tornare domani, ovviamente non con una live su Grounded, ma sull'altro canale con FIFA, ragazzi. Se non sarò distrutto, perché se sarò distrutto, ragazzi, mi dispiace, ma niente. Live domani. Mentre la prossima live di Grounded la farò, ragazzi, venerdì, ok? Mentre giovedì ci sarà la live di FIFA, quindi con i nuovi Ultimate, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. E ripeto, la live di domani è l'incognita, quindi non è sicura, poi vi avviserò. Mentre la live di giovedì e venerdì sono sicura al 100%. Giovedì FIFA e venerdì Grounded, ok ragazzi? Però dai, ci siamo divertiti, sì, diciamo, sì, venerdì ci sono tutto il tempo, grande, anche perché venerdì, ragazzi, apriremo il baule qui, della sabbia, e andremo alla siepe per completare la storia di Rego, perché di Rego si completa la storia, là, speriamo, poi magari vediamo un po' cosa succede, andiamo a sfidare il ragno più potente, il mostro più potente del gioco, e che dirvi, noi ci becchiamo domani, fatti i bravi, fatti i buoni, mi raccomando, a scuola, ragazzi, come al solito, che dirvi, ciao ragazzi, ciao! Sono distrutto.
Stop.